La trasmissione sta per iniziare. Stai trasmettendo dal vivo. Oh, oh, molto bene. Sempre meglio dal vivo che dal morto, Gigi. Ah, beh, quello sicuramente. Quello sicuramente. Ragazzi, buongiorno. Tra l'altro, io ero a preparare la storia che taggo il signor Ferre. Che così almeno anche il popolo di Instagram. Mi taghi. Popolo di Instagram. Aspettiamo. Ci sentono, ma ce le abbiamo. Adesso guardo anche. Mi metto un bel device per vedere anche la sua stessa live, signor Gigi. Va bene. Guardo qualche commentino dei nostri fedeli durante, che ci segue, durante sì, la bellissima competizione. Che poi, tra l'altro, tra tre minuti parte già la prima partita, vorrei dire. Eh sì. Insomma, eh sì, quindi... tra tre minuti parte già la prima partita. E Gigi, io parto facendo un saluto grandissimo a tutti. Se appunto ci stanno già guardando, sì, eccola qua la menzione. E, appunto, faccio un saluto grandissimo a tutti. E mi fa un sacco piacere essere qua con voi a streamare questa bella iniziativa, ragazzi. La Championship, ci speravo veramente tanto, come ho anche già detto. E quindi, insomma, godiamoci questa bella competizione, ragazzi, perché i team sono molto interessanti e io ho già qua carta e penna per le compe. Così te le carta prepari per bene, le scopiazziamo. Ma sì, guarda, ti dico, io pure tante volte prendo molto spunto, perché chiaramente da chi prendere spunto se non da loro, no? Quindi ci sta. Tra le altre cose, ragazzi, prima hanno fatto vedere una schermata molto interessante che non so se avevano mai fatto vedere prima, ma l'altro mese non me la ricordo. Mi sa che in Asia abbiamo già i primi qualificati, perché hanno fatto vedere Jupiter e Paris Saint-Germain tra quelli qualificati, da quanto ho visto, ma non lo so, dopo avremo la conferma, magari la vedremo dopo meglio la classifica, adesso godiamoci prima le partite. Ma clamorosamente, ragazzi, nella parte asiatica, penso per la prima volta o massimo per la seconda volta, non si sono qualificati i PSG, mentre come al solito ci sono i Jupiter che stanno davvero dominando la parte asiatica, insieme anche al Paris Saint-Germain. Diciamo che il Paris Saint-Germain ha alternato buone finali a complete disgrazie, dove hanno subito 3-0 su 3-0, mentre gli Jupiter sono sempre stati abbastanza continui, diciamo così. E oggi ci aspettano delle belle partite, ragazzi. Ok, io ho la live finalmente, vedo i commenti della chat. Okay. Eccoli. Ciao a tutti, ragazzi. No, signor Gigi, anch'io come lei, quando non ho visto il Paris Saint-Germain tra i team, ho detto ma cosa è successo? Però comunque sì, abbiamo dei team oggi mica male, nel senso abbiamo parecchi team. Li vogliamo ricordare al volo prima di cominciare? Adesso non c'è la schermata, ma ce li abbiamo tutti quanti iscritti. Allora, intanto vediamo i ban, che sono Energetic e Gelindo. Però sì, comunque per quanto riguarda i team, non ci sono il Paris Saint-Germain, ci sono i Jupiter e ci sono gli SK Miracle, che sono, diciamo, la parte degli SK Gaming, ragazzi, asiatica a questo punto, immagino. E poi ci sono i famosissimi B-Boy, che ormai sono un po' di finali che si qualificano, i B-Boy. Sono un po' di finali che stanno lì e dicono la loro, insomma, quindi ci sta. Prima mappa sarà appunto Hard Rock Mine, che dovrebbe essere miniera roccia dura. Sì, roccia dura, esatto. Non vorrei tradurre male. Mappa bellissima, spero di vedere un Rico, perché per me quella mappa lì è una mappa da Rico, ma sappiamo che quale comp sono tutte purché contate. Rico in questa mappa fino a qualche mese fa si utilizzava davvero parecchio. Ultimamente ha perso un pochettino da quando Carl e Mr. P, e infatti li vediamo praticamente tutti e due, hanno avuto Mr. P anche la seconda abilità stellare, anche se vedo che nessuno dei due sta utilizzando la seconda abilità stellare, che invece ultimamente stava andando per la maggiore. Mr. P è, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, appunto, dovrebbe essere super nel meta in questo momento come brawler, quindi secondo me sarà quello che vedremo di più in questa championship, perché veramente è una cosa imbarazzante. Però quello che hanno fatto in Supercell è dargli una seconda star power adesso, che può portare un nome di Mr. P, nel senso una star power come si deve per lui, perché effettivamente tutti usavano la prima, adesso qualche alternativa c'è. Sì, diciamo che appena era uscita
La seconda abilità stellare, quella nuova, tutti avevano iniziato in massa ad utilizzare quella e ti devo dire la verità, faceva molto la differenza. Adesso vedere che entrambi hanno ricominciato ad utilizzare la prima, insomma, vediamo come si comporta, perché veramente a me la seconda piaceva molto, con i facchini che venivano spawnati di continuo a bomba proprio, era qualcosa di pazzesco. Infatti. Bisogna capire effettivamente cosa si inventano. Esatto. Comunque siete anche Carl, adesso che lo vediamo qui, è un altro brawler che ci ho fatto un video dedicato dove comunque parlavo del fatto che è un brawler che viene contato tantissimo, soprattutto la sua ulti. Infatti, insomma, si è ritrovato a avere un vero e proprio cambio nell'utilizzo competitive, cioè si usa solamente più la prima star power di Carl. Che Carl c'è stato un periodo prima in cui veniva utilizzato moltissimo, poi fu nerfato e non è stato praticamente più utilizzato per nessun motivo al mondo. Poi adesso, da quando è stato ripotenziato, è stato anche rinominato Carlo Armato, perché è diventato davvero una bestia incredibile. Assolutamente. No, è diventato veramente un brawler molto molto forte e effettivamente è cambiato completamente il suo utilizzo, cioè che appunto si va a utilizzare sempre questa prima star power. Comunque abbiamo già il primo game, giusto? Sì, primo game vinto dagli Jupiter, che sicuramente ragazzi sono i favoriti per la fase asiatica di questa Brawl Star Championship di agosto. E diciamo che avevano due comp diverse, perché comunque c'era soltanto Mr. P che si ripeteva, e da una parte avevamo Maxine, che insomma in miniera rocciatura non è che si è mai vista così tanto in arrappagione. No, era particolare come scelta, però comunque si parla di un brawler che è abbastanza rientrato nel meta, quindi ancora ci siamo come è abbastanza utilizzato in questo momento, quindi ci poteva stare comunque. Assolutamente sì, sono d'accordo. E dall'altra parte appunto avevamo Pam, che vabbè, Pam ultimamente sta anche lei un po' come Carl, viene utilizzata in qualsiasi mappa perché ti dà quella solidità, ti permette di andare magari a colpire gli avversari un po' più lontani, ti permette soprattutto di curare, che comunque è un aspetto sempre molto importante. E altra cosa, dietro Trid si vede il signor Pocio, che non è stato nerfato durante l'ultimo bilanciamento, quando tutti ci aspettavamo un bilanciamento per Pocio, e quindi che continuerà ancora, ad esserci il Pocio doppio tank forte, secondo me. Sì, no, confermano la comp di Jupiter. Sì. E no, anche dall'altra parte, quindi penso al posto che... di Carl, no, al posto di Carl c'è Maxine. No, appunto si hanno messo la Maxine al posto di Carl, si hanno optato appunto anche lì per Maxine. Sì. Ma come ti dicevo, Carl viene controllato parecchio. Il fatto è che la comp contro la quale si trovavano non era poi così da, cioè non aveva poi tutti questi brawler che andavano a controllare magari la sua ulti. Ovvio che si è trovato in difficoltà e ha voluto cambiare brawler. Sì, ma secondo me lo metteva in difficoltà troppo il Mr. P. Infatti, se vai a vedere adesso, Maxine si è andata a mettere sulla stessa lane di Mr. P, che era un po' il lavoro che ha fatto anche la Maxine avversaria nella partita precedente. Alla fine Maxine ricarica i colpi talmente velocemente che i facchini di Mr. P non li sente neanche. Quindi diciamo che ha un po' il compito di andare a counterare i facchini e Mr. P. Poi da una parte c'è Piper, dall'altra c'è Pam, che possono essere due ottime scelte. In questa partita infatti, in particolare, sta avendo la meglio Piper, Che guarda qui, va a prendere solo una gemma. Adesso va a fare una bella rottura in mezzo, e questa sicuramente aiuterà molto. Sì, diciamo che Pam, anche se c'ha molta più vita, si trova in difficoltà, perché qua Piper può sfruttare molto bene, lo sfrutta veramente bene, quindi secondo me è una scelta migliore forse addirittura Piper, anche un pochettino più vista, rivista, un pochettino più classica, ma secondo me resta comunque la migliore. Poi chissà con quale gadget la sta utilizzando Piper, che adesso col secondo gadget Piper può essere... Il secondo gadget effettivamente può essere interessante. E soprattutto per i competitive, lo dicevo anche quando, insomma, l'abbiamo visto per la prima volta.
sicuramente può essere interessante. Ma prima sono apparse le grafiche, se non sbaglio, che mostrano le star power, però non i gadget. No, i gadget no, è vero. Adesso che ci sono i doppi gadget, mi sa che Supercell si deve un attimino aggiornare e farci vedere anche quali gadget vengono utilizzati, perché... Sì. Vabbè, adesso sono tre gadget, era quasi inutile. Sì. Cioè, per questa championship però, va appunto... così e perdoniamo Supercell e va bene così. Però sì, dalla prossima si iniziano a mettere i doppi gadget un po' a tutti i brawler. Ci vuole ma una grafichetta. Ci sarebbe anche interessante avere proprio una grafica nel game, quando si raggiunge un punto di complessità così alto, per avere appunto il... per avere appunto direttamente in game la possibilità di avere le star power e i gadget che si stanno utilizzando. Ovviamente questo al momento attuale resta un mio consiglio, però sarebbe molto, molto interessante vedere una cosa di questo tipo direttamente nelle grafiche del gioco. Sì, ci può stare, ci può stare. Addirittura giù Piper! Ma come hanno fatto da lì giù a far fuori Piper? Io mica l'ho capito. Pam è stata caso, Pam, ma Pam quanta vita aveva Piper per morire con un colpo da così lontano? Aveva già preso parecchie hit dalla Maxine. E qua gli Jupiter vanno a prendere un ma avevano un bel vantaggio, i Miracle avevano la partita in netto controllo. Cioè stavano controllando i Miracle in maniera perfetta, soprattutto grazie a Piper. Gli Jupiter non sono mai morti, tra virgolette. Hanno mantenuto viva la partita e al momento giusto l'hanno ribaltata. Complimenti. Sì, in effetti qua hanno fatto anche rivedere quando all'inizio partita con quel jump di Piper hanno preso un bellissimo controllo e poi purtroppo è venuto a mancare. Guarda lì la kill finale. Guarda, sì, roba. Vedi? Ma lo sai che mi sa che l'ha fatta fuori Mr. P, Ma sono stati giù entrambi, Sì. Comunque, vedi, i Miracle hanno fatto più danno, hanno fatto più kill. Ovviamente poi le gemme ne ha prese più Jupiter, perché poi comunque siamo portati a casa la partita. Però proprio quello che stavo dicendo prima, i Miracle stavano tenendo sotto controllo la partita durante tutto il tempo. E invece alla fine gli Jupiter si vanno a portare a casa questo che è il primo set di Arraffa Gemme. E guarda un po', adesso c'è assedio in una delle mie mappe preferite, che se non sbaglio... Factory Rush. Sì, che dovrebbe essere cantiere, possibile? Oddio, non ti saprei dare la traduzione esatta. Però questa qua di nuovo è una bella mappa, secondo me, perché qua sicuramente è una mappa molto aperta, quindi si andrà a giocare molto... Cioè, si andrà molto a giocare sulla parte centrale, che veramente si giocherà tanto sulla schivata e quant'altro. Io sono curioso di vedere se rigiocano di nuovo Mr. P. Cioè, Mr. P in assedio non è che lo vedo così tanto. Qui secondo me è già meno, poi vedremo. Sì. Poi perché ci sono comunque quelle mappe adesso che sono divise in tre corridoi, no? Quelle mappe dove c'è un corridoio con i muretti. Lì già può essere un po' più interessante Mr. P. In questa mappa è vero che ci sono quei due muretti a creare quella sorta di quadrato e guarda un po' Mr. P. Guarda un po' lì Mr. P. Pam ce l'hai anche detta ancora. E Piper, Maxine... vedremo quel Mr. P se è una scelta così. Però Mr. P, come ho detto all'inizio, è super nel meta in questo momento. Sì, quindi è quasi sempre la risposta esatta. Cioè, se c'è un brawler che... Eccole qua le star power che dicevamo prima. Sì. Ok. Se non ho visto scelte particolari, nel senso Mr. P è sempre usato con la prima star power, quindi... Sì, siamo sempre... No, la scelta di star power è correttissima. Non hanno fatto delle mosse strane per il momento. Più che altro mi sta sorprendendo la scelta di Maxine, che la stiamo vedendo. Fino adesso l'abbiamo sempre vista, praticamente. Solo nella prima partita di Gemme non l'hanno usata i Miracle e hanno preso le pizze. Sì, Maxine mi sa che... In questo momento sono molto, molto utilizzati, secondo me. E comunque, in questo momento qua, secondo me... Il vantaggio anche a livello di comp è un pochettino più per l'SK. Sì, sono d'accordo, perché è il discorso che facevamo prima. In questo momento il Mr. P può essere counterato da Maxine, cosa che gli SK non avevano nella prima partita di Arraffa, e che quindi non potevano counterare Mr. P, e di conseguenza non sono riusciti a portarsi a casa la partita. Vediamo un attimino. Qua i Miracle hanno preso completamente in mano la situazione, Sì, anche perché quel jump di Piper ha già aperto tutto, quindi il robot deve essere facilitatissimo. Sì, non e qua vanno a fare anche dei bei danni. Partita, però no, non è un wild, ma è un bel push sulla Ike. E vediamo un pochettino cosa riescono a combinare adesso, Gigi, se SK concludono o se
gli Upid fanno qualche change come hanno fatto prima, riescono, perché anche per la partita precedente appunto c'è stato un recupero, vediamo cosa si inventano adesso, però li vedo già molto più in difficoltà. Sì, li vedo molto più in difficoltà. Penso che quasi sicuramente quest'ultimo robottone riescano a prenderlo, però livello 8 non è quel livello di robot che dici, sai, vado e distruggo tutto, cioè devi riuscire a supportarlo bene. Esatto. Diciamo che anche a livello di push, non è, cioè di difesa, il team degli SK non è messo male. C'è un bel push, però... attenzione! Non ci credo, E passano in vantaggio. Non ci credo! Ma non ci credo! Pazzesco, pazzesco. Ma come ha fatto Mr. P a resistere tutto quel tempo lì dentro? Regà, pazzesco! Hanno sbagliato il colpo, hanno fatto veramente il massimo danno che potevano fare con quel robot. Ragazzi, sembrava un tranquillissimo robot di livello 8, invece è stata una macchina d'assedio per loro, perché è veramente... Sì, ma perché Mr. P ha messo dentro la torretta, guarda, poi ha infuriato tutti i robottoni. Sì, no, devastante, ragazzi. Cioè, alla fine Mr. P è stato il brawler per cui hanno perso più volte il centro, perché i Maragol per l'ennesima volta hanno dominato il centro. Questa volta la colpa dei Jupiter è stato proprio quello di scegliere Mr. P, che contro gli altri non riusciva a counterare nessuno. Alla fine della fiera è stato comunque il fulcro centrale del push. Per riuscire a fare dei danni, sono stati molto bravi. Esatto, vediamo la seconda volta cosa si inventano, però possiamo cominciare a dire che gli SK sono un po' in difficoltà, Gigi. Sì, perché adesso con un'altra vittoria di Jupiter si porterebbero sul 2-0 per quanto riguarda i set, quindi a quel punto diventerebbe un match point per quanto riguarda il terzo set. Sì. Però adesso, allora, questa... Perché tu devi sapere che la cosa che mi diverte di più fare durante la championship è studiarmi la mentalità dei pro player. Ti spiego meglio. Okay. In una situazione del genere, dove i Miracle hanno dominato, quindi mettiti nei panni dei Miracle, hai dominato il centro, ok? Hai fatto prendere soltanto 8 bulloni su 20 totali, 20 che sono circa totali di bulloni, se non di più addirittura, non mi ricordo precisamente quanti bulloni spawnano. Hai dominato, ma poi alla fine hai perso. Che fai? Cambi comp? Non lo so. Diciamo che più che altro quando perdi così per l'1%, nel senso, sei consapevole di aver fatto il tuo, di aver giocato bene, di aver avuto comunque sia tutte le carte in tavola per vincere, poi effettivamente non te la sei portata a casa. Secondo me in questo caso loro non cambieranno mentalità. E infatti, guarda qui, sono rimasti entrambi con la stessa comp. Però guarda, curioso come le due PAM abbiano l'abilità stellare opposta, nel senso, da una parte abbiamo quella del danno che cura, dall'altra abbiamo quella invece della torretta col gadget che cura istantaneamente la vita. Sì, diciamo che quella del danno è fatta un pochettino più per controllare, in questa mappa mi piace di più perché va a sfruttare anche gli spot delle mura. Sì. Però quella curativa appunto si può utilizzare appunto se dall'altra parte c'è una PAM per andare a vincere più facilmente la lane, e quindi esatto, quello sicuramente lo sfrutterà. Esatto. Però effettivamente adesso che abbiamo già una rottura di un muro, se tutti i muri si andassero a distruggere col corso della partita, sicuramente la PAM che ha la star power del danno le andrebbe a sfruttare meno, quindi anche lì bisogna capire sì. Effettivamente Piper in teoria è l'unica che può distruggere, quindi è lei che ha un pochettino il controllo delle mura. No, Piper è l'unica che può distruggere, quindi sì, però deve stare attenta, perché comunque per una Piper, ok che è la jump e puoi avere la situazione sotto controllo, ecco qui riesce ad andare a distruggere, però non ricarica così rapidamente. È proprio l'intento. Sì, no, ma per forza devono giocare così. Tra l'altro hanno pareggiato l'ultimo robottone e ti dico, questo qui è stato un vantaggio enorme per i Miracle, perché adesso hanno in mano la situazione. L'ultimo robottone penso sarà uno dei robottoni più forti mai visti nella storia di assedio. Sì, infatti ha fatto un bel pareggio, ma adesso hanno quel robottone pesante. Allora, signori Miracle, ci avete fatto vedere due partite dove avete dominato e poi avete perso. Mi raccomando, non vi fate battere Non mi sprecate sto robottone, perché qua siamo già al robottone melanzana. Penso che siamo già al robottone color melanzana. Sì, beh, livello 20 direi proprio di sì. O è già peperone? Ah no, è proprio peperone! Peperone, ragazzi! Mamma mia, ragazzi! Il peperone, ragazzi, ballo un po' a fermare. Il peperone pesante.
Vediamo un pochettino cosa vabbè, riusciranno a fare. Ma gli basta anche un 1% che non credo che riescano a far danno il in Juve. Peperone OP. Peperone OP, niente da fare, niente da fare, Gigi. Molto bene per i Maragol, che finalmente riescono a portarsi a casa una partita, direi meritata, ma in realtà a mio avviso si meritavano anche l'altra, però evidentemente gli Jupiter sono stati più bravi a difendere nel momento di difficoltà. Però, allora adesso... Allora, tu sei il team Jupiter. Hai vinto la prima partita, ora non voglio dire a fortuna perché comunque hanno resistito il momento in cui dovevano resistere, hanno pushato bene il momento in cui dovevano pushare, però hai vinto per un 1%. Un cioè, pizzico di fortuna c'è stato, un pizzico di fortuna c'è stato, ok? Però durante la partita, diciamolo chiaramente, papale papale, hai preso le pizze perché veramente il centro l'ha tenuto quasi sempre il team dei Miracle, no? Ora, hai perso anche un'altra partita. Cambi qualcosa? Anche se effettivamente io ho visto, io se posso dire la mia, le SK l'ho visto un attimino più ben messi in assedio come gioco, e ci sta, insomma, se la sono divisa una in Gem Grab e una in Siege. E vediamo se riescono, magari con ancora un pizzico di fortuna, a portarsela a casa gli Jupiter, oppure se gli SK, insomma, confermano quello che è il loro atteggiamento in questa modalità. Sì, che poi diciamo che i Maragol, vincendo la prossima partita, riaprono completamente il match, perché comunque andresti sull'uno pari per quanto riguarda i set. Con una vittoria degli Jupiter si andrebbe a creare quello che stavo dicendo prima, ovvero un 2-0 per quanto riguarda i set. E lì inizia a diventare già un po' più complicato per... Lì diventa difficilmente recuperabile, sì. Là diventa già un po' più complicato. Però, cioè, quindi già questa partita direi che è abbastanza cruciale, perché va a decretare questa situazione che potrebbe essere abbastanza particolare. Comunque, secondo me ci stanno mettendo un po', perché gli Jupiter stanno decidendo. Stanno decidendo, sì. Perché effettivamente, sì. Cioè, è difficile, eh? È difficile andare a fare una scelta del genere, perché io a questo punto, vedendo nuovamente la difficoltà che c'è stata per quanto riguarda Mr. P, proverei o un Brock o magari una Bea per provare ad andare a contrastare gli avversari, oppure copiare la comp con Pam, con Piper, scusa. Invece vanno a mettere Carl. Sì, stavo guardando... Allora, io vabbè, Gigi, sono per lo spettacolo, penso che te, quindi spero ovviamente che questa partita qua venga a portare il pareggio. Carl, appunto, come dicevamo pericolosamente, sempre con la prima star power, le Maxim idem. Non lo so, Carl, se può essere quella scelta che fa la differenza. Sicuramente un brawler con tanta vita che si può permettere di prendersi qualche colpetto in più, però effettivamente ora come ora il primo robot è delle SK. Effettivamente un robot 2 non so quanto possa creare dei danni per loro, però comunque già... Però permettono la Piper di aprire già, eh. E questa è una cosa che fa, è una cosa che fa già parecchio anche. Che ecco, Carl non me lo sarei mai aspettato, sinceramente. Ma Carl più che altro, sì, far dei bei danni comunque, quindi può essere una buona scelta adesso. Capiamo effettivamente cosa fa. Comunque ti dico, in questo momento stanno avendo il vantaggio gli SK, però, ecco, vedi, l'hanno già recuperati. Sei qua, ti dico, questo robottone secondo me è stato un'arma a doppio taglio, perché con il robottone livello 6 in questo momento non ci fai nulla. Non ci fai niente, poi dopo gli altri, per il prossimo push gli SK sono già in vantaggio. E se lo sono anche mangiato, ahia. Se lo sono mangiato questo, qua i Jupiter devono prendere un controllo veramente... Non devono lasciare neanche un bullone agli avversari, cioè li devono prendere proprio tutti loro. E lo stanno facendo e stanno pushando molto bene. Guarda lì Milcreo, bravo bravo bravo, ce l'hanno fatta. Anche il settimo, sì, anche il settimo addirittura. Ottavo, bravi. Sì. Ma Carl ha tenuto molto bene. E il discorso è sempre lo stesso. Comunque sia Carl, qua nessuno lo contra. Cioè, lo potrebbe counterare giusto Piper jumpando e basta. Sì, no, assolutamente. Assolutamente, devo dire la verità. Alla fine della fiera ha fatto davvero un buon lavoro il Carl. Perché diciamo che inizialmente stava facendo fatica, Inizialmente un po' di fatica la stava facendo. Però poi, nel momento in cui sono andati in vantaggio, è stata davvero la chiave per poter mantenere il centro, perché poi il centro l'hanno mantenuto soprattutto grazie a Carl.
Invece qua hanno praticamente quasi shottato, ma sì, con un robot come quello già si immaginava. Però ti dico che un giocatore mi ha impressionato in questa partita è stata Dzeko con Maxine per quanto riguarda gli Jupiter, perché ha vinto dei fight contro la PAM avversaria pazzesca, quindi infatti è stato anche il migliore tra l'altro. Ma io ho apprezzato la scelta del Carl, sì, invece, perché insomma non è... comunque sia ci va a cambiare un pochettino e hanno avuto il coraggio di farlo e effettivamente ha giocato molto bene, secondo me buon merito del risultato è anche il suo. Qua abbiamo un po' di statistiche, Gigi, molto simili rispetto a prima. Sì, molto simili, ma comunque vedevamo i Maragol sempre un po' in vantaggio, cioè hanno fatto più kill, più danno e hanno preso un bullone in più, ovviamente calcolando sempre tutte le partite. Questa è un'altra mappa che richiama Mr. P. Io credo Wave. Che... sì. Mr. Qua... P... Qua io ti direi che ci vedo un grabber. Sì. Ci vedo un grabber. Sia una Tara che un Eugenio ci sta, sì, assolutamente. Ci vedo un grabber qua, ti dico questo. E una Jekyll. Ci vedo queste tre opzioni. Non so effettivamente poi cosa da utilizzare. Sì. Però io ci vedo anche Mr. P, come ti dicevo prima, e infatti guarda qua tutti quanti. Gin mid. Oh, attenzione, Mr. però di là non c'è grab, No, allora è molto particolare perché abbiamo Mr. P da entrambe le parti, ma utilizzato in maniera completamente diversa, perché è da una parte appunto usato come lane, dall'altra è un mid in questo momento, e abbiamo Jin sulla lane, Brock dall'altra parte, ok. Non so, Gigi, è particolare. Anche la mappa è molto strana. Una mappa che io non prediligo quasi mai perché non mi ci trovo molto. No, nemmeno io mi ci trovo molto. Dico la verità, in particolare. Non so, effettivamente. Anche Semino. No, Semino forse è il brawler che ci vedo di più. Oltre ovviamente al grabber che dicevo prima. Però. I Brock lane fanno la loro. Ma ti dico, Mr. P, comunque secondo me è una scelta interessante. Perché? Perché un po' di cespuglietti ci sono. Quindi grazie ai tuoi facchinetti vai magari a spottare quelli che sono gli avversari dentro i cespugli. Puoi permetterti, grazie alla valigia che rimbalza, di andare a colpire gli avversari dietro, quindi a riprovare a counterare un lanciatore. Infatti se vedi il Mr. P... si è andato a dalla parte dei rossi, si è andato a mettere al centro proprio contro l'altro Mr. P, perché il Semino faceva fatica. E boh, Brock probabilmente lo hanno messo per rompere. Non capisco tanto il Brock dei Miracle, ti dico la verità, perché il Brock degli Jupiter ha senso, perché tu con Eugenio e Mr. P, se vai a caricare la ulti con Brock e distruggi la mappa, ci sta. Ma se hai un Semino non devi distruggere la mappa, quindi non capisco tanto la scelta dei Miracle. Non so bene, però comunque se Semino ad esempio qua vedi Star Power la va a sfruttare veramente tanto, Star Power dello scudo. E qua Dzeko va di nuovo a... guarda Jin cosa sta facendo. Mamma, bravissimi, se la sono giustata molto bene quella fase lì. Poteva andare giù il Jin e poteva essere completamente risolto diverso, perché poi magari non killavano il Brock. Bello qua il grab di Jin, infatti vediamo. Bravo. No, ma te lo vedevo un grabber, secondo me è stata un'ottima scelta il grabber. Sì, secondo me il problema alla fine della fiera è stato per i Maracol. Allora, non voglio dire né il Brock né il Semino, ma il problema è stato lo sceglierlo insieme. Cioè, scegliere Semino insieme a Brock, perché secondo me sono due brawler che ci stanno in questa mappa, ma con un Brock che ti distrugge... Boh, Semino non lo so. A quel punto avrei preferito, come dicevi tu, una Tara o un Eugenio, oppure togliere il Brock e al posto del Brock mettere sempre un grabber. Sì, ce lo vedevo decisamente meglio. Sì. Vediamo effettivamente cosa si inventano in questa seconda partita. Secondo me il grabber è sicuramente da tenere. Potrebbe essere forse il mid degli SK da cambiare, non lo so. Vediamo effettivamente cosa decidono di fare. Sì, secondo me Semino lo andranno a togliere, perché ho visto durante questa partita che gli hanno fatto cambiare lane tre volte. Ha cambiato lane tre volte, ma attenzione, perché gli Jupiter secondo me qua hanno voluto fare una mossa per prendere la sprovvista agli avversari, e invece... Ha messo anche loro il Semino, ok? Questa cosa non l'ho capita sinceramente. No, neanch'io.
vanno con Simeone entrambe le parti, però ti effettivamente. dico, secondo me gli Jupiter volevano prevedere una mossa dei Miracle e prenderli alla sprovvista, ma che poi alla fine della fiera non c'è stata come mossa. Perché sennò non si spiega. È possibile, forse si aspettavano un cambio di comp e appunto l'hanno fatto anche loro, ma in realtà questo cambio di comp non c'è stato. Semino diciamo che va anche bene per, come ha fatto in questo caso, andare a bloccare gli spot di Mura, Sì. ma anche per andare a tappare i cespuglietti che comunque appunto servono poi uno per nascondersi e due per Certo. lo stesso avversario per avere lo scudo, ecco. Vedi anche lì, gli interrompe il collegamento, ecco di nuovo, vedi che gli sta proprio, c'è uno spam così di ulti, penso che Sì, sia sì, sì. volutamente per andare a tappargli i cespugli. Sì, no, chiaro, Vediamo un chiaro, chiaro, attimino. assolutamente. Diciamo C'erano momenti che... più in entrambe le situazioni, cioè entrambi, da entrambe le parti adesso, non ce l'abbiamo più lane come prima, quindi anche Semino si è Attenzione. spostato lane. Attenzione perché qui gli Jupiter vanno a prendere un buon vantaggio. Non sarà facile recuperare adesso per i Miracle. Qui a Jago forse riesce, no, non riesce a killare Se lì il push Giant. intelligente, dovrebbero riuscire a fare ancora quelle 3 stelline. Sì. Gli manca veramente poco, No, però sì. Però boh, cioè magari un push sono comunque finale due fatto kill. bene. Qui a Jago va a No, fare no, un'altra no, no, qua kill. chiudono gli Jupiter. Sono stati molto bravi e soprattutto qua veramente le comp sarebbero da segnare su foglio perché sono comp anche un pochettino insolite. Questa canappa che non so francamente mai come No, giocare. nemmeno E io. loro qua c'è sicuramente. Anzi, questa qui me la segno, signor Gigi. Qua Vai. prendo appunti Prendo e mi appunti. segno il semino. Poi, ovviamente, ragazzi, sono comunque sia delle comp che utilizzano ad altissimi livelli. Però, insomma, secondo me qua, per chi come me magari non sa tanto chi utilizzare in questa mappa, hanno mostrato sicuramente una bella comp. Sì, tra l'altro gli Jupiter questa qui in ricercati l'hanno dominata, eh. Hanno fatto decisamente più danni, hanno fatto più del quadruplo delle Eh kill. sì, infatti. E qua hanno dominato, E ragazzi. Gli Jupiter anche non c'è stata sì, proprio storia. tutto. No, qua sono stati molto più forti gli Jupiter, ma diciamo che per adesso in generale li stiamo vedendo un pochettino più forti su tutta quanta. Ecco qua, abbiamo Falcone, giusto? Sì, Falcone. Chi è questo tipo? Ah, ok, Bonkoff, Lani. l'MVP di oggi della partita, cioè di oggi, Ok. l'MVP tra gli Jupiter e gli SK Miracle che hanno giocato. Sì, guarda, con Pav e Mr. P. Sì, ha praticamente utilizzato solo Pam e Mr. P. Ha giocato bene, si è sparato 13 kill. E l'11 cosa sono, signor Gigi? Oddio, quell'11 lì... Lo sai che non Sono le lo... ultime caricate? Sì, ah, mi sa di sì, mi sa le ulti caricate a questo punto. Vabbè, che le ulti caricate stanno un po' anche a significare la precisione del giocatore, no? Perché comunque la ulti la carichi solo colpendo gli avversari, quindi caricando tutte le ulti Sì, vuol dire che è è stato molto possibile. preciso. Sì, è possibile anche quello. Sì, e poi hai un rapporto di quante kill sono Esatto. state fatte effettivamente. Se hai solamente tirato o hai anche fatto del danno. Assolutamente sì. Allora, Allora, adesso contro i B-Boy. Jupiter subito contro i B-Boy. Che ci dirà molto come partita. Perché siamo certi che non andremo a vedere una sorta di mini finalina. Perché solitamente ci divertiamo a vedere. Magari un team batte l'altro team. Il terzo team batte il team che aveva già perso. E magari c'è una mini finalina. Invece questa volta. No, ma aspetta. Perché? Ah, Ah, avevo ok, hanno sbagliato? fatto un cambio Ok. grafico, ok. Non C'è sta... capivo. Hanno fatto un piccolo cambio grafico. Questi qua dovrebbero essere i player. Abbiamo. E niente, me ne hanno tolti. Adesso andiamo a vedere direttamente in game. Ok. Allora, qua. No, queste Questo sono è un anche replay, qualifiche. quello che Sì, ho fatto sì. vedere anche prima, sì. Sì, sono No, qualifiche nuove. andiamo a vedere effettivamente questi boy di cui abbiamo già parlato anche inizio live come si comporteranno. Sì, Poi li diciamo che vediamo. i B-Boy non sono stati sempre continui in queste finali della Brawl Stars Championship. Diciamo che ogni tanto si qualificavano, ogni tanto no.
Però ultimamente, devo dire la verità, si sono qualificati spesso e volentieri. Quindi vediamo un attimo se riusciranno loro a mettere in difficoltà gli Jupiter, che devo dire la verità sono davvero molto, 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 molto in forma. Eh sì, li ho visti molto bene. Hanno avuto giusto qualche difficoltà durante la Siege, ma poi per il resto hanno giocato veramente alla grande. Guarda lì col cappello di Nita, invidia il cappello di Nita. Guarda, io lo voglio troppo quel cappello. Che bello troppo. Il cappello di Nita. E niente, signor Gigi, vediamo un pochettino. Sicuramente gli Jupiter hanno giocato bene, ma vediamo questi B-Boy come si comportano. Abbiamo anche il buon Woody, un saluto sì. al caster estero. E insomma, vediamo un pochettino quali sono le mappe, quali sono i ban, quali sono le comp, signor Gigi. Io sono curioso di Energetic, perché allora ricordiamo che nello scorso match non parlavamo di Jelinda Energetic perché sono stati bannati fondamentalmente, quindi non li potevamo vedere. Adesso vediamo un attimo la loro scelta, perché probabilmente vedremo gli stessi bannati. Semino e Surge. Semino Allora, dipende molto anche dalle mappe, perché io credo che comunque i giocatori conoscano già le mappe che poi ci saranno. Cioè, non penso che loro non sappiano le mappe. Quindi, vediamo poi che mappe ci sono e capiremo effettivamente questo ban di Semino, perché probabilmente ci sono più... già okay, pit stop. Ok, facciamo subito con pit stop. Ma, oddio, sai cos'è la cosa sulla quale stavo ragionando? Che effettivamente Semino lo nerfano, fanno dei cambiamenti, bilanciamenti... Ma resta comunque sempre un brawler pericoloso. Cioè, io penso che sia proprio un brawler forte per come è il suo concept. Sì, no, ormai è quello che... Cioè, ormai è quello che abbiamo imparato, no? Nel senso, l'hanno nerfato la prima volta dimezzandolo del 50% statisticamente parlando. Adesso lo continuano a fare niente. Entrambi con il jump di Gale. Preparatevi perché Jelindo... Preparatevi perché Jelindo lo vedremo ovunque. Queste qua sono le tecniche oramai con Gale, che veramente porta sempre il gioco avanti. Guarda, addirittura una ulti per andare sulla jump, per riuscire a hittare. Ragazzi, preparatevi, ragazzi, perché Gelindo... Ma lo vedremo ovunque, secondo me. Lo vedremo ovunque, in ogni modalità e in ogni mappa. Notare che comunque siano stati utilizzati due gadget subito da parte dei B-Boy. Ben due gadget subito, perché hanno pensato poi praticamente la loro ulti. Ma con Kotsu non riesce neanche ad avvicinarsi per poter fare quello che hanno fatto i B-Boy, perché è stata una mossa che secondo me ha preso molto in contropiede gli avversari. Sì, li ha messi bene in difficoltà e più che altro hanno fatto veramente un gran quantitativo di danni. E ancora sulla cassa. Diciamo che sta difendendo veramente al meglio con Gale, il player degli Jupiter, però effettivamente, guarda, addirittura di nuovo ulti per jump. Questa è una cosa curiosa comunque. Sì, cioè proprio della serie, io devo andare a hittare. Sì, proprio è una cosa assurda, però con l'aiuto anche di Barley. Mamma mia, che combo. I B-Boy ultimamente stanno veramente prendendo un sacco piede. Ma allora ti dico, oltre ad aver fatto quella mossa all'inizio di Gale, secondo me un'altra cosa fondamentale è stato il lanciatore Bombardino, che non ha mai fatto muovere Brock. Sì, diciamo che Bombardino ha giocato molto bene, perché si è riuscito sempre a difendere e comunque a fare sempre quel hit in più sulla cassa. Sì. E quindi insomma avevano da gestire, gli Jupiter si sono trovati a gestire in push sempre sia Barley che Daryl, nel senso, poi effettivamente dire lascio la difesa più scoperta e cerco il push, comunque sia non è un'opzione giusta, perché vedi che effettivamente sono due brawler che fa molto danno. Cerca di tirarlo giù altrettanto, perché è un thrower, quindi sfrutta gli spot di Mura. Cioè, non mi sarei voluto trovare io nella loro situazione. Veramente una difesa molto difficile da fare. E sicuramente l'inizio match ha deciso. Devo dire che i B-Boy l'avevano studiata talmente tanto al dettaglio che se qualcosa fosse andato storto, non ce l'avrebbero fatta. Lo vuoi vedere che è un po' più indietro? Ha piazzato di nuovo la stessa jump. Ma un po' più indietro, vediamo se basta.
Sì, basta, ok. No, no, basta, basta, basta. Eh sì, no, beh, lì non sbagliano, Gigi. Non sbagliano, non mi sbagliano la casellina. No. Non sbagliano. Però è leggermente più dietro rispetto a prima. Secondo me era più precisa prima perché le avvicinava subito in cassa, No, non so effettivamente se questa cosa sia stata, cioè, è dovuta da una scelta proprio di piazzarla diversamente e quindi, insomma, non fare trovare la solita cosa al difensore. O se per una difficoltà all'inizio, perché ovviamente avendo Barley e Jupiter hanno jumpato e gli hanno subito spammato dei colpi di Barley lì. Qua Daryl rimane un pochettino più libero e fa dei bei danni. Guardi, viene jumpato. Per tornare. Anche qua tanta roba. No, no, ma però... è stato buttato dal Gale lì sopra, Non era voluto. Gale? Sì, non era voluto. Ah, ok. Allora ho visto male. Io pensavo che fosse un modo per rientrare da parte del Daryl. Addirittura pusha Gale. Pushano tutti. No, 36 di vita, GG. 36 di vita, vabbè, qua è... No. Perfect. Ma qua ci basterà ulti. Ah. Attenzione, mamma mia. Mamma mia, i B-Boy come l'hanno preparata questa mappa, ragazzi. Qua l'hanno proprio preparata, ragazzi. Cioè, c'è poco da fare. Io non capisco perché gli Jupiter, dopo aver visto la prima partita da parte di B-Boy, non hanno provato a fare una cosa simile o a cercare un attimino di contrastarlo. Perché hanno giocato, a parte il cambio in cui hanno messo al posto di Maxine il bombardino, non hanno fatto niente per provare a contrastare questa strategia. Ma poi notare anche come Pit Stop sia stata utilizzata con una comp completamente diversa a quella a cui siamo abituati. Guarda i B-Boy, guarda le statistiche dei B-Boy, signor G. Sì, no, dov'altra la metà. Tutti quanti fatti, quindi praticamente già solo sulla cassa hanno fatto un terzo in più. E il doppio delle kill da parte dei Jupiter. No, il triplo delle kill addirittura da parte degli Jupiter e il doppio dei danni da parte degli Jupiter. Però... diciamo che... questo perché hanno fatto la difesa, non per altro. Ah, ecco perché hanno bannato Semino. Guarda un po' che mappa c'è di Bro Ball. Questa ci vedo un Frank. Un Frank, ma anche qua prendo punti, signor Gigi. Qua prendo punti perché quella comp di prima mi è piaciuta parecchio e merita un approfondimento. Sì, assolutamente. Vediamo un pochettino che cosa combinano qua, però qua il franchettino ce lo potrei anche dire, anche se è completamente fuori dal meta, ma mi piacerebbe avere quella perlina, no? Quella chicchetta che abbiamo visto anche in altre competizioni. Non so se lei coglie la mia frecciatina, signor Gigi. No, aspetta, quale? Ah, ok. Signor Gigi, non mi caschi su queste cose, per favore. Lei non mi dica che non si ricorda del Frank che in una competizione ci ha fatto particolarmente tribulare. Un getto Frank firmato OS. Mannaggia. No, Frank non lo vediamo. No. Abbiamo un Jean Grabber sicuramente buono per la rottura. Ma guarda un po', cioè, a parte il bombardino, due comp completamente diverse, ma anche per lo stile di gioco. Il Bo completamente diverso da Eugenio, Mr. P completamente diversa da Maxine. Sì, beh, allora abbiamo gli Jupiter di nuovo con il Mr. P d'ordinanza, che abbiamo capito che è nelle loro corde. E il Barley c'è da entrambe le parti e infatti c'è un bel fight dietro a Barley e... per quanto riguarda il mid, io francamente ci vedo un pochettino di più Jin, perché mi piace la rottura con il grab in questa mappa. Però diciamo che però la Maxine sta dando veramente fastidio soprattutto a Mr. P, Sì, tira giù anche il grabber adesso e qua il thrower si trova da solo, però se la giostra veramente benissimo, bella la difesa anche, molto molto bella la parata. Io sarei stato un po' molto, più aggressivo fossi stato nei B-Boy, perché era soltanto il bombardino, secondo me il Bo riusciva anche ad entrare con tutta la palla, ti dirò. O comunque riusciva a passarla. Quando sei 3-1 devi secondo me potevi già dare un po' di più. Anche perché guarda qui, stanno già ribaltando la situazione. Però appunto non azzardando hanno mantenuto un controllo, questo anche non è tutto... Però guarda, perché gli Jupiter nel risalire hanno cambiato lane. Mr. P sta mettendo in difficoltà il bombardino. Il bombardino sta counterando Maxine di là. Guarda che il controllo se ne va via, allora, per i B-Boy. Qua ho un errore per quanto riguarda il Gene degli Jupiter. Non riesce a stannare correttamente il C4, cosa che invece fa il Mr. P. Gestita bene dal Barley, che dovrebbe far chiudere la kill su Max. Infatti arriva. E effettivamente vediamo se
Questo potrebbe essere l'occasione giusta per Jupiter per riprendere vantaggio anche banalmente per il controllo della, sì, sì, della mappa. Della mappa. Ecco lì, Grab ce l'ha. Non riesce. Non lo tenta. Era un po' perdato. Prova adesso con il Bo. Vediamo un po'. No, non lo fa. Non lo fa. Non lo mira neanche. Cioè, non lo usa neanche. Cioè, non ci pensa proprio. Non ci prova. Si sta tenendo la ulti per adesso e tra 10 secondi. È possibile. È possibile, come dice lei. È possibile, sì. Vediamo un attimino. Forse vogliono appunto aspettarlo time, usare il grave per riprendere il vantaggio. Bisogna capire. Anche banalmente cosa. Per tirare, eh. No, è possibile che voglia tirare, però... Cavolo, è un grab che ti può far andare 3v2, non lo usi? Alla star power che gli dà, che gli aumenta il danno, però è quello sì. Da considerare. Probabile, sì, probabilmente anche per quello. Arriva il Bo, non ha la ulti, può provare il tiro, ma niente. Guarda, adesso mi ripartono in Jupiter, ora o mai più, ragazzi. E qua devono per forza fare gol. Hanno una bella occasione. Sicuramente la torretta di Mr. P arriva subito. E qua potrebbe avvicinarsi per un tiro. Non lo fa, no, non ci riescono. Ah, no, ha usato il grab. Il passaggio lì può essere risolutivo. E bravissima la gestione del Mr. P. E qua chiude. Mamma qua mia. Chiude pulitissimo. Bravi. Qua chiude pulitissimo. Bellissimo, ragazzi. Questa partita è davvero molto, molto, molto bella, signori. Molto bella, dopo aver visto un dominio in rapina da parte dei B-Boy, qui vediamo un match molto più equilibrato. Adesso sono curioso di vedere se c'è qualche cambio, perché in realtà abbiamo visto belle cose da una parte e dall'altra, nel senso che le due comp alla fine si sono rilevate sia... cioè, non che nessuna counterava l'altra, diciamo, cioè riuscivano a giocare entrambi, alla fine l'hanno spangata di Jupiter. Assolutamente. No, sì. Adesso sono curioso veramente di vedere come prosegue, anche perché la situazione sino a Gigi non è molto diversa da quella da prima, cioè no. di prima. Abbiamo il primo set vinto dai B-Boy, ma il secondo set in vantaggio per l'altro team, per Jupiter, quindi nuovo non abbiamo nulla di che si avvicina allo schiacciante per il momento, nessuna delle gare. Vero, assolutamente, ma... Non lo so, cioè adesso sinceramente non mi aspetto dei cambi da parte di Jupiter, perché comunque alla fine sei andato in vantaggio e vinto. Però non so neanche se cambiare qualcosa fossi nei B-Boy, perché alla fine hai rischiato di segnare un paio di volte. La cosa che mi fa un po' storcere il naso è che ancora non abbiamo visto un doppio tank pocio. Io penso che in questa mappa il doppio tank pocio lo debbano utilizzare, signori. Che fai, te ne privi? No, tutte le comp che abbiamo visto fino adesso sono tutte quante lontane da qualsiasi cosa di ordinario. Sì. E infatti non... Ma gli asiatici sono così. Gli asiatici sono così e vanno a mettere Gale, gli Jupiter, e ci sta. Ma mi aveva anche detto, signor Gigi, che lei ha un particolarmente affezionato agli asiatici, perché gli offrono sempre un bello spettacolo, e mi posso solamente trovare d'accordo con lei, perché... Posso dire apertamente che gli asiatici sono i miei preferiti, perché fanno sempre partite davvero davvero molto particolari e interessanti. Perché sai, allora, l'Europa è quella più competitiva secondo me, nel senso che, sai, faccio sempre l'esempio del classicismo. Cioè noi europei siamo classicisti, cioè c'è poco da fare, quindi si vince con questo, usiamo questo, punto. Mentre gli asiatici sono un po' a metà, nel senso che utilizzano quello per cui si può vincere e cercano però di inventarsi qualcosa per sorprendere l'avversario, per prendergli la sprovvista. Sono più creativi, signor Gigi. Sono più creativi, assolutamente. Però effettivamente è proprio come dice lei, nel senso... stiamo vedendo delle comp molto diverse anche forse dallo stile di gioco, cioè proprio anche al di là del competitivo, proprio i giocatori si sono sviluppati in un'altra maniera. Comunque arriva il gol. Ma Sina, tra l'altro, non so se hai visto, ha tirato con 200 di vita un secondo prima di morire. Cioè, è riuscito a fare questo gol a Ciapi, clamoroso. Qua addirittura c'è un bel vantaggio. No! Che fa? Prova un jump, una difesa in jump difficilissima. Aveva rischiato tantissimo. Hanno deciso comunque addirittura per mettere Gelindo di togliere il bombardino.
Eh sì, e questa cosa qua non so quanto sia stata una buona scelta, eh. No, Sì, no, Gelind è no. forte, ma Bombardino. Ma io probabilmente a quel punto avrei provato a togliere un Mr. P, ti dico la verità. Guarda qui che bel grab da parte di... Oddio, forse riesce... No! La prende al pelo, Mr. P. Potrebbe Sì, di essere il gol. pochissimo. Ma qui i B-Boy hanno avuto il controllo, L'ho visto anche di recente in un video rilasciato ufficialmente dal canale di Brawl Stars, che insomma è veramente. Oh, eh. No, qui non fanno in tempo. I B-Boy, attenzione perché rimettono la palla al centro per quanto riguarda Foot Brawl. infatti. GG, vedi che torno in una situazione di parità. Comunque dicevo, signor GG, lei ha visto il video del buon Barley in questi Sì, giorni? l'ho visto, l'ho visto. Cioè, È roba pazzesca. è veramente bello. Assolutamente sì. Ok. Attenzione. No, scusi, mi hanno sorpreso durante il corso della partitozza, perché insomma ci hanno fatto quindi un pareggio. Sì, uno pari, quindi i B-Boy rimettono, come stavo dicendo prima, la palla al centro. Per quanto riguarda Foot Brawl, hanno la possibilità di portarsi, per quanto Sensi. riguarda i 7, sul 2-0. Attenzione. Attenzione, perché qui di Jupiter... Ah, ribadisco, secondo me Gerindo in un momento come questo puoi usarlo ovunque. Cioè, lo puoi veramente utilizzare sempre e comunque. Però, non lo so, togliere Bombardino... Non è stata secondo me una scelta top. Infatti, in questo momento forse lei lo saprà, io durante le mie live faccio sempre, organizzo periodicamente dei push settimanali di un solo brawler. Ok. E tra i prossimi candidati c'è proprio Gelindo, perché lo stanno pushando tantissimi ragazzi. Ci credo. Se non sapete che brawler pushare, avete Gelindo con la Star Power, perché la Star Power comunque è molto È importante per questo fondamentale. brawler. Mamma mia, quante cose potete fare, ragazzi. Comunque sono partiti, signor Gigi. Sì, sono D'accordo. partiti e vediamo nuovamente Bombardino. Ora, Guardino. secondo me, fino adesso la differenza la sta facendo quella Maxina che countera Mr. P. Quindi io non capisco perché non stiano ancora cambiando lane a Pancozzu. Non Guarda lo di so. nuovo un 3-1. Perché quella ulti se... Ah, ok, lo bloccano subito appena uscito. Ok. E qua mantengono un bel controllo. Sì, no, Cavolo. ma... Ah, qui c'è stato un altro errore da parte degli Jupiter, secondo me, nella scelta delle comp, perché tu non puoi tenere un Mr. P. Guarda! Continua imperterrito a mettersi nella lane di Maxine, ma perché? No, ma più che altro è un atteggiamento che sto vedendo non solo da parte dei giocatori del team, ma proprio dei giocatori, perché è questo Guarda! Ponku. Adesso non so pronunciare il nome corretto. Pancozzu. Ponkotsu è lui che continua a utilizzare Mr. P. Sicuramente un ottimo player con questo brawler. Però qua veramente se le sono andate Ma a prendere il guarda, blu, diventa anche poi prevedibile. io ti dico proprio per la situazione di cui ti dicevo prima che mi diverto più a studiare quasi la mentalità dei giocatori. Io mi accorgo che tante volte i giocatori, se si allenano in un modo, cascasse il mondo, devono finire quel determinato match in quel modo. Quindi in questo frangente, secondo me, loro si sono allenati con Mr. P su quella lane. Qualsiasi cosa Boh, poteva vado avanti, accadere, Mr. P. usano Mr. P su quella lane. Secondo me il team forte è il team elastico mentalmente che nel momento in cui ti counterano nella prima partita, pum, ci vai a mettere una pezza. Ti dico, in Europa ci sono dei team che lo fanno, ma non è che lo fanno in maniera particolare. Della serie in Europa solitamente se si perde il primo set, se si perde il primo game, si va a copiare la comp. Cioè non è che provi a counterarla, la copi direttamente. Invece, tante altre volte ci si fissa con quella determinata comp anche se si perde. Mentre in Asia lo vedo sempre, spesso e volentieri che, boom, si va con quella comp, ci siamo allenati così, vogliamo sorprenderli così e si No, continua. perché loro magari dicono possiamo performare al meglio così, Sì, certo. anche se cambiare la scelta migliore, poi effettivamente noi performiamo al massimo con quella comp. Certo. Ma è una cosa che va tanto anche in base al giocatore, secondo me, cioè Sì. dipende il player effettivamente come se la sente in quel momento. Comunque, Gigi, qua siamo in arco doppio, mappa bellissima, mappa Bella, arco doppio. storica, È la mia arma preferita. Sì, è la mia arma. È la mia un mappa arco, quindi preferita. un'arma, è Sì, no, corretto, ha perché ragione comunque, signor l'arco è Gigi. Lei ha un'arma. ragione comunque.
è la mia mappa preferita per quanto riguarda Gem. Cioè, proprio la adoro. E stranamente stiamo vedendo una comp classica per quanto riguarda Arco Doppio. No, più che altro mi spiace che Ponkutsu l'ha messo in castigo e l'ha tolto Mr. P. L'ha dato alla... Mi ha detto, no, basta. Ponkutsu in castigo. L'hanno sgridato. E... No, 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 comunque sia la comp è speculare. E quindi, sì, insomma, sicuramente qua, ragazzi, Arco Doppio si gioca così. L'hanno proprio messo nero su bianco. Sì, sì, sì. E... sì, ma... Signor Gigi, cosa l'ho detto inizio live? Mr. P è una roba imbarazzante in questo momento. Sì, sì. Hashtag nerfate Mr. P. E... Sì, no, Mr. Perché... P è davvero devastante. C'è poco da fare. C'è davvero poco da fare. Cioè, in questa mappa prima... C'era un brawler che dominava come mid, che era Eugenio. Eugenio in questa mappa lo utilizzavi. Sì, ma anche per dire, no, per dire un Pocho, qua è un ottimo mid. Anche sì. Jin è sicuramente un grabber ed è un'ottima alternativa. Però se si utilizza già come grabber Tara, molti utilizzano anche doppio grabber, sì, e combo, e hanno con la torretta la possibilità di caricarsi grab. Però Mr. B è talmente forte che va a sostituire comunque certi ruoli che non, secondo me non sarebbero i suoi. Ma anche per esempio la stessa Piper in questa mappa ogni tanto si utilizza, perché tu poi con la ulti vai a spaccare quelli che sono i muretti centrali. Soprattutto adesso che combo puoi farlo con il secondo gadget, col nuovo gadget. Però ormai Mr. P è totale. Cioè Mr. P è davvero 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 totale. No, no, se la gioca. Poi più che altro, cioè, comunque è un brawler che conta ancora su delle buone statistiche, quindi non gli manca veramente nulla. Non gli manca veramente nulla. Assolutamente. Arrivano alla vittoria qua per Jupiter. Hanno giocato in maniera molto pulita, anche se appunto Mr. P non usava Ponkutsu, giusto? Io non ce la farò mai. Sì, sì, hanno messo in punizione Ponkutsu, come stai dicendo tu. In punizione. No, però hanno fatto una bella partita qua, mi è piaciuta. Sì. E sì, il vantaggio è meritatissimo. Tra le altre cose, ragazzi, io durante... Ora, perché con le partite siamo iniziati subito, gli asiatici ci prendono talmente tanto che uno non inizia a parlare, ma ovviamente in descrizione trovate il canale del signor Ferre, innanzitutto, per altri contenuti di Brawl. Quindi attenzione in descrizione. E poi soprattutto, ragazzi, io stavo vedendo i like, li stavo monitorando, mancano pochissimi like e 2000 mi piace, quindi mi raccomando, ragazzuoli, se non avete lasciato like... È il momento. Allora diciamola tutta, arriviamo a 3000, esatto. Arriviamo a 3000 direttamente. Cioè, non stiamo neanche fermarci lì su 2000, ragazzi. Andiamo sicuramente al prossimo step, ok? Esatto. Passiamo direttamente al prossimo scalino, diciamo così. Comunque, ho visto anche dalla chat che ci sono un sacco di supporter. C'è qualcuno che si è abbonato. Noi mandiamo un saluto a tutti. Sì, sì, sì. Un saluto ai nuovi abbonati. Qui, però, ragazzi, dobbiamo essere professional per una competizione. Importante come la championship, che se lo merita, insomma. Cioè, io vi ricordo solo che quando il tempo lo permette, perché allora qui a Roma fanno 40 gradi. Ora non so da lei, signor Ferre, ma qui fanno quasi 40 gradi ogni 39,9. giorno. 39,9. Ok. Quindi diciamo che con la giacca era un po' improponibile, ma io vi ricordo solamente la championship si fa con giacca, magliettina, sì, insomma. Io questa mattina sono arrivato e l'ho detto, signor Gigi, giacchetta, no, signor Ferre, va bene. No, oggi va bene magliettina, e ci sta. Comunque, qui con le stesse comp di prima, perché hanno nuovamente scritto, come hai detto tu prima, nero su bianco che si gioca così, stesse comp ma dominio dei B-Boy. Esatto, stesse combo ma risultato diverso, ed è una cosa molto insolita, ragazzi. Qua hanno giocato in un'altra maniera, cioè la comp era la stessa, ma 112 oltretutto, notare il 112 ricorrente. Un saluto a Mr. DLS. Lei la sa la leggenda la del so, 112. La so. 8 di Brawl Stars, ok, va bene. No, mi raccomando, ragazzi, state sempre attenti quando giocate a Brawl Stars, perché può apparire un 112 ovunque. Voi tenetevi a mente il 112 e capirete che quel numero è veramente ricorrente su questo gioco. E forse a livello matematico c'è anche una spiegazione, oltretutto, però... Sì, vabbè, i danni magari dei brawler, eccetera. Comunque, no, infatti. Attenzione, perché allora gli Jupiter per la seconda volta di fila vanno a vincere il primo game di un determinato set, nel caso precedente parliamo di Foot Brawl, in questo caso parliamo invece di Gem. Ma poi vanno incredibilmente a perdere il secondo game.
E quindi qui i big boy vanno sul match point, ragazzi. E qui ha del clamoroso, perché in caso di vittoria dei big boy per 3-0, vanno a giocarsi la terza partita contro gli SK Miracle, che hanno perso precedentemente 3-0 con gli Jupiter. Ora, signor Ferri, io non vorrei tirarla e non vorrei dire nulla. Si fa poi differenza 7 in caso di... No, con Nemos una volta ci è capitato che hanno dovuto rigiocare, praticamente... per andare a togliere lo spareggio. È successo una volta in tutta la storia di Brawl Stars e della Championship in America, nella parte americana, che i tre team si erano sconfitti nella stessa con gli stessi set vinti, set persi, sì, 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 eccetera. Quindi nel caso in cui ci fosse un 3-0 dei B-Boy e subito dopo, anche se qui la vedo davvero molto difficile perché i B-Boy si stanno dimostrando un team assoluto e non credo che vadano a perdere 3-0 con gli SK Miracle, ma tutto su Brawl Stars può accadere. Possiamo ammirare poi altri match degli asiatici, che però non è che ci dovremmo rigiocare tutti i set. Ora non so, ma se hanno noi cambiato. Noi siamo pro spettacolo, quindi se succede, assolutamente Gigi, sì, per me non è un problema. Ti dico che l'altra volta è stato un po' più prenderci alla sprovvista, perché neanche Supercell sapeva come effettivamente andare a giocare. Quindi tipo siamo rimasti 20-25 minuti così, senza sapere cosa sarebbe successo, perché non si sapeva, non era mai successo, e quindi tecnicamente se succede come l'altra volta dovrebbero andarsi a giocare un unico set. Su l'altra volta hanno giocato su Football, questa volta non so dove se lo andranno a giocare, se appunto su, di nuovo su Football o su altre modalità, però un singolo set, quindi al meglio delle tre e via. Però qui attenzione, perché se dovessero vincere gli Jupiter... Qua Jupiter stanno portando a casa, sì, la vittoria, qua è quasi garantita, l'ho gufata. Attenzione, sì, perché... Ah, no, Tara viene fatta fuori, attenzione. Non ho più la possibilità di grabbare, è vinta. Ebbene sì. Signor Gigi, con questo dovremmo essere sui... 2-1, giusto? 2-1 per i set, per il set dei B-Boy, quindi siamo sempre in vantaggio per quanto riguarda i B-Boy, ma gli Jupiter hanno completamente tolto la possibilità a quello che stavo spiegando io poco fa, perché adesso non c'è più situazione di pareggio e niente. Dai, diciamo che alla fine della fiera hanno fatto un po' per uno, nel senso prima partita dominata dagli Jupiter, seconda partita dominata dai B-Boy, terza partita dominata dagli Jupiter, quindi qui anche c'è, anche a livello di statistica ha preso qualche gemma in più, sì, hanno fatto comunque qualche danno in più, quindi comunque è stato poi di conseguenza risultato, si stava. No, sì, ci okay. Stava assolutamente. 2-1, vediamo un pochettino cosa ci combinano adesso. Non mi ricordo in modalità... Ah, eccolo, ricercati, attenzione. Sì, questo qui è arena stratificata. Attenzione. Allora, questa qua è una mappa che d'ordinanza si gioca con Brock, Tick e Piper. Mr. P sicuramente ci sarà. Sì, diciamo che prima di gadget Piper, Brock e Tick e basta, cioè veramente solo loro. Però ti dico che da quando sono usciti i gadget, e soprattutto c'è Semino... Anche con i gadget ho visto che poi hanno continuato a usarla in molti, eh. Eh sì, però diciamo che qui nella Championship ogni tanto si vedeva anche il Pocio doppio tank, spesso e volentieri. Ok. Ma okay, poi... Sì, l'ho visto anche. Sì. Ha preso molto piede anche il discorso di Mr. P. Mr. P si vede tantissimo, per non parlare di Semino, anche se tanto poi Semino bene o male veniva sempre bannato. Guarda un po' Gelindo, sì. E guarda di là, di là l'hanno riutilizzato, incredibile. Di là hanno tenuto esattamente la comp che dicevo io. Sì. Però appunto, come dice lei, signor Gigi, l'introduzione di gadget ha portato delle varianti. Sì. Però secondo me il bello di arena stratificata... qua usa anche il gadget Piper per andare a hittare. Il bello di arena stratificata, a parere mio, è che è una mappa che è un po' senza tempo. Cioè mantiene comunque quelle comp... Cioè mantiene comp come questa che ho detto io, che insomma sono comp vecchie comunque effettivamente. Questa, però, allora, la comp infatti... che usano i B-Boy penso sia una delle comp più vecchie del competitive di Brawl Stars. Esatto, proprio quello che... Però ci sono anche spazi per comp più moderne, come quella con Gale subito sotto, che effettivamente Gale va a sostituire un thrower, quindi insomma, si tolgono...
No, ti dico, Brock, il posto qui nel... in questa mappa non l'ha mai perso, perché con l'aggiunta di gadget il suo gadget è perfetto per questa mappa, perché tu salti da una parte all'altra, ti permetti di proteggerti, di pushare, eccetera. Mentre invece agli inizi, che il gadget di Piper, insomma, non è che fosse tutta sta gran cosa, era stata un po' spodestata, come un po' Tick era stato spodestato da Semino. Quindi diciamo che c'è stato quel periodo un po' di transizione, che però poi ha riportato in auge questa comp dopo il potenziamento di Piper con il gadget, dopo che comunque Tick veniva utilizzato perché tanto Semino veniva bannato, anche perché io ricordo Semino qui è stato bannato, è vero, anche quello, secondo me anche quello, anche Semino l'avremmo visto. Attenzione, Bella, bella, non, quella non riesce. Non è riuscito, però l'intenzione era molto molto buona, sicuramente da rischiarsela in una situazione di svantaggio. Guardi, innanzitutto ha vinto appunto di nuovo. Hanno vinto, ha vinto i B-Boy. La comp che abbiamo appunto parlato, una delle comp più vecchie. Sì. Però Brock, appunto, come diceva lei, è un ottimo brawler da quando ha il gadget, perché ha un paio di spot dove veramente può fare dei jump unici, pazzeschi, sì. Anche di ritorno sulla destra dove c'è il laghetto, si può far jumpare lì e praticamente può effettivamente jumpare e tornare letteralmente in spawn. Adesso vediamo un attimino se conferma. Sì, sì, no, allora, Brock secondo me è il... Intanto stavo vedendo che stanno avendo problemi tecnici. Si è spento Trick. Sì, no, no, ma poi a un certo punto si è visto Falcone fermo, vabbè. Comunque, a parte quello, diciamo che Brock probabilmente è l'unico brawler che davvero confermeranno sempre comunque in questa mappa, perché il gadget, il tipo di brawler è tutto perfetto per questa mappa. Sono curioso di vedere un attimo gli Jupiter cosa andranno a cambiare, perché secondo me si sono un po' pentiti di Gale. Quindi probabilmente i B-Boy continueranno con quella comp e forse gli Jupiter gliela andranno a copiare e quindi andranno a mettere semplicemente un Tick al posto di Gale, cosa che comunque potrebbe starci, considerando il fatto che comunque, raga, ribadisco che Semino è stato bannato, anche Energetic, perché secondo me Energetic è buono in questa mappa, Sì, no, è molto buono sicuramente per il suo colpo che gli permette letteralmente di andare a colpire dietro i muri. Però un troverino ci sta, soprattutto come Tick, che ha tutta quella gittata, e qua veramente worka tantissimo. No, no, esatto. Quindi diciamo che sono un po', per via di questi ban, abbastanza costretti ad utilizzare determinate comp. Però, chi lo sa, perché anche un Eugenio, una Bibi con il sempre con Poce, cioè magari una Jackie. Non lo so, mi sta sorprendendo questa cosa di non aver visto ancora una Jackie. Evidentemente l'ultimo nerf è stato davvero pesante. Jackie secondo me ha patito veramente tanto l'ultimo nerf. Sì, l'hanno tirata un pochettino troppo via. Però... No, però ci voleva, perché Jackie c'è stato un momento in cui veramente veniva utilizzato. Comunque non la bannavano perché era facile da usare. E guarda un po', mettono Tick... E mi vanno completamente a smentire, perché l'unico che hanno tolto è stato Brock. Sì, vanno a togliere Brock. Secondo praticamente... me, non lo so. Quello che faceva Brock, secondo loro, lo fa comunque Gelindo. E quindi aggiungono un Tick. Ok. Però ti dirò... Boh... Non lo so, vediamo. Lo scopriamo subito. Secondo me Brock resta un'alternativa tra le migliori. Gale segue un po' troppo la tendenza, segue un po' troppo il meta momentaneo, però Brock effettivamente qua è un gran brawler. Adesso vediamo cosa combinano. Poi ovviamente, ragazzi, qua ci sono i player che giocano, ma bisogna poi capire effettivamente il brawler. Hai visto come ha usato il gadget? Gran kill. Dietro il palazzo, pazzesco. Ovviamente, ragazzi, e di nuovo, ragazzi, Piper con questo gadget è diventata davvero una cosa pazzesca. Ma infatti, secondo me, molti dicono: ma è un gadget per colpire in qualsiasi momento. No, è il contrario, secondo me è un gadget per colpire nel competitive. Perché colpire una volta con Piper, sì, può tornare utile nelle partite, ma la differenza la fate quando porta la kill, come in questo caso. Certo, ovvio. Cioè, devi utilizzarlo al momento giusto, ma un po' come tutti i gadget, fondamentalmente. Cioè, così.
Attenzione, signori. Ah, tick sicuramente gli sta permettendo di avere un po' più di stabilità, quindi diciamo che il tick siamo tutti d'accordo con la tick è la scelta necessaria per questo mappa. Ma qui si sono chiusi un po' troppo, sono andati molto facilmente a andarli a killare. Non so effettivamente cosa possono fare. Attenzione qua, rischio, non va giù Gale. Va giù, ma neanche il Brock. A Jago non so di quanto abbia lisciato quel Brock. Lo stava per prendere, avrebbe pareggiato. E invece i B-Boy si vanno a portare questo match a casa contro gli Jupiter. Quindi ragazzi, adesso si andranno a giocare la possibilità di arrivare primi in classifica contro gli SK Miracle. Eh sì, vediamo un pochettino cosa succede. Non c'è appunto il rischio di avere uno spareggio netto, cioè avere una parità totale tra tutti, come diceva lei prima. Però qua vediamo addirittura le 5 kill da parte dei B-Boy, le 10 stelle fatte, molti più danni, quindi comunque hanno nittato molto di più, molto più bravi i B-Boy. Sì, no, assolutamente se la sono meritata, i B-Boy se la sono meritata. Quest'altra seconda partita gli Jupiter l'hanno tenuta un po' più sotto controllo, soprattutto grazie all'aiuto del Tick. Però, ragazzi, mi lascia sempre un po' perplesso il discorso del Gelindo, che ribadisco, allora l'ho detto io in primis prima, Gelindo lo possiamo vedere davvero ovunque, però probabilmente serviva una comp differente, non lo so, non so cosa aspettarmi. Ok, qua abbiamo il miglior player con Maxine, Tara e Derry, il caricato 19 ulti, ha fatto 14 kill. Sì, l'avevo visto qua. Qua veramente ha fatto... Stanno facendo vedere... Guarda... Stanno facendo vedere in continuo lui che jump e va a far danno. No, era una cosa insistente a Matti, No, è stato un bello editing che hanno fatto. Hanno fatto un bel montaggio. Usava la ulti per andare su... Sulla jump. Quindi aveva proprio una carogna addosso, voleva andare a fare dei danni sulla cassa, non c'era verso, cioè. Sì, assolutamente. Però io ribadisco, quindi... rimango della mia idea, in quella mappa non puoi togliere Brock. Allora, Piper si è dimostrata devastante. Arena stratificata? Sì, in arena stratificata, No, resto d'accordissimo anch'io. Ma infatti sono per le comp classiche, se non si era già capito prima, sì, sono per le comp. Anch'io. Qui ragazzi, adesso diciamo che gli SK Miracle, facendoci un attimo due calcoli, mi sa che gli SK Miracle... No, mi sa che la classifica è già decisa. Perché se gli SK Miracle dovessero vincere 3-0 contro i B-Boy, avrebbero un parziale di 3-3. No, i B-Boy sarebbero ultimi, sai? Ok, quindi possono ancora arrivare secondi gli SK Miracle. Questa partita qua con un Mortis sarebbe molto interessante vedere un Mortis. Ma lo sai, ogni tanto Mortis ultimamente lo stiamo vedendo, eh? Ogni tanto ma sta rientrando. Nel senso, è difficile da usare, ma non è un problema la difficoltà per questi giocatori, quindi... No, sono curioso di vedere le comp, ma più che altro, signor Gigi, sono curioso di vedere i ban adesso e capire effettivamente cosa... Penso che tra poco vedremo il ban, Che bellino però il logo dei B-Boy, posso dirlo? Che è veramente bello. Sì, no, è carino. No, ma diciamo che per quanto riguarda i loghi, gli asiatici stanno davvero un passo avanti, perché sono tutti davvero molto, molto, molto carini. Ma è bello anche il fatto che si vede che i B-Boy sono un team... Cioè, non è un'organizzazione grandissima, è una cosa molto più semplice, sì. Più anche dalle foto, tutto, si vede proprio che sono magari anche più non dico amici, ma insomma sono uniti in una maniera diversa come player. Gale e Surge. Quindi stessi ban praticamente del primo match. Energetic credo che oggi non lo vedremo. Energetic è molto, molto, molto troppo forte, ok? Cioè, io penso che forse
Avrei bisogno di una nerfatina, sì, si può dire. Sì, che poi in realtà, allora io ti dico, secondo me è un brawler molto particolare perché nerfarlo in che modo però? Perché? Perché nella prima fase del brawler è davvero difficile da usare. Cioè nel senso, i pro player riescono perché ti vengono a prendere dietro il muro. Non so, probabilmente toglierei un po' di raggio ai secondi colpi. Cioè, ai colpi si vanno a splittare perché effettivamente vengono a prenderti davvero lontanissimo dietro il muro. E non so, magari aumentere la difficoltà di ricaricare la ulti? Sì, io farei un bilanciamento. Cioè, farei un bilanciamento, passami il termine, bilanciato. Eccolo il Mortis. Ecco Mortis in campetto, lol. Eccolo il Mortis che chiedevo. Comunque dicevo, farei un bilanciamento bilanciato, appunto, sui vari step. Cioè un piccolo nerf su tutti e quattro gli step. Ah, okay. Guarda, qua Mortis cosa fa? Kill e poi va ancora a prendersi Pam. Bellissimo, bellissimo. Vabbè, questo jump di Pipe. Ma sì, cosa stanno facendo? Potrebbero, se giocano così, potrebbero veramente prendersi la vittoria con i boy. È una bella rivincita, sì. Cioè sono... Hanno fatto una bellissima azione qua, sono coordinati veramente bene. Bello anche C4. Tra l'altro C4 col gadget. Gigi. Sì. Col gadget nuovo. Lo sto vedendo e lo stanno utilizzando tutti, il nuovo gadget di Bo, davvero tanta roba. Tanta roba. Ma è interessante appunto vederli in game perché capiamo effettivamente l'utilità. Che appunto magari quando vedi la funzione del gadget non immediata, poi effettivamente nel competitive vedi cosa si mette. Qua salva la palla molto bene Morris. Qua Rorino C4 di Bo perché si vanno a rompere i muri da soli praticamente. Ok che era per fare una difesa, però ha tolto l'Eugenio, comunque. Ah, guarda qui il colpo di modding che va a colpire Pam col gadget. Cambio di pinta anche tra i player. Abbiamo fatto un GG. Che non abbiamo ancora viste di emoji, oltretutto. Sì, no, abbiamo visto giusto un paio verso di endgame. Qui B-Boy. Con che cattiveria, la Pam velocizzata la va a buttare dentro. Assolutamente. No, io volevo anche chiedere come è stato nelle scorse competizioni, nelle scorse match o nelle scorse live, appunto, l'utilizzo dei pins da quando è arrivato. L'altra volta, allora ti dico, l'altra giornata purtroppo io la parte europea e asiatica non l'ho vista. Infatti non c'ero e purtroppo me la son persa. Però ti dico che in America si sono un po' si sono mandati un po' di emoji, forse alcune anche un po' toxic. O forse erano amici, abbiamo anche ipotizzato, c'era Mister con me. Abbiamo anche un po' ipotizzato che potesse essere anche tra amici, perché sai, alla fine della fiera magari molti si conoscono pure. Quindi alcune potrebbero anche essere proprio davvero d'amicizia, noi non lo potremo mai sapere, dovremmo indagare. Però ti dico che in America sono state utilizzate parecchio. Qui le sto vedendo davvero molto poco, ci sta e via. Ma diciamo che... Gli asiatici sono sempre stati molto, molto rispettosi, proprio come a livello storico quasi, quindi nel senso... È diverso, quello sicuramente sì. Comunque, cattivissima è tornata la cam di Ark. Ah, è tornata la cam... No, ma era Trid che aveva problemi, da quanto ho capito, però, Si sono scambiati. Sì, probabilmente perché Trid aveva problemi. Sì. No, comunque dicevo, cattivissima la Pam velocizzata da parte di Maxine, quindi si riesce a portare a casa il primo match il team dei B-Boy. Non lo so. Sì, è un po' come quando si faceva Frank Maxine, adesso il posto l'ha preso Pam, che tanto tanca, tanto uguale. Sì. Quindi va Walker in porta di brutto. Assolutamente. Pago la torretta. Facciamo un colpo per andare a fare una rapina in casa di Ark e prendere tutti quei gadget bellissimi. Mamma mia, Ark con tutta quella roba. Carta? No, pazzesco. Eccoci qua. Attenzione perché non ci sono cambi? No, Piper non vedo. No, abbiamo una Pam in entrambe le parti. Mortis e Maxine. Mortis,
Max, sì. Sì. Mi stavo confondendo con Piper, ragazzi. Piper non ce l'abbiamo più. Però qua di nuovo la Maxine con Pam è molto pericolosa. Attenzione che qui potrebbe arrivare il gol, perché va a curare col gadget Pam. Il controllo però, anche Mortis non riesce a fare più. Ah, riescono a difendere. Hanno iniziato il contropiede. Erano tutti in vita, Pam curava tantissimo con la star power, se non sbaglio, della cura. E dovrebbe essere l'SK che ha la star power del danno. La Pam dell'SK che ha la star power del danno. Non vorrei sbagliarmi. Mi sa di sì. B-Boy hanno quella della cura. La Pam però dei B-Boy. Attenzione, qui Mortis fa una kill e mette one shot la Pam. Sì. Però qui non resiste. Però Pam dice che vuoi curare col gadget. No, non va giù. Anzi, addirittura tira giù pure Max e prendono un bellissimo vantaggio. E qua i B-Boy di nuovo hanno un bellissimo vantaggio. Possono male. Gestiscono bene anche Mortis. Poi secondo c'è Gigi, fa tanto anche. Il fatto che pure Jin ha la star power curativa, quindi tra lui e Pam c'è uno scambio. Ma allora vuoi vedere che è Jin che ha la star power curativa? Perché io mi sa che prima gli ho visto prendere danno a Maxine. Mi sa che a Chapi invece ha quella del... No, è possibile che abbiano entrambi quello del danno. Sì, hanno entrambi quello del danno. Te lo dico io perché prima ho visto perdere vita a Modin dentro la cura della torretta di Pam. Quindi sì, hai ragione. Praticamente la torretta è l'Eugenio dei B-Boy alla cura. Qua c'è un'ultima parte della Max dell'SK. Può andare a cercare il gol? Non può in realtà, no. Perché c'è Mortis che rimane one shot. Addirittura qua c'è un... E qua potrebbe walkare direttamente in porta. Non lo fa. Cerca il grab. Non ha senso, forse. Ah no, ha senso. Cerca la rottura anche se sta per arrivare all'overtime. Secondo me ha provato perché poi voleva tirare. Non ha preso Max team, di nuovo full team. Ancora. Vabbè, ragazzi. Cioè. Ma... Rip, sì. B-Boy fantastici qua, cioè. Bravi, B-Boy. Davvero molto bravi. Io, allora, ti dico, il Mortis non ha giocato male. Però, mi ha lasciato un po' perplesso. Nel senso che vai a perdere la prima partita, perché hai visto che comunque non riuscivi a difendere. E infatti il Mortis non ha dato di nuovo una mano in difesa. È difficile difendere con Mortis in football. Stesso discorso che facevamo prima, Gigi. Sì. Cioè che magari loro sono preparati con quella comp e vogliono performare con quella comp e loro mantengono quella comp. Però hanno cambiato, nel senso che comunque avevano... Avevano Piper prima, sì, quindi hanno messo Pam. Ti dico, io avrei tenuto Piper a quel punto e avrei messo Pam al posto di Mortis. Cioè avresti avuto una Piper che comunque in campetto fa sempre comodo in una mappa così aperta. E soprattutto avresti avuto la Pam che poi hai messo e che ti dava più solidità. Sì, quello poteva essere una bella alternativa. Quello sì. Ci stava la scelta Mortis. Assolutamente non sto dicendo il contrario. Però sicuramente la comp dei B-Boy era sicuramente molto più stabile, molto più concreta, tra virgolette. Qua invece abbiamo il rework della miniera preziosa. Sì. Rework perché adesso non hanno più tutti i muri solidi, ma ci sono alcune delle nuove palizzate che sono comunque sia che lasciano passare i colpi. Quindi il thrower qua perde un po' di potere, diciamo. Sì. Qua il thrower chiude, ecco, vedi con quelle due staccionate là. Attenzione, semino da una parte di Mortis, ma secondo me il Mortis è stato messo appositamente perché si aspettava un thrower a questo punto. Semino non lo capisco tanto e Mortis neanche. Il thrower appunto qua non dovrebbe più essere così... Cioè non dovrebbe essere in svantaggio proprio perché con quella nuova staccionata i colpi dovrebbero passare. E quindi ecco, qua addirittura arriva la kill grazie al carrello. No, sì, non lo so, vedremo. Entrambi non capisco entrambe le scelte. Mi piace tra l'altro più la Pam del Bo, anche se il Bo sicuramente è stato messo per le mine, ovviamente. Vabbè, Bo sicuramente darà molto fastidio. Non è un mid come Pam, ma può fare tanta roba. Ma infatti qui il Mortis va a killare, Ho visto tanti Bo fino adesso.
ma ho visto pochissime torrette. No, ormai stanno usando tutti l'altro gadget. Cioè ormai stanno palesemente utilizzando la torretta, era il gadget forse più forte del gioco, azzardo a dirlo. Però sai qual è il fatto? È che ti dico, boh, anche nel competitive, anche con i gadget, non è che lo abbia mai visto così tanto, eh. Cioè, lo vedevamo sì magari in Prateria dei Serpenti, lo vedevamo un po' anche in Arco Doppio come abbiamo visto prima. Però ti dico, non ci sono tante mappe che ti permettono di giocare la torretta in maniera strategica. Sì, sì, hai ragione. Quindi... sì, forse Prateria dei Serpenti, sì, un paio di mappe. Attenzione qua, Mortis fa una kill che veramente la svolta. Vabbè, Mortis qua cosa fa? Mortis ha carriato cosa qui, ha fatto Mortis? Migliore in campo. La moviola, veramente. Sì, no, ma te l'ho detto, è stato magari cosa anche scelto Mortis? Appositamente. È stato anche scelto appositamente per andare a counterare una possibile scelta di un thrower che è stata fatta, tra l'altro, quindi ci hanno preso. E io ti dico che secondo me adesso vedremo un doppio cambio, eh. Vedremo un cambio di comp sia da parte dei B-Boy che da parte dei Miracle. Perché i B-Boy adesso si aspettano un cambio, quindi toglieranno Mortis, penso. Eccolo, guarda qua il recupero, eccolo. Guarda che roba. No. Assurdo, davvero assurdo. Non lo so, vediamo. Secondo me potrebbero, come dici tu, confondere completamente gli SK mettendoci, cioè togliendo lo stesso Mortis che gli ha dato la possibilità di vincere. Ma perché ti dico, secondo me arrivato a questo punto i B-Boy si aspettano che i Miracle a questo punto vadano a togliere il semino e quindi il Mortis diventa quasi inutile. Quindi adesso io sono curioso di vedere un attimino che scelte andranno a fare entrambi i team, per cercare di capire un attimino anche le decisioni dell'altro team e quindi andare a counterare, perché io poi sono fissato nello studiare come vogliono comportarsi i team, perché poi fondamentalmente sono quasi sempre le comp che vincono le partite, perché parliamo di un livello talmente alto che vediamo pochissimi errori, quindi a quel punto la differenza la fa la comp. E guarda un po', Mortis tolto, come ti avevo detto, e semino tolto. E infatti, io stavo leggendo dalla chat che ci chiedono i ban, ricordiamo che dovrebbero essere Gale e Surge. Sì, Energetic e Gale, sì. E quindi per quale ragione non c'è, cioè non stiamo vedendo Mr. P? Allora, te lo dico io perché non stiamo vedendo Mr. P. Ho fatto la stessa analisi durante la scorsa Championship. Allora, ci sono i carretti che vanno a eliminare troppo facilmente i facchini. Quindi l'abilità di Mr. P di andare a spawnare tanti pinguinotti diventa quasi inutile. E poi il fatto che ci sono adesso le staccionate aperte così, secondo me ha aperto completamente la strada a Pam, che ormai Pam in questa mappa la vediamo quasi sempre, ora a parte Bo che è stato scelto. E poi perché Maxine ha preso il posto. Cioè, secondo me Mr. P ci poteva stare al posto di Maxine, ma essendo Maxine un brawler che countera Mr. P ormai non lo vediamo più così tanto spesso in sta mappa. Assolutamente. Ma questo è vero, proprio quello che volevo dire a inizio match. Quel rework che è stato fatto alla mappa va sicuramente a togliere la possibilità di trovare, quindi in un certo senso anche a un brawler come Mr. P è corretto quello che dici tu. E diciamo che però c'è stato un pochettino un cambio di rotta, nel senso non stiamo più vedendo Mr. P come nelle prime fasi di questa stream, ma appunto sta lasciando spazio a ad altri brawler. Cioè anche brawler, ci sono anche brawler tipo Max che invece restano, magari li abbiamo visti un pochettino meno, ma ci sono stati un po' per tutta la live. Max alla fine penso che forse anche Pam è uno di quelli che abbiamo visto di più. Max e Pam probabilmente sono i due brawler che abbiamo visto di più, quasi sicuramente. Poi comunque arriva anche Mr. P, perché alla fine della fiera è stato utilizzato parecchio anche lui. E comunque però, a parte tutto l'utilizzo dei brawler, i B-Boy vanno sul 2-0, un po' come avevamo predetto, perché insomma i Miracle prima sì, hanno dato un po' fastidio agli Jupiter. Hanno confermato. Sì. Quindi qua dovrebbe esserci un 3-0 per riconfermare il tutto, ma sì. Insomma. Hot potato, questa qua l'adoro. Questa qua l'adoro. Chissà se vedremo Colt.
Colt, Brock. Guardi, io ho visto anche un'altra cosa bellissima, un bel 8 bit mid. Lo so che è un 8 po' bit. 8 bit mid. 8 bit mid, sì. Non lo so, secondo me vedremo comunque dei bombardini sia da una parte che dall'altra. Bombardino anche ottimo. Brock, Colt, Maxine se l'abbiamo vista fino adesso, non possiamo non vederla qui. E non lo so, boh, sono questi i brawler, perché Pam, oddio, se me la utilizzano pure qui. Infatti guarda, bombardino Maxine Brock, guarda di là, bombardino Maxine Brock. Easy proprio, ragazzi, questa era proprio scontata. A me è dato la richiesta azzardatissima dell'8B. Non ti hanno ascoltato, signor Ferre. Non capiscono. Non capiscono la bellezza di vincere una partita nel competitive con 8 bit. Con 8 bit, guarda, è una cosa. No, ti dico, forse se vogliamo usare 8 bit a livello competitivo, questa è una delle pochissime mappe dove si può fare. Sì. Sono d'accordo. Però comunque parliamo di un brawler che non è assolutamente nel meta, quindi. Qua comunque Max l'abbiamo vista parecchie volte, conferma un gran brawler, perché Max insomma in rapina proprio si vede spesso e volentieri, ma perché la velocità la riesce a sfruttare bene per andare e venire dalla cassa, esatto, a seconda dell'andamento dei nemici, e quindi lì la sfrutta veramente tanto. Ma qui perché Brock non ci stanno facendo vedere la doppia schermata? Voglio vedere la doppia schermata. Sì, ci vorrebbe adesso. Ma oddio, i danni sono tutti quanti a adesso a quella rossa, sì. Però ci sono stati parecchi danni a quella blu. Guarda, vedi, continuano a farne. Ma stanno tenendo il focus dalla parte dove ne fanno di più. Sì. C'erano qualche, c'erano un paio di hit da parte, sì. La doppia schermata, ripeto, sarebbe una cosa... No, ma la fanno, Di solito la fanno. Ci sta. Infatti, per quella la stavo richiedendo. Però appunto Barley ha fatto un paio di, alla fine, hit che hanno fatto molti danni, però non ha fatto nulla di esagerato. Invece il push sopra c'era. Sì, era quello che andava. Assolutamente. Di sicuro se dovevano farne vedere uno, hanno fatto vedere quello giusto. Su quello non ci piove. Però che attenzione, perché guarda sotto, il bombardino. Che fa lettare molto bene, fa dei danni molto importanti. La Maxine dei B-Boy sopravvince. Attenzione! Però bella qui la blu partono di Brock, perché va a pareggiare la situazione. E però arriva l'ultima da parte di Modin. Bravi Maragol in questo frangente. Ebbene sì. Qua Brock era d'obbligo. Non sarebbe stato male un Colt, anche se, però peccato, hanno tenuto comunque una comp, non dico standard, ma comunque abbastanza standard. Vabbè, diciamo che per il meta attuale possiamo dire che è abbastanza standard comunque, perché alla fine della fiera Maxine al posto di Colt, cioè Maxine secondo me lo va, allora se non sei un god Colt, e vabbè, per carità, qui lo sapranno utilizzare tutti davvero molto bene, però utilizzare Colt contro un brawler così veloce come Maxine non è facile, perché hai poca vita, Maxine ti può evitare facilmente, ti viene a colpire, quindi secondo me hanno paura ad utilizzare Colt contro una Maxine. E fanno bene. Però un Colt sotto spianata anche, c'è a dire, per poterlo sfruttare al massimo. Quindi avere due brawler che lo aiutano alla grande. E qua è un attimo... Ok, confermate le comp? Sì. No, confermate. Ma per forza. Secondo me in una mappa del genere, con un meta del genere, questa e basta. Non puoi permetterti altro. Allora, o provi una comp talmente diversa che provi proprio a sorprendere l'avversario, della serie che metti qualcosa per counterare. Però non mi anche viene. Le star power sono le stesse, ho controllato. Ok. Stesse antiche star power. Anche se forse non vorrei dire una cavolata, ma ci stava la star power del danno su Barley. Eccola. Doppia schermata. Qua i B-Boy questa volta hanno fatto davvero tanto danno. Però attenzione, perché lì il Giant rimane lì. E mamma mia, adesso i Miracle possono fare davvero tantissimo danno, perché va giù anche la Maxine dei B-Boy. Sta giocando molto bene, però guarda l'SK ancora con Modin. Bravi. Dopo un push come quello che hanno fatto i B-Boy, riuscire a comunque andare su e chiudere la partita è tanta roba. Quindi un GG per l'SK.
guarda come era, no? C'era solo Barley che stava sopra. Diciamo che questa partita, questa partita in rapina se la sono meritata. Se la sono meritata questo, questo set di rapina, quindi vanno sul 2-1. Anche se però ti dirò, con il doppio set... Le statistiche sono abbastanza simili, eh? Sì, sì. Ma ti dirò, con la, con la vincita del, del doppio set da parte dei B-Boy, abbiamo la classifica ormai designata, perché se anche gli SK Miracle dovessero vincere, sarebbero comunque gli ultimi in classifica con i B-Boy primi, per differenza set, e i Jupiter secondi. Quindi diciamo che ormai la classifica con il secondo set vinto da parte dei B-Boy è stata decisa. Diciamo che gli SK Miracle si sono svegliati un po' troppo tardi, devono svegliarsi leggermente prima per cercare di portarsi a casa almeno la seconda posizione. Io spero che gli SK vincano adesso, Gigi, perché voglio l'ultima mappa, non so se l'hai visto. Quello sì, quello sì. Voglio l'ultima mappa, voglio l'ultima mappa. Quello sì. E non ho visto bene il nome di questa qua che andiamo a giocare adesso. No, nemmeno però io ho visto solo che è assedio. Aspetta che la vado a recuperare al volo, che ho il tablet aperto qua di fianco per... Ok, dovrebbe essere piscina. Ok. Se ho visto bene, piscina. Io vorrei vedere una delle nuove mappe però in assedio, perché anche officina è una vecchia mappa, quindi di quelle classiche. Vorrei vedere una di quelle nuove con i tre corridoi. O una Penny. Addirittura, una Penny è un po' fuori dal meta. Doppio lanciatore! Vediamo. Semino bombardino. Sì, sì, sì. Ma guarda che io ho già visto parecchie volte, io ovviamente parlo di ladder, il triplo thrower in questa mappa, qualcuno lo azzarda, eh. Cioè, ovvio che nel competitivo è un discorso completamente... C'è stato un piccolo errore per modding qua, sì. Vabbè, schiacciano comunque Max, quindi ok. Ok, robottino di livello 2, easy per quanto riguarda i B-Boy. Vediamo se riescono a usarlo più che altro per prendere un buon vantaggio. Ma difendono veramente bene. Col drutto semino con la ulti può fare veramente delle signore difese, piazzando il muretto. Sì. E quindi appunto qua Jin lavorerà molto col grab. Sì, dovrà lavorare molto con il grab. Tra le altre cose anche il bombardino sta diventando sempre più importante nelle difese di assedio, perché con il gadget lo rallenta davvero tantissimo. Eh sì, e però costituisce anche un'ottima alternativa per l'attacco. Ah beh sì, fa un sacco di danno. Ma quelli stanno schiacciando, Stanno dominando così. Stanno dominando, sì. Qua i B-Boy si stanno veramente controllando. No, no, loro. Ma... Per carità, non, può essere una non buona seguono scelta. Neanche troppo il push. Non seguono neanche troppo il push, lasciano quasi che il robot vada, ma non perdono minimamente il controllo. No, no, ma il doppio lanciatore è stato un po' troppo azzardato. Cioè, sì, allora ci può stare, perché comunque Semino rimane devastante. Bombardino è ottimo sia per l'attacco che per la difesa. Però non c'hai tanta... Però io avrei tenuto stabilità. Comunque sia il Semino mid. Non l'avrei messo lane così contro Max, quando hai comunque una Max che ti può aiutare. Ok, qua buona la gestione. Ecco, tipo, sfruttando così i muretti. Non mi convince, non mi convince. Tra le altre cose, se non abbiamo visto Jackie o Bibi nemmeno in questa mappa, io credo veramente che oggi... Ora, dobbiamo vedere la parte europea, perché tante volte anche tra regioni il meta cambia, Tante volte abbiamo... Allora, spesso e volentieri vedevamo comunque lo stesso meta. Per esempio, appena uscì di gadget, il meta era uno, unico solo, ed era quello. Quindi tante Bibi... C'era Maxine, che proprio la vedevi ogni dove, un po' come oggi. Tanti brawler avevano preso spazio e in ogni regione vedevi le stesse comp. Però prima di gadget, che sembra un po' paradossale perché i gadget hanno creato tante alternative, hanno un po' ampliato in realtà i brawler da poter utilizzare nel competitive, ma prima si vedeva proprio la differenza che c'era tra gli asiatici e gli europei, per esempio anche gli americani, sia... Sì, perché ognuno si è un po' sviluppato, se così vogliamo dire. Esatto. Nel suo modo, no? Giustamente. Esatto. Infatti dalla chat mi dicono Ems. Cioè, poco dopo l'uscita di gadget, i brawler erano 5-6, boom, si utilizzavano solo e soltanto quelli. Poi adesso si sta un po' ampliando la situazione, quindi adesso sono curioso di vedere l'Europa se effettivamente ha questa stessa tipologia di competitive, tra virgolette. Sono davvero curioso.
Sì, Ems è un altro brawler molto valido che però non abbiamo ancora avuto modo di vedere oggi, No, Ems, ma ti dico, Ems da quando hanno nerfato anche il cerchio del gadget non si vede, ma già anche nell'ultima championship non si è praticamente mai vista, Comunque, diciamo che sì, quello è stato un bruttissimo nerf. Eccoli, finalmente, l'ho chiamato. Ma no, ma stiamo scherzando. Ma perché però non mi hanno messo un bel pocio? Sono partiti con doppio trover e adesso fanno addirittura il doppio tank. Niente, oggi sono fissati con il doppio Miracle. Vabbè, allora, ragazzi, diciamo anche la verità. Ormai Miracle non si stanno giocando nulla perché la classifica in Asia è stata decisa. Quindi, boh, magari lo stanno provando anche così. Però, cioè, alla fine ti stai giocando sempre la finale dei mondiali, pure se ormai sei come andato a finire. Non penso che sia un team che si lascia andare a queste cose. No, no. Anche perché comunque... hanno scelto i due tank che ci stanno, nel senso Bibi che è rapida, Jackie che comunque ti permette di andare a hittare dietro i muri, ti permette di avere una determinata solidità anche grazie alla ulti e al gadget. Ecco, per esempio, ecco, l'ho chiamato e... Eccolo. Però buona kill. Guarda Maxine, che sta facendo? Fa parecchia roba, sì. Guarda Maxine. Oh mio Dio. Sì, ha giocato veramente bene qua. Sight, ragazzi, ha fatto una partita best Maxine in the world. No, ha giocato veramente alla grande. Però devono stare attenti. E Zana qua la beccano tutta, zi. Ma tutta devono stare attenti perché comunque hanno il doppio tank. No, ok. Ti dirò, mi sa che lo fanno anche giù adesso. No. Il melanzanone non li perdona. Non li perdona assolutamente. Mamma mia, quanti danni che ha fatto. E guarda, allora, a parte il fatto che l'hai chiamata, sono subito arrivati entrambi. Sì. Però capiamo da una partita come questa come mai effettivamente i fisici, almeno sul panorama asiatico, non vengano utilizzati tanto. Perché proprio non arrivano a colpire. Cioè non c'è... non so, c'è proprio un modo forse anche un po' diverso di giocare, anzi forse sicuramente. Molto diverso. Però ti dico, ultimo robottone è comunque una bella melanzana. È comunque una melanzana, può comunque fare dei bei danni, vediamo un attimo come va la difesa, però lo stanno rallentando veramente molto. Ma guarda, te l'ho detto. Dai, addirittura. Ma il push di BB Jackie non perdona. Il push BB Jackie non perdona, ragazzi. Allora, ti dico, ha difeso male in questo caso il bombardino, che non è riuscito col gadget a piazzarlo bene, a rallentare bene il robottone. E Carl, se non è la ulti, in difesa è quasi inutile, perché è troppo lento a difendere il robottone. Io cambierei qualcosa. Il Carl sinceramente non l'ho capito. Ci siamo concentrati a parlare del doppio tank, che secondo me ci stava, con Semino o con Pocio. Ma il Carl in questa mappa non mi piace. Io Carl in officina ce lo vedo parecchio, perché comunque ha tanti spot con i quali può rimbalzare. Diciamo che hai i suoi corridoi e se ti trovi in uno contro uno lo fai sbattere al muro e ti ritorna immediatamente l'ascia. Però se ti zona il bombardino fai fatica. E soprattutto a difendere... Non lo so, non ce lo vedo tanto a difendere. Il bombardino ci voleva, però c'era comunque un semino dall'altra parte che dà fastidio. No, bombardino ci vuole. Però effettivamente Semino si è comportato meglio. Non lo so, è da vedere. Io sinceramente non cambierei il bombardino, ma cambierei il Carl. Proverei a cambiare Carl, anche se non so neanche bene con chi. Un doppio tank, lo confermano? No, addirittura no, cambiano. Sandy. Oddio, Sandy la usano come lane, ok? Ok. Sandy prima dei gadget anche era uno di quelli che proprio veniva utilizzato ovunque. Però ti dico, così mi piace di più. Eugenio mi piace di più. Però secondo me avrebbero dovuto azzardare ancora qualcosa. Qua si fa subito il primo robot, i B-Boy. No, allora comunque per quanto riguarda l'Eugenio parlo dei B-Boy, Per quanto riguarda l'Eugenio parlo dei B-Boy, perché per i Miracle io sarei rimasto con il doppio tank. Anche se comunque solitamente non si rimane negli asiatici, si rimane poco con lo stesso team, loro cambiano spesso e volentieri. Ma le prime partite hanno anche confermato diverse volte in realtà. E anche copiato, sì.
Però... però addirittura arriva il grab su, su Sandy, cavolo, lì è pesantissimo. Può anche sprecare il gadget. Sì. E qua il controllo non è che qua il controllo confermano i B-Boy. Mi sa che Prateria dei Serpenti, Gigi, non la vedremo. Ho paura. Purtroppo ho mi paura sa di no. Allora, devono essere bravi adesso a difendere e cercare di mantenere il centro, ma mamma mia, quella Maxine. Sight con Maxine è una bestia, ragazzi. No, ha giocato veramente bene, soprattutto quell'azione che abbiamo visto prima, che si è praticamente smarcato a due e uno addirittura l'ha killato. Sì. No, è un altro livello. È un altro livello. E poi Maxine, insomma, c'è un motivo se la continuiamo a... ad utilizzare. A vedere. Sì. Pardon. Salute. E comunque sia... comunque sia, no, appunto, Maxine l'abbiamo messo a utilizzare veramente tantissimo. Quindi... oltretutto... ha fatto quelle azioni con un brawler che effettivamente è anche uno di quelli che poteva sfruttare di più, ecco, quindi insomma una conferma solamente. Sì, assolutamente sì. Niente, qua la vanno a chiudere, Peccato, sì. Ci speravo un po' in Prateria dei Serpenti, signor Gigi. Anch'io. Anche se, allora, ti dico, io Prateria dei Serpenti l'ho sempre amata, è sempre stata la mia... mappa preferita, ma anche proprio modalità e mappa preferita era... Allora, in realtà ricercati non è la mia modalità preferita, comunque rimane football. Però grazie a Prateria dei Serpenti rimaneva una delle mie modalità preferite. Però ti dico, da quando ormai si gioca soltanto con Bo, Tara e Brock, mi sta un po' calando, ti dico la verità. Mi sta un po' calando perché ormai si gioca soltanto in quel modo e sta iniziando a diventare un po' noiosetta. O monotona. Sì. Ma mi fanno una domanda alla chat. Mi dicono con che star power si utilizza Maxine. Allora, ragazzi, Maxine si utilizza sempre con la star power. Adesso aspetta, vi dico anche al volo se è la prima o la seconda. Comunque, quella che vi permette di caricare i colpi muovendovi. Adesso vi do una conferma al volo. Quella che c'ha il cerchio, tipo. Sì, quella che c'ha un proiettile nel cerchio. Che è la seconda. La seconda, sì. Dinamo non viene praticamente mai utilizzata, ragazzi. Viene sempre utilizzata la Star Power ricarica lampo. Che appunto permette a Maxine di ricaricare colpi più velocemente muovendosi. Ok, qua miglior player è Sleepy con Jean, Barley e Brock. 19 kill, 12 ulti. E sì. Adesso arriveranno Tribe, giusto? Ho visto Tribe e Code Magic, mi sa, giocheranno adesso. Quindi qua... diciamo un po' finale anticipata per quanto riguarda l'Europa, perché... è quello che volevo dire. Gli altri sono gli SK Gaming che hanno sempre... cioè, diciamo così, in questo momento in Europa ci sono i Code Magic e i Tribe che stanno dominando. Cioè che proprio tutti gli altri team li triturano proprio senza neanche... non voglio dire impegnarsi, però tipo da quando sono tornati i Tribe e da quando i Code Magic hanno comprato Twisty Tweak, diciamo che con gli altri team non ci sono state più storie, cioè hanno proprio dominato. E poi ci sono i Clash e gli SK che ogni tanto si alternano. I Clash sono messi meglio, secondo me sono ancora un passo avanti agli SK, però per esempio nelle qualificazioni di giugno, che fanno riferimento adesso alle finali di agosto, evidentemente gli SK hanno avuto quel qualcosa in più per cercare di qualificarsi. Comunque, intanto, i Bibasi partono a casa $9,000, Jupiter 6,000, i Maracol 4,000. Infatti noi prima parlavamo di qualificazione, ma comunque loro si stanno giocando i soldi, quindi comunque giocare fino alla fine... Infatti. Non è comunque che sono belle cifre, quasi tanto come i caster. Sì, esatto. No, ragazzi, sono dei bellissimi prize pool. Ma poi calcolando che sono solo delle finali mensili e sono solo asiatiche, perché poi gli altri prize pool per tutti. Ma intanto abbiamo visto come i Jupiter e il Paris Saint-Germain abbiano dominato praticamente la fase asiatica, anche se mi dispiace un po' per i B-Boy, che avete visto lì al terzo posto, che ormai purtroppo, da quanto ho capito, matematicamente non possono recuperare il Paris Saint-Germain, nonostante non sia qualificato per questa finale mensile. Però... Guarda che bello, guarda che figata. Scappiamo, andiamo lì. Guarda lì. Che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo di studio di Arena, raga. No, raga, veramente Supercell quando deve organizzare queste cose...
ragazzi, io ho avuto la fortuna, penso anche te, Gigi, di vedere con i miei occhi un paio di queste organizzazioni. No, purtroppo io no, mai. Ah, vabbè, Gigi, ti auguro di finirci la volta, sì. Perché viste no, dal vivo pazzesche. Rendono più che a video. Rendono molto più no, carino. Ma poi io mi ricordo, per esempio, in la finale di Clash Royale di qualche anno fa, dove i finalisti erano sulle torri del sulle proprie torri, no? Dei più spettacolari, secondo me. Sì. No, no, pazzesco, pazzesco, pazzesco. E no, veramente, quando ci si mettono e fanno queste e organizzano queste cose è davvero una roba pazzesca. Poi qua vediamo anche il logo di Brawl Stars. Guardate che strano il logo di Brawl Stars asiatico. No, che poi dovrebbe tutto... essere Medio Oriente addirittura. Mi sa che hanno giocato in Medio Oriente anche. E hanno giocato anche la parte africana. Perché ci hanno scritto prima dalla regia che ci sono, okay, oltre le squadre appunto giapponesi, europee, eccetera, Medio Oriente ed Africa. Quindi sì, dovrebbe essere quella parte lì, no ragazzi, pazzesco. Vado. La segnuccio, tac. E qua anche ai secondi. Anche secondo, mica brutto. Anche secondo, mica brutto. Beh, ragazzi, cioè. Ma poi che soddisfazione. Ah, questa era, infatti, secondo me era la parte cinese. Infatti, lo volevo dire. È la parte cinese. Mi sa che hanno fatto giusto un paio di finali a questo punto. Una? Mi sa che era una unica. Eccoli un po' i Nova Esports che non si sa dove Nova erano Esports finiti. Tra l'altro i Tribe hanno il... cioè i Tribe sono praticamente lo stesso roster dei Nova quando sono stati campioni del mondo. Ok. Quindi adesso non ho avuto modo di vederlo. Adesso poi lo vedremo. Sì, sì, sì. Nova, che erano campioni del mondo, avevano il roster praticamente che adesso dei Tribe. E qui vediamo come i Tribe... cioè, i Tribe, ragazzi, hanno cominciato ad entrare nelle finali 3 mesi fa. Cioè, hanno fatto una scalata pazzesca. E devono stare attenti questa giornata agli SK Gaming, perché i Tribe li hanno quasi raggiunti, signori. Cioè, i Tribe sono lì ormai da raggiungerli, Guarda un po', che sono praticamente sempre arrivati ormai da 3 mesi a questa parte, insieme ai Code Magic sono gli unici. E infatti i Code Magic sono gli unici che per adesso sono qualificati matematicamente. E i Clash devono stare attenti, ragazzi, perché non sono ancora matematicamente qualificati, però diciamo che gli basta giusto un'altra qualificazione lì piccolina per portarsi a casa qualche altro punto. Vediamo. Assolutamente, no, vedevo, cioè, insomma, i nomi dei team, ragazzi, lì ce li abbiamo praticamente tutti, cioè, tutti i nomi, tutti i team. Giusto, mi correggono dalla chat che c'erano un paio di cambi, è vero, Symantec non c'era, avete ragione. Cioè, era un po' diverso, però comunque, raga, la squadra era quella fondamentalmente, c'è stato qualche cambio, ma la squadra era quella fondamentalmente. Guarda lì, il buon Twisty, eccolo là. Sì. Questo match qua, zio, io vado un attimo di là, mi preparo il popcorn. Tu questa può essere tranquillamente una finale anticipata del mondiale proprio, Anche se è mezzogiorno, io il popcorn me li vado a preparare, Gigi. Adoro di Samantha, che è un player veramente pazzesco. L'ho avuto modo di commentarlo durante la Europe Cup, che è stata parecchio tempo fa, e teneva praticamente testa a Gil. Era una cosa senza senso, veramente. No, ma guarda come ha ridotto quella povera mappa. Guarda come ha ridotto quella povera mappa in questa fase con il caos. Sì, no, ma questi due team ormai... cioè, allora, mi dispiacerebbe davvero che i Tribe poi per questioni matematiche non si riuscissero a qualificare, perché comunque devono stare attenti, Cioè, i Tribe devono essere perfetti ormai per qualificarsi. Massimo possono arrivare secondi nel momento in cui Code Magic arrivano primi, ma se in questo caso dovessero arrivare ultimi con gli SK primi, iniziano già a rischiarsela un po', Ma il Cursed e con la smorfia e il Twisty Tweak col baffetto, sì, le vogliamo commentare. Sì, no? Stanno lì. Ecco, vedi, è Trid che ha problemi. Adesso Trid, però hanno già messo una grafica molto... Sì, prontamente lì l'hanno piazzata. Sì.
Quindi insomma, mamma mia, GGO, è vero, volevo dire cosa ci combinano qua. 16 secondi a forse quella che può essere la finale anticipata. Ma i ban? Non li hanno fatti vedere i ban? No, ma no. Sono sicuro che ci dovete far vedere. No, ci dovete far vedere i ban, ragazzi. I ban, niente. Raga, ce li siamo persi noi o non hanno fatto vedere i ban? Ah, eccoli, eccoli, eccoli. Energetic e Gelindo, ok. Ah, confermati. Uffa. Io volevo dire Surge, ma non c'è verso. È finchato per Trip. Non c'è verso. Non c'è verso. Basta, no. Ho capito che la prossima settimana solo un brawler sarà con Gelindo, perché me lo sta banando troppo. Sì, sì, no, vabbè, ma Gelindo sì, assolutamente. Comunque, raga, io vi ricordo, link al canale del Signor Ferre lo trovate in descrizione. Se ancora non avete lasciato like, è il momento giusto per farlo, perché stiamo iniziando a vedere la sezione europea, quindi quella che ci interessa di più, perché è quella che ci tocca più da vicino, ovviamente. A non quanti, le a quanti siamo, signor Gigi, quanti siamo? Siamo a 2752 like, precisamente, quindi ragazzi, allora i 3000 sono d'obbligo. 3000 e spam di emoji Pandora in chat, grazie. Esatto, ragazzi. Esatto, gli abbonati spammassero Pandora. E... e niente, raga, vediamo un attimo. Particolare anche la situazione per i Clash, anche se in realtà per il prossimo mese si dovrebbero essere qualificati. Attenzione, diciamo che i Clash negli ultimi mesi hanno vissuto un po' di rendita, perché negli ultimi mesi è successo già che qualche volta non si sono qualificati, ma hanno talmente dominato le parti iniziali della Championship che ormai erano avanti a tutti. Comunque, iniziamo allora, questa prima partita del sedio. Io, Gigi, ti sfido. Cioè, sfido te la chat a dire che uno di questi nomi non avete mai sentito. O insomma, non, cioè, ragazzi, chi abbiamo qua in campo? No, devastante. Anche se però ti dirò, aspetta un po', perché mi manca qualcuno. Mi manca qualcuno all'appello di God Magic. No, allora, i tribe sono loro. I tribe sono loro, mi manca Sam Bentley, Jeton. Sam Bentley e c'ha... Non c'è Twisty Tweak. Barley. C'è Jeton al posto di Twisty Tweak. Eh? C'è Jeton al posto di Twisty Tweak. Non è Twisty Tweak Jeton tecnicamente. Ok, no. Ok, ma no. Jeton può essere l'unico, però c'è, nel senso... Ah, Jeton era il terzo comunque dei God Magic, anche quando già God Magic, prima di prendere Twisty Tweak, arrivavano alle finali mensili, ci cioè arrivavano sempre. Magari non erano i livelli di... neanche di SK in realtà prima, i God Magic prima facevano fatica anche contro gli SK, per non parlare dei Clash. Però la mancanza di Twisty Tweak adesso è da capire se è stata una scelta tecnica. Non so, magari siamo in estate, i God Magic ormai sono qualificati, si sarà preso una pausa... Sono pareggiati comunque col secondo robot. Sì, no, il primo hanno pareggiato, il secondo magari hanno... Magari ci sarà una pausa e quindi hanno cambiato roster, dici? Non lo so, comunque è estate. Quindi loro sono ormai già qualificati matematicamente. Mi immagino che magari, boh, non vogliano neanche far vedere come giocano quando sono tutti e tre. Però comunque ricordiamo che ci sono parecchi soldini in palio. Cioè, quei 9.000 dollari non credo facciano schifo a qualcuno. Quindi io spero non abbia avuto problemi personali Twisty Tweak, ovviamente. Cioè, speriamo che sia tutto ok, insomma. Anche perché tanto nelle presentazioni l'abbiamo visto, quindi neanche a dire che ha cambiato nuovamente team. No, nelle presentazioni era messo come terzo player, oltretutto. E comunque hanno vinto, quindi. E comunque hanno vinto con questo bel robot da 8. Sì. Ragazzi, comunque abbiamo visto dei gran player qua. E sì, soprattutto si sono saputi anche alternare, nel senso che comunque hanno fatto un robot a testa e se la sono giocata molto bene. Vediamo effettivamente cosa vedono nella prossima partita. Mamma mia, ragazzi, hanno fatto un push davvero devastante. Ma l'ho detto, secondo me, soprattutto in questa mappa secondo me Jackie è perfetta. Ci sta. Ecco, intanto è tornato il signor Trid. Un palco lì, è tornato, ok. Sì. Vediamo un attimino. Lo vedo leggermente con la fronte sudata, nel senso si è vista brutta ad avere dei problemi tecnici durante la Sì. la World Championship, ci è rimasto.
Adesso è da vedere un attimino le scelte dei Tribe, perché comunque se la son giocata, però alla fine della fiera i God Magic hanno avuto quel qualcosa in più che non hanno permesso ai Tribe di giocarsela al meglio, non lo so. Vediamo un attimo. Io l'ho visti molto bene i Tribe in realtà, quindi mi sono perso le statistiche, però... Adesso le guarderemo durante il corso della partita. Guarda un po', Frank! Frank! E anche Jeki. Questo è molto interessante. Saimante con Frank. Ah, guarda! Va a resistere al grab di Jin così facendo, di Kupsed. Sì. Diciamo che ci sta, perché anche Jeki fa fatica comunque contro un Frank, eh? È particolare come scelta, cioè non è nel meta comunque. Però un Siege è un brawler che difende, attacca, cioè fa tutto praticamente. Sì. Fa veramente qualsiasi cosa. E oltretutto ha anche il controllo della rottura della mappa, perché solamente Jin la può rompere, ma comunque ha bisogno del brawler da grabbare, quindi insomma... Eccolo qui, madonna, Spen, che grab ha fatto! Qua arriva il grab, la ulti, che però giustamente viene comprata male. Ma Symantec qui l'ha un po'... Ha sprecato un po' la ulti, secondo me, di Frank. Sì, lì se l'è fatta proprio scivolare via. Però gran scelta. Queste cose sono le partite che secondo me vale di più la pena gustarsi, ragazzi che ci state guardando in chat, perché c'hanno veramente quelle compo un pochettino diverse, si vedono quelle mosse un pochettino diverse e non è male. Vediamo il Frank qua che potrebbe ultare. Lo fa, becca anche un player. No, non lo fa, ma il robot viene veramente rallentato molto. Addirittura la difesa è quasi perfect sul robot. Diciamo che, allora, adesso sono 8-0, quindi credo che l'ultimo robottone poi sia per quanto riguarda i God Magic, per quanto riguarda i Tribe, che possono tranquillamente poi ribaltare la situazione. È andato a prendere Gina addirittura, è andato a prendere Cursed con la ulti. Sì, no, ma adesso loro possono tranquillamente ribaltare la situazione, che credo che un 27% con una comp come la loro, con Frank eccetera, la riescano a fare. Tom addirittura è andato a fare altre hit, già sta all'11%. Diciamo e siamo che... con un'altra melanzana, signor Gigi. Sì, no, ma questa se la portano a casa i Tribe. Quindi ragazzi, siamo sull'1 pari già al primo set. Ma infatti l'ho visti anche bene prima i Tribe, però ecco, questa ragazzi è una, vabbè, qua addirittura me lo shottare, è una signora comp, ragazzi. Che bello aver visto l'utilizzo di Frank, è un sacco piacere. Sì, no, che poi, allora, ha anche sbagliato un paio di ulti, non è che abbia fatto il partitone della vita, però ha permesso di counterare Jeki, che come dicevo prima, Jeki soffre molto Frank, perché... Non è che faccia tutto questo danno da poter mettere Frank KO, capito? Quindi sì, Frank ha permesso di avere quella solidità in più. Che adesso mi fa dubitare sulle prossime comp. Perché? Non lo so. So che comunque quando viene buttato così sul piatto un Frank, sicuramente succede una cosa analoga a quella che abbiamo visto durante il set precedente. Nella Siege, non so se hai presente quando l'hai gufata con la Bibi e la Jaggy. Che effettivamente si crea una situazione in cui partono con doppio thrower, allora la partita dopo è automatico che devono mettere qualcosa di completamente diverso, allora doppio tank, poi la partita dopo ancora cambia ancora. Hanno fatto tre partite, hanno sempre cambiato. Adesso vediamo addirittura l'utilizzo di uno Spike da Saimanti, che non abbiamo ancora visto, e un Frank questa volta dalla parte dei CM. Ma ti dico che qui i Tribe hanno fatto una scelta pazzesca mettendo Spike, che è praticamente uno dei pochi brawler che può veramente prendere e counterare Frank con tutto il danno che fa, però deve essere bravo. Qui Symantec deve fare una partita a dir poco perfetta. Symantec lo è. Quello che ovviamente non si potrà mai sfruttare di Spike è purtroppo il suo bellissimo gadget nella Ike, perché lo andrebbe praticamente a distruggere, è impossibile per lui andare... A fare dei danni sulla Ike col gadget, però... guarda quanto danno hanno fatto già col primo attacco! Già col primo ha fatto un bel danno. Qua i Tribe... Allora, nulla da togliere a Cursed, perché comunque quando i God Magic... a Jeton, perché quando i God Magic giocavano anche con Jeton, quindi avevano il trio Jeton, Cursed e Sam Bentley, comunque arrivavano in top 3...
comunque si qualificavano sempre. Penso siano l'unico team al mondo e si è sempre qualificato, perché i Codemagic l'ho sempre visti. Addirittura una volta si sono qualificati col doppio team, Codemagic Purple e Codemagic Black. Quindi ottimo team, però Twisty Tweak è di un altro livello. Non capisco perché non ci sia oggi, ribadisco, probabilmente non c'era, non lo so, spero sia tutto a posto, insomma. Però veramente Twisty Tweak è quello che ha fatto fare il salto di qualità ai Codemagic. Eh sì, è un peccato non vedere un player tanto chiacchierato come lui, però insomma, come dici tu, Jeton è comunque un ottimo giocatore, quindi insomma non ci sta regalando una brutta gara, ecco. Però qua il vantaggio viene ripreso di nuovo in maniera abbastanza pesante dai Tribe. Cioè, questo movimento, a parte di spin, è quasi simile a una spinnata. Però sì, no, è una spinnata, gli sta facendo anche la faccetta. Ecco, questo non credo sia troppo amichevole. Eh sì, è un po' amichevole, però... Allora, i Tribe... Diciamo che spesso e volentieri perdono la prima partita, ma poi riescono in qualche modo a cambiare doppiamente le comp e a mettere sotto scacco sì, gli avversari. Hanno una lettura pazzesca degli avversari. Io non so se sia merito dei giocatori, se abbiano degli analyst perfetti, perché... Cioè, io ti dico che la prima volta che sono arrivati nella finale, quindi la primissima che ho avuto il piacere di commentare, mi sa che era la volta che ho commentato con Grax sul canale Grax, hanno perso tutte, ma in tutte le partite, in tutti i set, la prima partita, e poi hanno fatto 2-1. Sempre. Ma è pazzesco, Sì, sì, E il fatto è che poi io non cioè, onestamente... Se io fossi in questa gara non vorrei assolutamente trovarmi negli SK, sì. Perché gli SK stanno vedendo delle mostruosità come queste, sì, tra l'altro notare anche le statistiche, qua veramente ha fatto delle robe pazzesche, hanno fatto appunto una gara come questa e poi gli SK si troveranno prima uno e poi l'altro, non vorrei essere nel loro panico. No, assolutamente io sì. Io faccio un GG preventivo a tutto quello che possono fare gli SK durante le partite che arriveranno. Comunque adesso restiamo su questa e vediamo la seconda mappa, Gigi. Sì, vediamo la seconda mappa che è ricercata, ma tra l'altro mi scrivono in chat che Spen e Cursed giocano sempre insieme. E so perfettamente, ragazzi, che Cursed probabilmente in Europa è uno dei più toxic. Però mi hanno detto che lo fa per innervosire gli avversari. Mi hanno detto che lo fa Cursed spinna sempre Cursed, lo fa per innervosire gli avversari. Oddio, che vuol dire? Ma i Clash sono due volte campioni. No, ragazzi, i Clash, mi sei su Brawl, non sono mai stati campioni del mondo, non mi sembra. Perché due volte? Raga, comunque, quando vedete la Championship, non sono, come vi posso dire, dei mondiali effettivi. Tra l'altro qui stiamo vedendo nel primo, vabbè, adesso io qua mi sono segnato la comp perché volevo proprio vederla. E abbiamo il Pocho che arriva finalmente dopo le tue richieste, Gigi. Nel primo, e sì. Jake, quindi doppio tank effettivamente, e arriva il tank anche dall'altra parte, ma con doppio thrower. Sì, no, infatti, raga, sta partita non ha senso. Comunque, dato che sto leggendo, alcuni hanno detto no, Gigi, ma i Clash hanno vinto a febbraio, i Clash... Raga, questi non sono... Sì, è il mondiale, ma è il mondiale della parte europea per le qualificazioni, sono le qualificazioni mondiali. Quindi sì, i Clash hanno vinto tantissime qualificazioni, sai, non ne hanno vinte solo due, sai, ne hanno vinte tre addirittura. Però non è il mondiale, ragazzi, cioè non è che sono stati campioni del mondo, sono stati campioni europei per determinati mesi. Ma è diverso, queste qui sono le qualificazioni... per le finali mondiali che poi ci saranno verso fine 2020. Sono le qualificazioni, ragazzi. Comunque, io doppio thrower da una parte, il doppio tank pocho dall'altra. Questa partita qua è una delle più interessanti, perché io mi ero scritto, effettivamente, cioè mi volevo segnare queste comp, Gigi, ma ora come ora non so quale delle due segnarmi, perché sono completamente diverse... Ma poi da una parte abbiamo doppio thrower Jackie, cioè tipo come se facesse da... Parità, non è che dici che una dice worka di più dell'altra o contra, no? Vabbè, ma poi comunque devi sempre calcolare che... Cioè, metti caso, in questo caso il doppio thrower vince. Non è detto neanche che worki meglio, magari workava meglio contro il doppio tank Pocho.
No, ma banalmente può essere che contra, non dico che worka meglio. Sì, sì, sì. Però sì. Sarebbe, cioè, poteva essere interessante se, capire le comp, eppure stanno giocando a un livello pazzesco. Sono 5 pari e non mollano niente. Guarda come gli sta addosso. Beh, qui però aspetta, aspetta. Arriva il vantaggio, buono. Bella jump del primo, arriva al decimo. Pazzesco. Ma guarda Symantec come ha evitato i colpi. No, pareggio. Ma poi dicevo, ma cavolo, ma c'è 6 Mantic in spawn, cavolo. One shot, tiratelo giù, per favore. Raga, pazzesco, morire. Pareggio. Cioè, con due comp del genere tutto mi sarei aspettato tranne che il pareggio. Il pareggio come viene gestito? Si rigioca subito? Sì. Sì, però possono cambiare le comp, eh? Ah, ok. Sì, sì, wow. Possono cambiare le comp. Pazzesco. Quindi possono esserci dei cambi. E niente, raga. Spero che il discorso di prima sia stato chiaro. Perché comunque effettivamente è il mondiale. Perché effettivamente è il mondiale, ma sono divisi in regione. Quindi quella di prima era stata l'asiatica, la parte asiatica. Adesso stiamo vedendo l'europea. E poi a fine anno ci sarà le finali di tutte le migliori delle regioni. E si giocano. L'unico mondiale, l'unica finale che è stata vinta per un mondiale l'ha vinta Innova Esports durante la fine del 2019. Yes. Però sì, ragazzi, comunque i Clash sono sulla buona strada. Diciamo che ultimamente hanno un po' perso dei colpi, anche perché avevano cambiato un po' il roster. Adesso Trebor mi sembra che non è più dei Clash, che ne stavamo parlando anche lo scorso mese. Diciamo che i Clash, da quando Trebor se n'è andato, hanno lasciato un po' troppo spazio a Code Magic e Tribe, che invece hanno completamente aperto i bocchettoni e stanno dominando da mesi e mesi. Eh sì, infatti hanno fatto sicuramente, hanno, cioè, stanno sicuramente facendo parlare di più di loro. E qua di nuovo il doppio tempo, guarda, guarda la prima fase com'è pusciosa. Sì. Vabbè, ma gli speciali sono andati in spawn di nuovo, ti rendi conto? È normale, con il doppio thrower devi giocare così. Però lì sono andati in spawn, cioè, e loro con i thrower stanno tenendo il pareggio. Cioè, pazzesco, veramente. Sì, 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 sì. Mamma mia, mamma mia. Guarda, guarda come cercano di risalire e vanno di nuovo in spawn ancora una volta, GG. Sì, lo tengo fermo con pushando. La ulti di... Arriva il gadget, ulti di... È il primo, ma l'ha fatta fuori. E c'è un... c'è un vantaggio di una stella, ma solo perché il primo ha killato, ha fatto lui la prima kill e quindi poi ha dato 3 stelle. Cioè... Sì, se no era pareggio. Sì, se no era... No, se no sarebbe stato il contrario. Sarebbe stato 5, cioè sarebbe stato 6, sì, 5. Sì, certo, sì, sì, il contrario, è ovvio, sì. Attenzione, perché qui Pocio ha anche la ulti, può andare ancora a curare... Ma c'è dei manti con quello del primo, raga. Lol, madonna mia, raga. Cioè, non avrei mai immaginato di vedermi nel primo così. Già, fammi di ricordo. Ma oh, mi sa che il semino lo prende. E no, l'hanno preso. 13-10. Oddio, che bravo Spen. Che bravo Spen, come sì. Evitato i colpi di San Bente. Ma sono ancora in svantaggio di un punto, sì. Eh. Sì, sì, sì. Gli manca ancora una kill. Pazzesco. No, ma vabbè, ma raga, ma sta parete qua che così era. Cioè, se il Mantic usa il primo voo come se fosse nel suo spawn, non so. Guarda, guarda, guarda che forse... No, non ci credo. Non ci raga, credo. Qua è un full... Questo è un full team. In chiusura 19 a 17. E già va via per tornare. No, non no, ci credo. Tom, 21 a 20. dalla regia, mi mandate la registrazione di questa partita, per favore? Madonna. Mandate dalla regia gentilmente la registrazione. Ma sì, che cosa cacchio tu c'è, raga? Sì, è la sessione europea, raga. È la sessione europea. Ciao, Semi. Per i sigillati dicono malol. No, ragazzi. Raga. Ma poi con due comp completamente diverse. No, prego, prego, Gigi, dimmi pure. No, no, stavo dicendo con due comp completamente diverse quello che comunque può succedere. Ah, infatti. Ma io volevo dirle sta cosa. Miglior partita che abbiamo visto stamattina? Sì, sì, assolutamente. Miglior partita di oggi? Assolutamente. Assolutamente. No, ma la parte... No, cioè... Oggi mi stanno facendo praticamente ricredere. Cioè, sto veramente amando la parte europea. Cioè, solitamente non siamo così strani in Europa, Siamo molto più classici. No, io... Cioè, per esperienza vedo che...
sono gli europei che in realtà si lasciano andare ogni tanto, sì. Però vabbè, magari anche gli asiatici, dipenderà solo dalla competizione. So che stiamo vedendo veramente qualcosa di assurdo, e io fino adesso mi sono segnato le comp che mi sono piaciute di più, e questa mappa, Pronte al pericolo, ero partito, se si ricorda poco fa, signor Gigi, che le avevo detto, io questa camera la segno perché non so effettivamente che comp si possono usare, sì. Sono totalmente impreparato anche quando gioco per conto mio, e effettivamente chiudo dicendo mi sono segnato entrambe le comp, perché sono state due comp bellissime da entrambe le parti. Cioè c'è sì, stato sì. Un vincitore, ma non c'è stato un vincitore in realtà, perché effettivamente un punto, cioè un pareggio, un punto poi. Sì, 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 no, pazzesco. Poi sì, esatto, di un punto proprio, cioè c'è stato prima un pareggio e poi la vittoria di un punto. Comunque ragazzi, state chiedendo che fine hanno fatto i Nova Esports. Stanno giocando nella sezione cinese, praticamente, che però stanno facendo un mondiale a parte, quindi stanno facendo le qualificazioni loro a parte. E non hanno fatto bene, però. Non hanno fatto bene, ragazzi. Sì, li abbiamo visti poco fa, se non sbaglio. Sì, li abbiamo visti prima e stavano abbastanza giù in classifica. E guarda un po' adesso chi c'ha il doppio tank pocio. Sì, infatti, vedevo con una rosa e una Jackie. Però dall'altra parte c'hanno Tom con Semino, che li va a tappare tutti i cespugli, e quello è un grosso problema per loro. Sì. Quel semino qua farà un po' la differenza. Bello il gadget di Jeton. Bravissimo Jeton in questa fase. Mamma mia, sì, sì, sì. Attenzione, vanno ancora a pushare. Symantec fa un po' da scudo. Vediamo se qui Tom è abbastanza. Il pulse dovrà tornare. Potrebbe essere curato, ma viene grabbato. E no, attenzione. Il vantaggio resta. Il vantaggio sparisce, scusatemi. Il vantaggio sparisce completamente. Sì, sì, sì. Sì. Bello Jeton. Va a fare ancora le ulti di Tom sono veramente pericolosi in questa fase, perché vanno a tappare tutti i cespugli che poi servono rose, infatti li sta poi rigenerando, anche se vedi sulla destra il cespuglio è stato realizzato, ma Tom va di nuovo a tapparglielo. Mamma mia, 7 volevo più fare. Ma quel semino non sta facendo giocare Cursed, eh sì, molto bravo. Lo costringe veramente. Attenzione qua, Tom può andare giù. Qua Tom va giù. Mi sa di sì, Qua Tom rimane però da solo. 3, però 9-8. Spende, fa un'altra kill. No, cosa ha fatto Tom? Oddio, no, guarda, non si è visto. Hai capito cosa ha fatto? Quel sì. Gadget si è tenuto in vita e si è chiuso col muretto. Ma Jackie l'ha killato lo stesso, certo. Perché riesce a stare oltre i muri. Da dietro, sì. Nel frattempo Symantec e Spen hanno fatto abbastanza punti da prendere vantaggio. Qui sono andati anche a togliere il pocio, che era fondamentale per il push finale. Bravi bravi ragazzi qui, Tribe. Ma che stavo cos'è sta roba, raga? Ma cos'è? Bravi bravi Tribe, 2-0. Che partite, raga? Ma che partite? Ma cosa stiamo vedendo? Ma chiamate la nonna, preparate i popcorn, ragazzi. No, veramente, ha fatto. Questi qua mi sono piaciuti un sacco. Sì. No, bravi, 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 assolutamente. Pazzesche. Mo sono curioso di vedere che si inventano nella prossima modalità. Che tra l'altro, i Tribe, se dovessero vincere anche il prossimo set, si porterebbero a casa proprio il match. Perché stanno già 2-0. Perché stanno. No, però aspetta. Sì, 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 stanno 2-0 per i Tribe. Ah beh, questo qui era il match point, scusami, perché segnava ancora. Era il match point, ok. No, aspetta, era il set point. Era il set point per i Tribe, che adesso stanno 2-0. E vincendo anche sì. Il prossimo set vanno a portarsi a casa okay. I cosi. Sì, i Tribe, sì, God Magic, quest'altra parte di ricercati, l'ultima partita, questa qui non mi è piaciuta molto. Si è fatto grabbare troppo facilmente anche all'ultimo il pocio, che era l'unica possibilità che avevano di recuperare la partita con il doppio push dei tank col pocio. Vediamo se adesso riescono a recuperare i Sinfoot Brawl, ma... Questa mappa qua, Gigi, ti dico già che è l'occasione migliore per vedere Bea o Ems per la prima volta in azione oggi. Io ti sì. Butto lì questi due Brawl, poi non so tu cosa ci vedi. Allora, ma io ti dico... Vedo. Secondo me andremo a vedere una Jackie, ci sarà Maxine, Mr. P ci sta qui con tutti i muretti. Mm-hmm. Bombardino? Non lo so.
Eugenio Maxine. Ah, Carl, anche ci sta. No, non mi hanno messo né Bea né Ems, quindi se non le vediamo qua non penso che le vedremo. Allora, perché forse potremo vedere Bea in qualche altra mappa, ma Ems l'hanno completamente bocciata tutti. Cioè, da quando hanno bocciato... È completamente tirata via. Sì. Carl era passato Le... vabbè, bellissima quella azione. Carl può tranquillamente volcare in porta. Sì. Può tranquillamente volcare. Assolutamente, ma insomma la comp comunque è speculare, quindi sicuramente questa si può definire un po' la comp la comp ufficiale al momento. Sì. La comp questa mappa è questo qui, anzi mi ricredo, quindi me la segno anche, questo qui di nuovo molto interessante. E sì, regà, qua diciamo che il vantaggio è da parte dei Trump, ma perché c'è stata una bella azione prima, quindi sì, può essere ancora completamente ribaltabile la cosa. Sì. Anche se ti devo dire la verità, Spen sta facendo dei grab nettamente superiori a quelli di Cursed. E oddio. Sì, perché già solo quello che abbiamo visto prima ha portato il gol, quindi... Ah, quello sbaglio! Qua, Gigi, basta. L'ho gufata tantissimo, signori. Fuori di Gigi. Però qui Cursed l'ha sbagliato perché ha grabbato il Carl con la ulti e con molta più vita. Infatti qua non l'ho capito sinceramente il grab di Cursed. Attenzione, Spanner, con calma. Bello gadget, arriva il grab di Cursed. Oh, da quando l'hai detto? Sì, da quando l'ho detto praticamente. Da quando Gigi ha detto Cursed se l'è presa e basta. Sta cominciando a grabbare come un treno. Ancora no, di Spanner, oddio. Niente, gliel'ho tirata tantissimo. Mamma mia, Gigi, che gufo. Che gufo. Attenzione, non ci credo. Non ci credo. Niente, raga, gliel'ho tirata. Raga, vediamo. Niente, era sbagliato un altro. Vabbè, però lo sta facendo apposta. Io me ne vado, Gigi. Qua lo sta facendo apposta. Cioè, qui l'ha fatta apposta, dai, ragazzi. Cioè, non mi puoi sbagliare 4 grab. Io me ne vado. L'hai fatto tiltare con quella cosa. Sì. Spen l'ho fatto. Si è emozionato. Ha detto: no, cavolo, Gigi mi ha fatto un complimento. Non resisto. Ma Cursed non ha più sbagliato una volta. Sì, esatto. Più che altro. Cioè, non solo. Ok, qua non sbaglia. Vabbè, qua non poteva sbagliare. 112. Dai. Notare il 112 inflessibile. Mamma mia. Cioè, questa partita qua di nuovo sarebbe da... No, è stata bellissima. Da segnare. Notare che Symantec ha la max a zero coppe. È una cosa che per carità si vede spesso. Però lui so che ha diversi brawler a zero coppe. Cioè, proprio non li ha mai giocati in ladder. Li gioca solo scrim, solo competitive. Pazzesco. Che non sono riusciti a difendere assolutamente. 120 di vita, con 120. No, ma questa me la devo segnare di nuovo, perché veramente mi hanno, cioè, comunque il fatto che questo qua è Brawl Truff in italiano, giusto per la cronaca se qualcuno interessa. Cioè, ragazzi, sono convintissimo che c'è questa comp qua, veramente l'hanno usata entrambe le parti, quindi quella giusta io non me l'aspettavo assolutamente, ecco, quindi me la sono segnata. Poi faremo magari un piccolo recap delle comp se vuoi, Gigi, ma qua è proprio questa è la comp pazzesca. Sì, questa è stata pazzesca proprio. Ma da quando Maxine ha ripreso così tanto piede è normale vedere meno Mr. P, perché comunque Maxine countera troppo facilmente Mr. P. I Clash, ragazzi, non si sono qualificati per queste finali mensili di agosto. Dopo vedremo gli SK. Comunque, un saluto a quelli che stanno arrivando adesso. Ragazzi, vi ricordiamo come sempre di mettere un bel mi piace per questa bellissima live. Yes, e soprattutto andate anche a seguire il signor Ferre se ancora non lo fate, c'è il link in descrizione. E attenzione, a quanti like siamo arrivati? Siamo a 3100 like. Io penso che a 3500 mi piace. Anche 4000, abbiamo ancora anche 2 4000, metri. Sì, dai, sì. 4000 ci abbiamo. Noi puntiamo alto, Gigi.
No, ragazzi, Mr. P non è bannato. Gli unici bannati in questo, in questa fase sono Gelindo e Energetic. Sì, che sono stati bannati veramente tantissimo. Tantissimo. Sì, 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 sì. Sì. Sì, ovviamente io qua mi sono segnato le comp, ma appunto discapito di quelli che possono essere i brawler bannati, che sono sempre stati appunto Gale, Mr. P e Semino. No, neanche e, Mr. P mai bannato, gli unici che hanno bannato sono stati Energetic, Gelindo, e un paio di volte hanno bannato Semino. Energetic sempre. Energetic sempre. Poi ogni, un paio di volte Semino, e il resto delle volte sempre non mi viene il nome, Gelindo. Spence è ripreso comunque col grab, perché adesso sì, qua ha recuperato. No, infatti qua mi sto zitto. Addirittura può andare a cercare il gol. Vabbè, da solo è molto difficile. Qua addirittura gli arriverà sicuramente il grab da Cursed. No, arriva sì, adesso. Infatti. Però arriva, attenzione, che Cursed ha preso parecchi danni. Però è rimasto comunque in vita, quindi riesce a recuperare tranquillo, sì, e continuare a mantenere il 3v2. Sì, sì, la superiorità numerica. Errorissimo qua da parte di Tribe Tom. Qui Tom non l'ho capito. Avevo appena letto nei commenti Seba che scrive troppo forte Tom. Niente, dobbiamo stare zitti oggi, ragazzi. Che la tiriamo subito. Erroraccio qua da parte di Tom. Errore ancora da parte di Semante. Sì. Oddio, mi sono perso. Era il grabber dei Tribe, mi sembra, sì. Sì, sì, Spen. Pazzesco il fatto che comunque sia... pazzesco. Pulito così. I Tribe adesso devono stare attenti, perché ribadisco, i Tribe devono vincere. I Tribe, se vogliono recuperare anche gli SK in classifica, devono vincere. Infatti chissà se... No, vabbè, ovviamente sto scherzando, ragazzi. Però se ci pensi... Se i Clash fossero stati anche già qualificati... Cioè, se avessero avuto la matematica sicurezza di essere già qualificati, potevano fare le biscottate contro i Tribe e far passare gli SK. Perché durante le qualificazioni questi quattro team si beccano sempre, e tra di loro almeno due volte si beccano, e potrebbero far vincere più facilmente gli SK e farli passare. Però no, ovviamente, ragazzi, stiamo parlando di fantacalcio, stiamo parlando. No, infatti. Sì, sì, sì. No, anche perché i Clash non sono ancora matematicamente qualificati. No, siamo sul 2-1 da parte dei Tribe, quindi quel 3-0 che avevi ipotizzato prima non sa da fare. Qua si va a giocare nella fantomatica mappa della tartaruga, proprio si chiama così, ragazzi. Sì, dobbiamo aspettare. E qui Colt, Gigi, cosa mi dici? No, non lo Io vediamo. Io Colt qua ce lo vedo ancora di più. Sì, ma... Io ti dico, qui secondo me andremo a vedere probabilmente di nuovo Brock, Maxine sicura al 100%, Bombardino. Non mi viene altra gente. Non so se qualche tank, ogni tanto qui Bull si è visto addirittura. Sì, io ci vedo tanto, io ci vedo anche tanto Rico in realtà, però io Rico ci vedo. Guarda Brock, Maxine... E c'è Spike. E di là Brock Maxine. Rico, guardalo. Sì, l'ho detto. Sì, sì, sì. Il buon Rico si è visto finalmente. Il mio brawler preferito non poteva mancare. Ma Gigi, ma qual è il suo brawler preferito? Mi risponda a questo domanda. È Mr. P, perché il mio animale preferito sono i pinguini. Ecco. Ho capito. Troppo carini. Quindi io le consiglio di mettere Brawl Stars in francese. Perché? Signor Gigi, lei deve fidarsi del signor Fer. Lei metta Brawl Stars in francese. Vabbè. Poi vedremo la sua libidine quando leggerà Monsieur P al posto di Mr. P. Monsieur P. comunque, ridendo quindi... e scherzando, Jadon con Stecca sta facendo venire il mal di testa a Tom, eh? Sì. No, Tom ha avuto difficoltà contro lo Stecca. Infatti guarda come i Tribe non abbiano ancora fatto danno. È uno studio di trigonometria, praticamente. È una... Sì. C'è una geometria dietro. Mamma mia. Qua Jadon ha già davvero bene. Per carità, siamo stati tutto il tempo a parlare di quanto Jadon non fosse a livello di Twisty Tweak, e rimaniamo comunque tutti della stessa idea.
Però qui con Stecca sta facendo davvero un ottimo lavoro, dobbiamo dirlo. Ok, scusami se ho mutato un attimo. No, guardi, cioè, lo stanno, ho visto che lo stanno distruggendo mentalmente, però adesso vediamo se effettivamente riesco a recuperare, perché i presupposti ci sono tutti, nel senso, sì, c'è, nel senso non c'è questa differenza così abissale, no, da, no, da, no, dire, no, non ci riesci più. Però comunque sia Rico, io l'avevo detto, perché oltretutto ce lo vedo, No, insomma, assolutamente, Enrico, ma anche lo stesso Colt in realtà ci sta, Però effettivamente per andare a provare a counterare una Maxine, Stecca può essere un po' più indicato, perché ti viene a colpire dietro i muri, ti viene a fare i rimbalzini. Maxine comunque ha poca vita, quindi rischi di non riuscire. Guarda qui Stecca, mamma mia i danni. Di là la signorina Maxine da sola non credo che riesca a fare la doppia, ci fanno la doppia inquadratura. Sì. E però c'è quel 15% no, che credo. No, non si fa più, non sa da fare più nulla. Oddio! Come? Oh, beh, Gigi, questa ma qua chi è la live ha fatto tutto quel danno? No, è la live delle gufate. È la live delle gufate. No, basta. Vabbè, ma Spike non può fare tutto quel danno lì. Oh, regà, ma hanno fatto hanno fatto 17% in un secondo. Hanno fatto 17% di danno in un secondo, ragazzi. No, per carità, uno può... Guarda quanto cazzo sotto. Guarda che azione. Guarda, no, Spike, beh, guarda, non sbagliava un colpo. Raga, io capisco le gufate per 0,25. C'ha ragione Zizi Luke. C'avete ragione, l'abbiamo tirata, quello che volete. Ma a 4 secondi dalla fine, 35% di differenza. Ditemi voi se non... Cioè, com'è possibile? No, io veramente non... Anche sì, anche la ulti di Brock, però in realtà sono stati gli spini di Spike che sono entrati proprio sulla cassa. Ora qui Carla sinceramente non l'ho capito. E qua abbiamo di nuovo il Rico. Guarda, io veramente è una libidine per me vedere Rico usato nel, sì, competitivo, perché fanno quei rimbalzini proprio, sì, quelli gustosi. No, belli. E guarda, bella la kill di Tom. Sì, ma non ho capito il Carla sinceramente. Ti aiuta adesso che hai... Ma c'è questa cosa di partirsi con la scelta un pochettino più strana. Sì, però... Belle le hit di Spen, ha fatto veramente molti danni con Brock in quella fase lì. Bella partita. Anche questa. Ancora? Lì fa... Aia. Diciamo che no, quelli sono danni abbastanza sì, pesanti. Ma guarda di qua adesso i God Magic, Symantec da solo non so quanto riesca a fare, anche perché ha poca vita. Infatti prendono parecchi danni, non riesce. Dai, Symantec, niente, non riesce a prendere il Brock. Qui Symantec, devo dire la verità, ha difeso un po' a caso, cioè non riusciva a prendere il Brock, non ho capito per quale motivo, però ribadisco e torno a dire che il Carl... non lo so. O gli avrei cambiato Stecca. Abbiamo solo che Brock si conferma come brawler per le Haste. Sempre. In tantissime mappe, ragazzi. È una cosa pazzesca. E work sempre molto bene. Rico qua, perché è la scelta un po' particolare. Sicuramente anche il Carl, il Symantec, che è stata un'altra scelta molto strana. Però sì, ragazzi, il bello secondo me è proprio, eccolo lì, anche Spen con Rick. No, dico, il bello, sì, è proprio vero, quello secondo me nel competitivo, trovarsi queste alternative così. Qua abbiamo addirittura una comp completamente speculare. Sì, adesso si sono proprio copiati. Ma è un po' quello che avrei fatto anche nella partita precedente a quel punto, perché cioè se tu vai a mettere un Carl per counterare uno Stecca così, cioè, a quel punto è meglio mettere un altro Stecca. Poi, per carità, uno deve anche sempre considerare i player che ha in considerazione, perché nel momento in cui tu sei un pro player, ok, io sono sicuro che tutti questi player sappiano usare perfettamente tutti i brawler.
Però è normale che nel momento in cui l'avversario sa usare in maniera perfetta un determinato brawler e tu non hai un giocatore che lo sa utilizzare fino a quel punto, è inutile andare a copiare la comp. Quindi magari ci può essere dietro una scelta del genere. Però sinceramente qui Spen non sta facendo muovere Jadon, per esempio. Quindi mi chiedo ancora a maggior ragione perché prima non abbiano fatto una scelta del genere. Guarda, guarda, guarda. Cioè Spen non sta più facendo muovere Jadon. Quando hanno cambiato la comp così stanno dimostrando... su questa specifica comp speculare, guarda, guarda, cioè Spen da solo, cioè è pazzesco, eh? Cioè Spen con Steak è un mostro, ma perché non l'hanno fatto 112, prima? 112, Sam Bentley, lo facciamo sempre notare. Sì, 112. No, e, ragazzi, cioè pazzesco. Non abbiamo anche quella ultima, non la usa. La recupera con calma. Sì. Va a rompere e attenzione, Rico spreca quasi la ulti. Spreca quasi la ulti, ok. Attenzione, la ulti Brock, di Brock. Attenzione, più che altro che... Ok, va giù. Eccolo lì, sì, va giù. E qua sono danni. Aia, 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 aia. No, niente, riesce. No, Symantec. Tutto male, potevano farne molti di più. Potevano sì. Forse addirittura quasi chiudere in quella fase. Però anche i Code Magic si sono posizionati molto, molto bene per difendere. E qua, ragazzi, 68 no. Di vita. Guarda, Tom non riesce a mandarci dentro un colpo. Oddio, la difesa di Cursed. Ma che ha fatto Cursed? No, body block proprio, ma pazzesco. Pazzesco come Cursed abbia fatto quel body block. Comunque, ragazzi, io torno a ripetere, Code Magic senza Twisty Tweak qualche scalino sotto. Nulla togliere a Jadon, ma l'unica volta in cui Jadon ha dimostrato di poter combattersela contro i Treb è stato quando aveva stecca, ma appena Spence ha messo stecca, Jadon non ha più fatto nulla. E questo la dice lunga, eh. Io prima, Gigi, ho detto che volevo il replay, mi hanno risposto veramente dalla regia dicendo che me lo mandano. Ma oh, ma qui, ma signor Ferre, ma perché... No, lo so. Dai, volevo mandare un saluto. Mandiamo un saluto allo staff di Brawl Stars che ci sta seguendo, grazie. Grazie come sempre. Grazie di tutto, ovviamente. Assolutamente Eccolo qua, Falcone. Tra l'altro, mi sa che sei leggermente più avanti di me. Aspetta, mi metto a paro. Metti per due. Sì, mi metto per due. Ragazzi, state per vedere cose strane. Stavo per vedere una live in per due, ma perché così ci mettiamo... Spen 42 kill, 16 Madonna. Ulti caricate. Ma lo sai che mi sa che eravamo parecchio indietro? Mi sa che te lo devi mettere anche tu per due, perché adesso devi mettere tu a pari. Io adesso sono a vedere il replay di Siege... A 23 secondi. Ah, ok. Niente, si è bloccata la live. Ok, va bene. Ok. Adesso appena comunque... parte il punto alla rovescia in basso a destra, vediamo se ci siamo messi in parità. Io, se la situazione è questa qua, faccio un piccolo recap per chi ci sta seguendo. Vai. E di un paio di mappe, poi magari ne parleremo a dovere, però... E abbiamo visto in Dune Brillanti Max, Rico e Brock come comp definitiva. In Brawl Trafford abbiamo visto Jhin come mid e Max e Karl come lane, come combo, come proprio comp definitiva, sì. Ok, proprio consolidata, nel senso che hanno utilizzato entrambi i team. E, ovviamente tutto questo al netto di Gale, Energetic e ogni tanto semino bannati, quindi ovviamente questi cosa sono i brawler super nel meta, anche Mr. P. Però effettivamente nell'utilizzo quotidiano che fate i Brawl Stars per divertirvi, queste sono le comp che vi consigliamo. E per quanto riguarda Pronti al Pericolo, invece abbiamo visto uno spettacolo assurdo prima, perché ci siamo beccati due comp, un Poccio doppio tank, sì. Che aveva praticamente il primo. E Jeti come tank, e poi il secondo, Gigi, un dettaglio che non abbiamo neanche considerato, era un tank doppio thrower, ma il tank veniva usato come mid. Sì, c'è cioè, era, no? Esatto, e poi Selene e Barley come lane. Sì. Abbiamo visto delle comp incredibili, veramente. Io me le sono segnate, raga, perché meritano veramente di essere provate in live o comunque di essere giocate. No, assolutamente, sono d'accordo. Tra l'altro, qui andiamo a vedere qual è la prossima sfida, ovvero i Tribe, che con una vittoria anche sugli SK, credo che iniziano davvero a pensare di potersi qualificare abbastanza, non dico facilmente, ma con quest'altra vittoria sugli SK Gaming si avvicineranno parecchio. Ecco le qualificazioni di giugno, ragazzi, e i signori dei Clash hanno perso proprio contro gli SK, attenzione.
Perché, perché prende le partite che fanno vedere lì, signor Ferre, sono le partite delle qualificazioni. L'ultima partita delle qualificazioni per appunto la fase finale. Eccolo, YD. Sì. YD, Skyritz. Skyritz è molto bravo, a me piace, soprattutto con Brock. Chissà se lo vedremo utilizzarglielo anche oggi. E raga, questa partita è molto importante, forse anche più importante di quella di prima, perché mentre quella di prima poteva essere una finale anticipata, perché i God Magic sono già qualificati e i Tribe ormai sono mesi che dominano incontrastati. Ma l'hai visto i ban? No. Ok, what? Io sono parecchio più avanti di te, però qua abbiamo avuto una conferma, no, lo speed un attimo. Morti? No, raga, ma di che stiamo parlando? Perché? Allora, io adesso già so cosa scriverà la chat. Non la leggo un attimo, già lo so. Hanno tolto Mortis a qualcuno. Ora non so chi tra i tre di SK sia forte con Mortis. Però sicuramente adesso in chat scriveranno che c'è qualcuno in SK che è fortissimo con Mortis. Ora, questo ragionamento lo fece già anche un team americano che bannò Mortis e tutti in chat hanno iniziato a scrivere: no, perché quello lì è troppo forte con Mortis. Ma io sono anche d'accordo, raga. Ma Mortis l'abbiamo visto utilizzare una volta e ci ha preso le pizze. Spammano in chat un nome insistentemente. Mortis YD, YD. Infatti, Mortis YD, Mortis YD, Mortis YD. Tra l'altro, ragazzi, mi avete scritto che il migliore al mondo in realtà era un americano. L'altro. C'è sempre qualcuno migliore al mondo quando bannano Mortis. Ma la cosa bella, ragazzi, è che non hanno bannato Energetic. E guardate un po'. Energetic da una parte, Energetic dall'altra. Sarà un disastro, Gigi. Sì, sarà assolutamente un disastro. Comunque sta dicendo, loro hanno detto bagniamo noi Energetic, esatto. Cioè bagniamo noi Gale e poi bagneranno Energetic, no? Esatto, no. Esatto. Ma tra l'altro, raga, quello che stavo dicendo è che questa probabilmente è una delle partite più interessanti, se non la più interessante della giornata di oggi, perché i God Magic sono già qualificati, ma qui entrambi i team si stanno giocando la qualificazione e dato che i Tribe sono i favoriti, tra virgolette, ma gli SK hanno più punti in classifica rispetto ai Tribe, rimane davvero molto interessante perché... perché comunque i Tribe adesso non possono più sbagliare nulla e devono vincere per forza. Perché una vittoria degli SK potrebbe mettere in discussione la qualificazione dei Tribe. E detto molto sinceramente, mi dispiacerebbe molto non vedere i Tribe in finale, Cioè, non vedere i Tribe in finale sarebbe quasi paradossale. Anche perché se i Tribe avessero partecipato Energetico, veramente, secondo me caratterizzerà tutto questo set, cioè, sì. Tutto questo match sarà una cosa assurda. Sì, effettivamente. Cosa ci combina, però... Prima ultima parte sei Mantec nel frattempo. Comunque... qua Skyritz, come va a fare quella kill con Energetic? Attenzione, proprio viene ucciso. 116! Ma... Non è impossibile 116, com'è possibile? com'è possibile? Oddio, 8 a 6! Ah, errore! Attenzione, YD fa una kill molto importante, però è il vantaggio del Tribe. Ma io già l'ho finita la partita, so già nei replay, signor Ferre. Ah, pardon. Allora, mi chiedo scusa, gli do di nuovo un po' di... No, no, figurati, vai, metti sto per due che... Avanti, signor, sta avanti, lei. Sì. No, ma è clamoroso come... in questo caso che appena non è stato bannato Energetic, boom, tutti e due subito hanno iniziato a utilizzare Energetic. Incredibile, ragazzi. Raga, un bel mi piace per Energetic, lo dobbiamo lasciare, che io ormai avevo perso le speranze nel vederlo, No, ma ci sta anche, perché l'ultimo provo introdotto è quello che genericamente sembra un pochettino più forte. Sì. E quindi ci sta che venga bannato. Lasciarlo scoperto è un po'... Cioè, addirittura certe competizioni fanno un global ban, quindi bannano a prescindere il nuovo brawler subito. Sì. Però effettivamente non lo so. Adesso vedremo effettivamente se aver bannato tutte queste partite Energetic è stato poi così effettivamente efficace. Anche perché è un brawler abbastanza prevedibile per il fatto della star power, che al momento attuale ce n'è solamente una. Quindi non c'è un'altra star power che dice vabbè, può avere un'altra star power. Sì. Cioè sai già esattamente che punterà a caricarsi la ulti.
cioè sai già come si muoverà Energetic, però comunque sia, per dire, il gadget è imprevedibile, perché anche il gadget è un solo, ma lo fate trasportare, e quindi ok. Allora, signor Gigi, come la vede con tutti quanti che giocano a destra? No, ma questa cosa ne parlavamo anche con Nemos, me l'ha fatta scoprire il signor Nemos, che appunto un giorno mi disse: no, ma questa mappa al di fuori i team competitivi se la giocano da una parte e dall'altra. Dico, boh, vabbè. Però quando la vedi è tutta... cioè, è veramente strana questa mappa così, eh? Eh sì. Però erano partiti strana. Tutti quanti su con un fight a destra e non capivo. E... adesso sì, effettivamente questa mappa qua si gioca sempre con i brawler tutti a un lato, questo assolutamente. Ma però io... dipende anche dalle comp. Sì, certo, ovvio, dipende anche moltissimo dalle comp, dipende. E attenzione, perché qui Tom deve stare attento al Jackie. Ok, lo utilizza. Ma anche al Achille con Brock, perché lo one shot, eh. Sì. Oh, attenzione, lì Simantec muore. Con Jackie può usare gadget e la ulti per difendersi. E invece con Brock no. Brock se lo piglia due volte è finita. Ma sappiamo che adesso gli SK, oltre al vantaggio di stella, hanno anche un vantaggio di energetic, perché praticamente l'energetic di Skyritz ha già due potenziamenti in più rispetto a quello di Symantec. Diventa poi troppo difficile da gestire. Qua infatti un'altra kill, credo che questa sia un livello per diventare veramente pericoloso. Qua azzarda veramente, può permettersi anche di azzardare un push. No, qua è andata proprio. Ciao. E parte Star Wars qua, ragazzi. 9-0. 3-2-1, via, andata. E si portano a casa, ragazzi. Aspetta a dirlo, sempre all'ultimo secondo, Gigi, non diciamo più niente. No, perché io già... mi sa che tu sei ancora indietro, signor Ferre. Cioè, il mio 3-2-1 era 3-2-1 effettivo. Ah, ok. No, io ero tipo un secondo indietro ancora. Ah, ok. Se no, prova a rimettere il per 2. L'ho fatto, signor Gigi. Tipo, adesso l'ho fatto e mi è andato a tappo, in teoria. Allora, io in basso a destra ho 19 secondi, 18 secondi, 17 secondi, 16 secondi, 15. Io ho 12, 11, 10. Ah, ok, perfetto, sì. Qui è dietro lei. No, è perfetto. 6, 5, se... giusto proprio di qualche millisecondo. 3, 2, 1, sì. Next, no, soon, ok. GGSK, sì raga, questa qui l'hanno giocata decisamente meglio. Diciamo che gli SK li ho visti un po' più cattivi, eh. Cioè, nelle ultime uscite sembrano davvero che ormai fossero lì giusto a regalare il posto ai Tribe, che erano prossimi a qualificarsi. Invece devo dire, ragazzi, che già in questa partita si capisce che non hanno tutte queste intenzioni di lasciare il posto ai Tribe. Sempre togliendo il fatto che non lo tolgano ai Clash, perché comunque anche i Clash sono ancora a rischio. Anche se però la vedo un po' più difficile, perché stanno davvero molto più in alto. Vediamo. Cerchiamo di capire adesso cosa decidono di fare. Vediamo la mappa, vediamo la comp e vediamo un attimino come si portano a casa, cioè chi si porta a casa questo primo set, che è sicuramente molto importante. Allora, la comp si conferma, no? C'è un Mr. Peach, un Jin. Cioè praticamente può essere interessante la comp dei Tribe. Ma gli SK hanno copiato la comp che hanno battuto 9-0 nella partita prima? Cioè, fammi capire perché. No, questa non l'ho capita. Non lo so. Questa non l'ho capita. Vabbè, non è... hanno un semino. Semino prima c'era? No, gli SK prima non avevano semino. Prima avevano Jackie e Brock. Ma semino proprio non si è visto prima. Quindi in realtà no, è una semino li avevano i Tribe. I Tribe avevano semino. Semino tick. Te l'ho detto, gli SK hanno copiato la compa che avevano prima i Tribe. Sì. Hanno rimesso la stessa comp di prima. Non so. Non so effettivamente cosa gli frulli nella testa. So solo che effettivamente gli SK sono in vantaggio di un punto. Sì, no, infatti. Ma io sinceramente più che loro quasi non ho capito i Tribe con il Mr. P. Non lo so.
Dici che ci avranno la sindrome di Pokutsu, quello di prima che continua a usare. Sì. Guarda. Stanno giocando davvero male. Dici che Tom verrà sgridato per aver usato. Probabile. Un di vita. No, vabbè, ma io credo che comunque le gomme le decidano insieme. Quindi. No, scherzo. Però. Sì, no, diciamo che per un attimo li ho visti davvero in difficoltà. Ora hanno rimesso la situazione in pari. E possono anche cercare di vincerla sta partita perché hanno poca vita agli altri. Bravissimo Achille che riesce a sopravvivere con 37 punti di vita. Grabba il semino ed eccolo lì. Eccolo. Non fa come dopo la buttata. L'hanno giocata male fino a 2 secondi fa, Stavano giocando davvero male i Tribe sul 3-0. Poi si sono un attimo svegliati. Ragazzi, cioè insomma, GG. Hanno fatto sicuramente il grab di Spen è stato quello un pochettino risolutivo. Sì, sì, quello hanno rimesso in chiaro la situazione. Però devono stare attenti i Tribe perché gli SK sono davvero 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 agguerriti quest'oggi. Anche i replay sono interessanti. Guarda lì che grab che c'è stato. Sì. Statistiche. Le statistiche. Guarda in realtà come siano andati meglio gli SK. Hanno fatto più kill, hanno guadagnato più stelle. Però ovviamente avendo fatto quel 9-0 è tutto lì quel vantaggio, no? Le altre due partite le hanno gestite meglio i Tribe. Quindi primo set a favore dei Tribe. Vediamo un attimo. Bella, questa mi piace. Qua Colt lo vedremo secondo me. Qua Daryl Brock Colt. Se ci vuole sorprendere, Daryl Brock Colt. Allora, se ci fosse stato Gelindo, avrebbero utilizzato sicuramente Gelindo. Non essendoci Gelindo, io ti sparo un Brock Maxine Colt. Anche Semino, però in realtà ci può stare. Io ti dico appunto Colt, Daryl e Brock. Vediamo un pochettino. Sono curioso. Sì, sono curioso anch'io. Vediamo. Ah, ma energetic. Ma ci siamo. Aspetta, energetic. Fermi. Staccate. Ma abbiamo capito il gioco, giusto? C'è energetic. Ormai io energetic l'ho eliminato, raga. Perché. No, ovunque. Ah, Brock. No, Brock Maxine, ok. Però è tutti perché comunque sia Brock l'hanno detto entrambi. Sì. Colt sì. Non c'è. Daryl non c'è. C'è Maxine. Sì, no, Maxine l'avevo detta anch'io. Maxine l'avevo detta. Carl mi ha un po' sorpreso, però effettivamente ci sta. E energetic, ragazzi, non l'avevo completamente preso in considerazione perché non. Fai i suoi danni. Ma diciamo che con energetic mi sembrano un po' più preparati gli SK. Probabilmente i Tribe si stanno un attimino pentendo di aver bannato Mortis e non energetic. YD può essere forte Mortis, quanto volete con Mortis. Non so che spettacolo che ci poteva uscire. No, ma poi un bel Mortis in East. No, esatto, cioè nel senso Mortis non credo che l'avrebbero utilizzato in queste due mappe, voglio dire. No, non credo, io. Quindi. Però è strano che un player arrivi a fare così tanta paura con un brawler, addirittura bannare un brawler che non è nel meta, cioè. Sì, no, ma infatti io non la condivido come scelta. Fino adesso tutte le volte sono state fatte queste scelte non hanno portato a nulla. E anche oggi sì, stanno vincendo, ma stanno rischiando anche vabbè. Skyritz con energetic è una bestia. E fa un pacco di danni però col potenziamento ormai. Ciao. Ma energetic cioè. Portata al massimo diventa davvero devastante. Ha bisogno del nerfino, Avrei bisogno del nerfino lo zio. Poco preparati i Tribe con energetic, devo dire la verità. Purtroppo se la portano a casa così. Sì, l'1-0 schistino. Che quindi possono tranquillamente portare set a pari. Io continuo a fare affidamento su un Daryl, l'arrivo di un Daryl, però magari mi sbaglio. Raga, ma YD può essere forte quanto volete con Mortis, ma secondo voi avrebbe utilizzato Mortis in questa mappa? Io non credo. Avrebbe utilizzato Mortis nella mappa precedente? Io non credo. Hanno utilizzato energetic? Sì. Quindi è palese che la scelta di Mortis fino ad ora è sbagliata. Poi se la terza modalità, ora non me la ricordo, è Foot Brawl,
e magari l'EYD era un mostro con Mortis e la mappa prevede l'utilizzo di Mortis, allora ok. Ma per adesso siamo in due mappe dove Mortis non c'entra niente, non l'avrebbero comunque utilizzato e l'hanno bannato a caso. Esatto. Poi raga, molti stanno scrivendo, forse non conosci YD con Mortis. Raga, è diverso usare Mortis in competitive piuttosto che in ladder. È diverso, raga. Poi che sia un ottimo player, siamo d'accordo tutti. Quello siamo però... tutti d'accordo, ma per carità, assolutamente. Però... Qua la comp cambia ulteriormente via Max e diventa un Carl energetic e sì, Brock. I Tribe hanno copiato gli SK perché se gli SK avevano già questa comp. Skyrix ovviamente sempre un potenziamento avanti a Symantec. Ne va a fare un altro probabilmente adesso perché ha colpito Spen molto. Ragazzi, Skyrix è una bestia con energia. Cioè, io sinceramente avrei molta più paura di Skyrix con energetic piuttosto di... Vuoi dico Mortis, ma non tanto per il giocatore, ribadisco, ma per il meta e per il brawler. Ho più paura di Energetic che di Mortis. Fai bene. Guarda poi come schiva con la ulti. Cioè. Guarda. No, non ha senso di esistere. E poi più che altro, cioè, vedi che vantaggio che c'ha adesso rispetto a Symantec. No, guarda, cioè, ragazzi, Skyrix sta giocando da solo praticamente. Guarda. Cioè, raga, di che parliamo? Comanda lui, Sì, no, raga. Cioè, sta facendo il bello e il cattivo tempo. Cioè, guardai Skyrix. Venitemi ancora a dire che è stato buono bannare Mortis. Riparliamone. Mamma mia. No, ma sta giocando solo lui, raga. Cioè, nella parte sinistra non ci possono più andare... i Tribe, perché cioè, ormai è dominata da Skyrix. No, raga, cioè... sta tenendo mezza mappa da solo. Non ha neanche bisogno del compagno. Il compagno non spara, fa tutto lui. Sì, ecco un'altra. Arriva a zerare. Niente, raga, cioè niente proprio. Ora vediamo quali sono le prossime mappe. Se nelle prossime mappe effettivamente YD avrebbe potuto utilizzare Mortis, allora ha un senso. Però fino adesso no, cioè secondo me anche la partita di prima e ricercati l'hanno un po' buttata agli SK, cioè io gli SK li sto vedendo superiori ai Tribe, essere sincero, perché anche la partita di ricercati secondo me hanno sbagliato la comp. È vero, infatti io subito avevo detto, guarda le statistiche. No raga, cioè hanno... I Tribe hanno vinto i ricercati perché l'hanno buttata agli SK prima, No, boh, guarda, tipo... voglio vedere. Io subito dicevo non vorrei essere nei panni degli SK vedendo giocare i Tribe contro i COD, ma adesso dico... non so. Trid di nuovo l'abbiamo perso. Sì, di nuovo l'abbiamo perso. Ma magari avrà problemi di connessione, penso a sto punto. Mortis, ragazzi, nemmeno qui ce lo vedo però, sinceramente. Cioè, ma che ban è Mortis in questo frangente? L'unico davvero era un po' Canal Grande. Però ragazzi, se ci pensate, Canal Grande ha quei due fiumi al centro, per cui Mortis può passare o da dietro o da lì al centro o da davanti e lo counteri. Boh raga, non la capisco. No raga, Mortis sta mappa, no raga. Ha incontrato Wildin Ladder, è rimasto traumatizzato. No ragazzi, non ce lo vedo neanche qui Mortis, sinceramente. No raga, non sono d'accordo. Non lo so. Vabbè, qua è una... questo qui è una mappa dove c'è un fortissimo controllo della lane con i long. Non ha senso mettere un morto. No, cioè, raga, qui hai energetic da una parte, Pam dall'altra, Mortis non si muove proprio. Raga, non mi venite a dire che Mortis qui ci sta, perché non ci sta. Non ci sta, ragazzi. Boh, non lo so, raga, comunque in questo frangente sto già vedendo un po' più di parità, tra virgolette, nel senso che Skyrix era fino a poco fa che ha un potenziamento superiore rispetto a Spen, che però... Invece no, adesso ha recuperato un po'. Sì, adesso ha recuperato un po'. Tra l'altro hanno cambiato, perché prima Symantec stava utilizzando Energetic, adesso l'hanno cambiato in Spen. Stanno giocando come Canale Grande, tutte a destra e a sinistra, non in alto e in basso.
Attenzione, di usare il gadget. Sì, attenzione. E adesso si va a curare. 200 di vita. Riesce. Ancora tranquillamente la possibilità di recuperare tutto. Bravissimo YD con Pam, comunque sia molto bravo. Grande quick spam. Qua ragazzi possiamo vedere che la ulti di Carl si contra anche con la ulti di Surge. Sì, bravi. La ulti di Carl è veramente contrabilissima con qualsiasi cosa. Bravi ragazzi. Skyrix col gadget ancora a disposizione. No ragazzi, tu, gli SK con Energetic nettamente superiori. Mamma mia, bravi. Niente, a me si è bloccata la live. Anche a me. Okay, non toccare niente. Ok. Ogni tanto lo fa. E signor Gigi, vediamo effettivamente cosa. Se vanno a vincere il 7, si porta in vantaggio gli SK a sto punto. Sì, se vincono gli SK vanno ad un 7 dalla vittoria. Sì, assolutamente. Non lo so effettivamente cosa possa inventarsi in questa mappa. Secondo me devono. Cioè, Pam in realtà ci stava anche usare la lane. Ok, mettono Pam anche dall'altra parte. Sì, decido di togliere Pocio. Spen qui utilizza subito il gadget, forse un po' sprecato. YD vince contro Surge e mid. E Skyrim fa delle ulti e va giù anche lui, no. Raga, gli SK li vedo cattivissimi. Molto bravi. Molto bravi. No, veramente, sembrano quasi un altro team rispetto agli SK che avevo visto prima. Cioè, sono un altro team. Però, effettivamente, cioè... Mamma, pazzesco, ragazzi. No, sta facendo una bellissima gara. Non pensavamo mai più che avrebbero fatto... Che avrebbero giocato così bene. Però in effetti YD, Achille, cioè, e Skyrix. Cioè, no, ma per carità, ma sono tutti giocatori assoluti. Ma infatti gli SK, nonostante il dominio degli altri team in questo momento, meno male ogni tanto si qualificavano, le loro belle partite facevano. Più che demerito loro, erano merito degli altri. Cioè i Tribe e i God Magic avevano raggiunto un livello talmente troppo alto che gli altri non potevano più far niente. Però adesso stanno riuscendo in qualche modo, si saranno ovviamente allenati molto più intensamente, avranno fatto in modo di bloccare, tra virgolette, quella differenza che c'era prima e si sono visti i risultati. Beh, assolutamente. Pazzesco, comunque, ci hanno colto le gemme in base, sono già 8. No, non perdono vantaggio ancora. Nonostante la kill... Qui devono riuscire a uccidere Skyrix. Allora, se riescono a uccidere Skyrix e a non fargli trovare, fargli prendere l'ultimo. No, gliel'hanno fatto prendere. Purtroppo gliel'hanno fatto prendere. Non gli devono far caricare l'ultimo. No, ce n'è ancora uno oltretutto. Niente. La prende addirittura Carl con la ulti. Però attenzione, Loro restano a tenere il controllo. Non è un problema. Il controllo tutto quanto. Raga, nettamente superiori. Qua i Tribe mi sa che se la stanno facendo un pochino sotto, perché vittoria degli SK. Se riescono a vincere anche contro i God Magic, vincono questa qualificazione mondiali. E secondo me vanno a mettere anche un bel punto esclamativo sul fatto che ci sono ancora anche loro per la qualificazione. In Europa, raga, gli SK hanno riaperto tutto. Adesso si riapre tutto. E mi dispiace per i Tribe, signori, perché se lo meritavano. Però sinceramente se si fanno recuperare così dagli SK... Stanno giocando benissimo gli SK qua. Sì, no, infatti qua hanno riaperto completamente tutto. Anche se adesso comunque è ancora tutto da vedere, da vedere. Abbiamo addirittura 10 kill da parte degli SK in questa partita. Tanto sì. Hanno giocato molto meglio. No, hanno sicuramente... Ho kill in funzione dei danni, cioè... I danni sono simili, però effettivamente gli SK molto più spesso hanno fatto quel danno in più per killare. Invece i Tribe no. Assolutamente. Decisamente superiori.
e campetto, si va a concludere il tutto in campetto. Qui ovviamente andremo a vedere sempre Surge, probabilmente Maxine, Pam, Brock volendo. Qua anche Mortis ci poteva stare. Forse questa è la seconda mappa in cui Mortis avrebbe potuto avere un senso. Sì, forse diciamo qui, di sì. Sì. Qui sì. Sì, ci però ripeto, stare. Ha senso bannare Mortis per sì, due mappe, ok. Magari sì, allora, in Driver la community fare molto di più con Surge, non lo so. Io ti dico, ho avuto questo discorso anche con i ragazzi del mio team, no? Che ad un certo punto, a delle qualificazioni mondiali, hanno bannato Pocho. Perché non volevano subire contro il doppio tank Pocho. Era proprio il periodo dove tutti utilizzavano il doppio tank Pocho. Okay. L'hanno utilizzato anche un po' per spiazzare gli avversari. Il problema è che in quel team spagnolo c'era un fenomeno con Semino. Ovviamente non hanno bannato Semino. E c'erano i miei che dominavano le lane, li spaccavano in due, eccetera. E poi c'era questo qui con Semino che da solo si faceva full team. E hanno perso 3-0. Cioè hanno dominato tutte le partite i miei. Ma c'era quello lì con Semino che da solo riusciva a risolvere le partite. Tra l'altro in rapina hanno vinto con un 1%, 2%, sono stati anche un po' fortunati. Però il 3-0 è pesante. E lì io ho capito di quanto sia importante banare il brawler del meta che però non sai usare. In funzione anche dello studio di quelli che sono i brawler per gli avversari. Capito? Cioè nel senso, se tu sai che nel tuo team, perché poi ne ho parlato e mi hanno detto che in realtà ce n'erano un paio dei nostri che sanno usare bene Semino, ma non quanto quello spagnolo. Quindi se tu sai che però nel tuo team non c'è uno che sa usare Energetic come gli avversari, boh, sono d'accordo con Mortis, va bene, YD è un mostro, avrebbe vinto le partite da solo, ma comunque Skyrix le sta vincendo da solo con Energetic. Cioè, è quello il discorso. Ma forse c'erano entrambi i rischi qua. Cioè, sia il fatto che YD era forte con Mortis, sia il fatto che effettivamente, dando la libertà di Surge, ci sarebbe stato questo problema. Sì, però oltretutto, sai, ma da dove sono partiti questi giocatori? Ragazzi, vi ricordo che il bello della Championship è che partono sempre dall'evento che ci sta in game. Sì. Quindi effettivamente questa è la possibilità di partecipare a queste super competizioni. Viene data a qualsiasi giocatore del mondo di Brawl Stars. Questa è una cosa molto bella. Cioè, raga, voi dove praticamente loro partecipano alle qualificazioni in game, quelle che ci sono una volta al mese dove dovete vincere le 15 partite, vi iscrivete poi alle qualificazioni e le giocate. Poi ovviamente se arrivano sempre gli stessi è perché evidentemente hanno qualcosa in più di tutti gli altri, perché sono più preparati, sono più competitivi. E lì è normale. Però sì, insomma, il discorso questo, è quello. Questo fight YD contro Symantec, due PAM veramente bravissime. Sì. Ma sicuramente, ragazzi, magari non si aspettavano uno Skyrix così forte con Energetic. Ci sta, perché comunque io credo che non sia facile seguire gli allenamenti di tutti gli avversari. Però se tu sai che nei tuoi non c'è nessuno che sa usare così bene Energetic, comunque lo devi prendere in considerazione. È un errore. Si sei mante, cioè se Skyrix con Surge sta veramente facendo il suo. Che poi vabbè, adesso sono in una situazione di parità, se la sta giocando. Però è veramente difficile. Ma prima in East si è messo a giocare solo praticamente, cioè. No, ma infatti la chiave di questa partita è stata quella, che poi ribadiamo, non è ancora finita la partita, Però guarda anche qui. No, guarda qualche tiro che ci ha pulito da fare. E arriva il gol. Però ragazzi, cioè, il modo di andare a counterare Mortis si trova, il modo di counterare questa Energetic no. Non lo so, rimango comunque della mia opinione. Ne ho un po' e niente, si conclude no, così. No. Si conclude così. E qua gli SK con una singola vittoria possono portarsi a casa la vittoria, appunto, cioè il match. Il match, sì. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Questo per loro è il match point. E quindi, insomma, vediamo se si confermano le comp. Una cosa è certa, Skyrix non lo molla più, Surge. Non lo molla più. No. Ma io adesso sono curioso di vedere
Io sono curioso di vedere nel prossimo match quando gli SK beccheranno i God Magic, che sicuramente a questo punto banneranno Energetic, di vedere come va a finire, perché secondo me se i Tribe avessero bannato Energetic, qui avremmo visto completamente altre partite. Assolutamente. Vediamo adesso effettivamente cosa vanno a combinare in questa possibile ultima partita. Vediamo, sì, perché comunque in caso di vittoria gli SK Gaming chiuderebbero qui il match. Sicuramente ci vedo una conferma di combo per quanto riguarda i Tribe, gli SK. Quindi i Tribe dovrebbero avere la mente lucida in questo momento e cercare di prendere la comp delle SK e trovare un modo per counterarla, cioè ragionare veramente bene su cosa fare. Oddio, Iris. Può essere una scelta, vediamo. Ma contro Piper? Scopriamolo insieme. Vediamo. GG. Secondo me è questo che devono fare, cioè devono azzardare. Ma per carità, sono d'accordo. Quando sei così devi provare qualcosa, non è che puoi stare lì a provare sempre la solita roba. Se tanto non va in un modo, non va nell'altro, devi provare con queste scelte qua, che sono discutibilissime, ok? Attenzione. Però testa. Ah, utilizzano la seconda abilità stellare. Quella della protezione. Hai visto? Strana come scelta. Bella rottura. Attenzione, buono. Che qui Spen pusha Skyrix. Non la sta giocando male, Tom. Per niente, non se la sta giocando per niente male. Cerchiamo di capire effettivamente se riescono a portarsi a casa la partita. Mamma potrebbe mia, essere una bella scelta. Potrebbe essere una bella scelta. Bello jump di il jump la ulti di Skyrix, che ritorna in vantaggio rispetto al surge di Spen. E lì ha un aumento della gittata, che è quello proprio più. No, 420 di vita il surge. Che Piper ha fatto da scudo a surge. Cioè, assurdo. Piper che arriva fa anche da scudo a qualcuno. Ah, Piper addirittura si piazza avanti per prendere la testa di Iris. Mamma mia. E niente, se lo può permettere. Sì, no, ma qua Piper va anche a spaccare. Devono uscire. Skyrix adesso diventa super mega potente. E sarà molto difficile. No. L'abbiamo perso. E quindi è possibile che si vada. Cioè, è possibile. Si andrà sicuramente in overtime. Vediamo se Skyrix riesce a... ma non è detto, è possibile che riescano a segnare anche prima gli SK. No, oddio, Tom con la testina ha preso tutti e due, ok, così l'ha fatto indietreggiare. Bravo Tom. Sì, sicuramente la ulti adesso l'ha aiutato molto. Vediamo... Magari veramente può bastare la fortuna adesso di fare il gol, ma no, c'è uno svantaggio di numerico. C'è uno svantaggio numerico. E Spen rischia anche tutto di andare giù. Aia. Qua devono puntare al pareggio. Qua devono puntare a pareggiarla. Rimettere la palla al centro. Però poi effettivamente una volta che hai pareggiato cosa fai? Provi a ricambiare. No, devono cercare il gol. Devono salire e farlo ora. Prossima partita non li trovano più così indeboliti. Attenzione, arriva la testa ad aiutarli, No, si è teletrasportato, ha provato il tiro. Ma lo sai che questo probabilmente gli costerà il gol? Questo gli costerà la partita. No, lo fa. No, non l'ha fatto. Attenzione. Lo fa. No. Allora, lì è entrato in fase di panico perché in realtà l'avevano parata. In realtà l'aveva parata la Pam, ma non è stata abbastanza lucida da buttare la palla lateralmente. Se fosse stata lucida a buttare la palla lateralmente, ce l'avevano fatta. Però quel tentativo di andare a far gol gli è costato caro. Mamma mia. Raga, gli SK hanno battuto i Tribe. Raga, cioè... È molto, molto, molto più pesante come cosa, perché adesso gli SK mettono una grossa ipoteca sulla qualificazione. Cioè, praticamente...
se adesso i God Magic dovessero vincere 3-0 contro gli SK, allora vedremo primi God Magic clamorosamente dopo aver perso 3-1 contro i Tribe, secondi Tribe, e sarebbe la cosa migliore per loro, e terzi gli SK. Però adesso i Tribe, qualsiasi risultato venga fuori da God Magic SK, mi sa che non possono arrivare i primi. E qui si sono giocati una bella fetta di qualificazione, mentre immagino. Ma Iris effettivamente, attenzione, miglior giocatore, chissà chi, è Skyris con 9 volte Surge utilizzato, ha sempre utilizzato Surge, devastante. 23 kill, 6 ulti, sempre, devastante. Sempre. Comunque, in realtà per le prossime finali Tribe sono qualificati, gli SK no, infatti era il mio prossimo discorso, stavo proprio per parlare di questo, dipende molto... Per le ultime finali, le ultime qualificazioni, chi è qualificato e chi no, perché comunque stiamo arrivando agli sgoccioli. Adesso ad agosto c'è l'ultima possibilità di qualificarsi e sono le qualificazioni che contano per ottobre, che sarà poi l'ultimo mondiale. Quindi avremo i mondiali di settembre e poi ottobre, che sono le ultime due uscite. E gli SK adesso si stanno giocando una grossa fetta perché devono vincere. Se per la prossima volta non sono qualificati, devono vincere per forza. Sarebbe curioso vedere le altre qualificazioni. Cioè, sapere chi sono i qualificati per settembre. Speriamo sicuramente di vedere poi effettivamente cosa succederà. Però comunque sia, qua abbiamo visto secondo me proprio un errore di base, alla base del tutto, a parte dei Tribe, che comunque sia hanno sbagliato completamente la parte dei ban. Cioè, guardate quella piccola grafica che appare, ragazzi, quanto è pesante per tutto il resto della stream. Cioè, veramente troppo, troppo pesante. Leggevo i commenti, un ragazzo ha scritto, Gigi, sì, e finalmente vediamo anche utilizzare Iris senza la tecnica. Adesso io vorrei capire se questo è stato detto perché io tipo, ho fatto un push di Iris assurdo solo con la tecnica della ulti, la torretta di Bo. E quindi magari è una cosa riferita a me, oppure se nel competitive effettivamente è stato utilizzato questa tecnica proprio nelle competizioni che magari hai seguito anche tu. Lo sai che non lo so. Allora, in quelle che ho seguito io sicuramente no, anche il Kiris probabilmente l'ho vista soltanto un altro paio di volte, sarò sincero. Però ti dico che comunque ti ricordo che mi sono perso le finali asiatiche e europee dello scorso mese. Quindi magari l'hanno usata lì? Non lo so. Ok. Non lo so però, non lo so. Ragazzi, ma diteci un po', fino adesso... Vabbè, magari qualcuno ci segue da poco, qualcuno ci segue dall'inizio. Chi è che vi è piaciuto di più come team e come giocatore? Ci sbilanciamo anche noi, signor Ferre? Io però sì, comunque... Vai. Allora... Io direi adesso di votare la parte asiatica, perché in Europa io adesso sono curioso di vedere gli SK contro i God Magic. Però in Asia Ponkotsu lì che si era fissato con Mr. P mi è piaciuto finché poi... però finché poi non abbiamo visto... Intanto guarda i God Magic che ovviamente hanno bannato Energetic. Oddio, non mi ricordo dei B-Boy... Sight, quello che usava Maxine. Sight, mi sembra. Anche lui è vero. Sight è diventato anche molto devastante. Oh, allora, fermi tutti. Prima la chat ha iniziato a scrivere: No, ma qui Mortis YD l'avrebbe utilizzato. Ora, se la chat ha detto, andremo a vedere Mortis in questa mappa. Giusto? No, vabbè. Adesso se YD usa Mortis, deve dare bastonate a tutti. No, deve dare delle bastonate a tutti. E deve far veramente... adesso YD utilizza Mortis e non vince, vi giuro... Vediamo. E fatalità, non c'è Mortis. Ragazzi, ma quando vi diciamo le cose, e fidatevi qualche volta. E infatti quello che volevo dire io. E la cosa peggiore è se non usa Mortis, perché vuol dire che il ban dei Tribe è stato completamente sbagliato. Esatto. Il ban dei Tribe, regà, ha confermato questa cosa, che è stato completamente sbagliato. Raga, ma cioè, nel senso, era palese. Quindi era palese. È stato un mostro sulla parte destra della mappa. Si è messo a coltivare, a fare l'allegro. Sì, YD si è messo lì a coltivare piante. Ma
Ma gliene pianta ancora uno, eh? Sì. Allora, ti dico subito che Skyrix ha l'abilità stellare dei facchini che rinascono tipo alla velocità della luce, quella che piace molto anche a me. Scusa Gigi, non ti sento, se non ti, io non ti sento, tu mi senti ma io non ti sento più per un attimo Ok, perché... Giusto per una casualità. ok. Vai, vai, tranquillo. E Tac. niente, raga, cioè. Jayton invece non l'ho ancora capito che abilità stellare è. Però, raga, è quello che vi stavamo dicendo prima. Cioè, uno può essere forte quanto volete con Mortis o con dei brawler fuori dal meta, ma poi non lo puoi utilizzare in tutte le mappe. Nelle mappe che abbiamo visto prima, l'unica mappa in cui avrebbe davvero potuto utilizzare Mortis era Campetto. Qui no, raga. Qui non mi venite a dire che Mortis qui ci sta, perché magari sì, l'avrete visto utilizzare da qualcuno. Ma perché in quel momento magari andava di moda Semino, magari in quel momento andavano di moda i thrower, andavano di moda i vari lanciatori, no? E quindi a quel punto c'ha più senso. Mi sente adesso, signor Ferre? Abbi pazienza, mi si era scaricata la cuffietta, ho messo l'altra. Vai, vai, tranquillo, tranquillo. No, stavo spiegando ai ragazzi che magari qualcuno mi sta scrivendo, sì, ma qui Mortis l'hanno utilizzato. Sì, ma dipende dal meta, perché ci sta utilizzare dei brawler fuori dal meta. Ma solo se sono utilizzati per counterare il meta attuale. E Mortis, lo dico anche io, qualche mese fa counterava il meta perché c'era Semino. Quindi ci può Esatto. stare che tu utilizzi un brawler fuori dal meta per counterare quel determinato meta. Ma in questo caso Mortis non counterà nessuno del meta attuale. Ci sono pochi che countera, capito? Beh, ma in realtà spesso alcuni brawler entrano nel meta perché c'è qualche brawler Sì. appunto nel meta che riescono a contrare. Non so, prendiamo l'esempio di Maxine. Sarebbe così tanto nel meta se non ci fosse un Mr. P in questo momento in meta? Probabilmente sì, ma non magari così tanto. Cioè, Sì. Maxine la vediamo di più perché si vede di più Mr. P e Mr. P effettivamente viene contratto da Maxine. No, no, ma infatti è quel discorso che facevamo prima, cioè che Maxine ha completamente fatto fuori Mr. P perché Mr. P è un brawler che utilizzano tutti e a quel punto Maxine viene utilizzata più che per le sue capacità, che comunque a me Maxine è uno dei miei brawler preferiti, mi piace un sacco. Però è palese come la gente la utilizzi soltanto praticamente per paura per Mr. P. Sì, infatti. E comunque sì, adesso vedremo un pochettino. Questa prima partita, insomma, è andata così, ragazzi. Ha subito visto gli SK senza Mortis e senza cose Sì, impressionanti. sì, sì, Perché poi sì. oltretutto non è che dici non ha messo Mortis e hanno perso, hanno pure vinto. Pure, esatto. Qua è interessante Tara e Bo. Sì, qua sono interessanti Tara e Bo che entrano a far parte di questa mappa. Intanto ringrazio Alessio per i 2 euro. Un bacione. Grazie della donazione, Alessio. E Ci ho offerto il cosa? caffè, ragazzi. Ci ho offerto il caffè, Alessio. Esatto, ci hanno offerto un bel Lo devo ancora caffettino. mangiare, Alessio. No, comunque, a parte anche quello, Gigi, ma che live sta uscendo? Mamma, no, veramente Super live. pazzeschi, no, ma tutto merito dei giocatori che veramente. Ma l'ho detto prima, questo meta ci offre davvero una moltitudine di possibilità infinite. Ed è anche grazie a Supercell che sta inserendo sempre più gadget, sta inserendo sempre più cose, ci sono sempre Dai più gadget brawler. proprio la meccanica Eh che sì. va secondo me a il meta proprio secondo me è basato anche sul discorso proprio dei bilanciamenti che hanno i brawler, cioè in questo Anche momento non certo. abbiamo un Brawl Stars dominato dai Brawler, non abbiamo un Brawl Stars dominato dai fisici, non abbiamo un Brawl Stars dominato dai long, cioè sì forse c'è un pochettino di più un'attività da parte dei long in questo specifico momento. Però è tutto sommato abbastanza bilanciato. È una Sì. buona Diciamo situazione. che prima dell'avvento dei gadget i long dominavano ancora di più. Cioè, prima dei gadget i tank non si vedevano mai, eh. Cioè, i Esatto. tank nel competitive, dico, parliamo sempre di competitive, ragazzi. Prima i tank non si vedevano praticamente mai. E questo effettivamente non è una cosa poi così scontata. No. Perché io vi dirò, quando è uscito Semino. E lo prendo sempre come esempio perché secondo me merita. E quasi non dico che smisi di giocare a Brawl Stars, però mi passò un pochettino la voglia di giocare a livelli alti Di scalare.
perché aveva veramente rotto completamente il meta. Sì. E infatti poi Super Saiyan andò a bilanciare quella, andò a bilanciare parecchie volte la cosa di Semino. E ancora forte adesso, quindi potete solo immaginare quando era stato introdotto quanto era forte effettivamente. No, beh, Semino all'inizio era ancora devastante. E comunque sia, alla fine della fiera il risultato è che in questo momento abbiamo un gioco che è veramente godibile, diciamo così. Sì, no, assolutamente è uno dei suoi momenti migliori, sono d'accordo. Tra l'altro, curioso come i God Magic stiano continuando a far giocare Jadon e non Twisty Tweak. E vediamo come gli SK hanno nuovamente dominato anche la seconda partita e si sono portati a casa questo primo set di Arraffa Gemme. Qui, ragazzi, bisogna stare attenti, eh. Sì, anche quello fa. Tra l'altro, ragazzi, siamo... Questo... Twisty non sappiamo effettivamente dove sia finito. Twisty, se ci sei, batti un colpo. Comunque doppi delle kill per quanto riguarda le pagine. Sì, no, hanno decisamente dominato. Comunque, raga, mancano poco meno di 300 like ai 4000 mi piace. Quindi mi raccomando, ragazzuoli, lasciate sto like. Link in descrizione per il canale del signor Ferre. Ovviamente iscrivetevi anche al mio canale se ancora non l'aveste fatto. E adesso questa qui, tra l'altro, è una delle mie mappe preferite di football. Voglio vedere un po' che cosa... E io ti dico anche un'altra cosa, Gigi. È un'altra mappa dove YD potrebbe mettere Mortis. Vero. Ragazzi, se non mette Mortis nemmeno qui, cioè, parliamone. È proprio pollo ai Tribe. Mi spiace, ma è così. Sì. È un pochino cosa combinano, però... Pollo a Tribe e anche alla metà della chat che ci veniva a scrivere che no, ma hanno fatto bene a bannare Mortis. Assolutamente. No, beh, allora diciamo che noi, come dicevamo prima, siamo per lo spettacolo. Quindi, effettivamente, quando si vede un ban di Mortis, è bello. Mi spiace sempre. Però poi, effettivamente, qua c'è un Frank, ad esempio, che cioè, cosa dovresti fare tu contro un Frank? Lo guardi, ma poi con un team del genere è difficile fermare Frank, perché c'hai Eugenio. L'unica è Maxine che gli può fare davvero danno, ma c'è YD che è a Pocio, quindi adesso lo curerà di sicuro. Mamma mia, che... Questa è stata la partita più facile della storia, eh? Cioè, l'hanno completamente sopraffatti come comp. Pocio doppio tank e di là non avevamo una comp abbastanza buona da poter counterare questa situazione. È insensato sta cosa, Frank. Jackie e Pocio vinta 2-0. Sì. Mamma mia. Questa me la segno anche come comp. Sì, questa mappa è devastante. Mm. Diciamo che in questo momento i God Magic li vedo anche parecchio sottotono, eh. Cioè, non... ribadisco. Sì. Allora, sono l'unico team europeo già qualificato. Sono sicuro che hanno paura dei Tribe, perché sono sicuro che hanno paura di Tribe in finale. Quindi non vorrei che tipo abbiano preso sotto gamba questa finale per far fare i più punti possibile a SK. È vero che così hanno fatto fare dei punti facili anche ai Tribe, perché comunque i Tribe contro i God Magic senza Twisty sono avvantaggiati. Perché allora, secondo me, se avessero fatto giocare Twisty contro i Tribe e Jadon contro gli SK, avrebbero palesato il biscottone. Cioè, avrebbero completamente palesato il biscottone. A quel punto hanno detto, sai che c'è, utilizziamo Jadon contro tutti e due e facciamo fare i più punti possibili agli SK, perché comunque... Esatto, è possibile che comunque a livello di strategia ci sia anche un discorso così da parte. Che poi, ragazzi, cioè, uno dice sempre che è antisportiva come cose, cioè, ma io in realtà sono d'accordo su queste cose. Cioè, se io posso effettivamente semplificarmi la vita, ma perché non farlo? Ma poi oltretutto quando, cioè, oltretutto quando poi succede che tu magari non lo fai, cioè nel senso, se tu non lo fai o magari succede che tu effettivamente vai ad agevolare qualcuno. Certo. E poi effettivamente sembra che magari l'hai fatto apposta, quindi... Sì, no, ma che no, poi in realtà è tutto in linea teorica, perché comunque God Magic si stanno giocando i soldi, eh. Cioè, loro comunque in queste qualificazioni, pure se sono già... arrivati alle qualificazioni e tutto, cioè loro alle varie qualificazioni mensili possono portarsi a casa $9,000, $6,000, eccetera. Quindi io comunque, anche per quello, continuo a pensare che non sia così come stiamo dicendo noi. Però
mi sembra strano che hanno convocato Twisty Tweak ma non lo stanno utilizzando. E quindi la prima cosa che mi viene in mente è quella strategia di mettere ancora più in difficoltà sia Clash che Tribe, aiutando gli SK, che negli ultimi mesi sono quelli che si sono giocati un po' nella peggior maniera le finali, perché non, spesso non si sono qualificati, quando si qualificano arrivano ultimi. Comunque notare un paio di cose. Uno, la palla nel salvadanaio così pulita, che è sempre una libidine da vedere. E due, l'utilizzo di Frank, quindi insomma, in un certo di è il primo, quindi sì, in un certo senso hanno predictato il fatto che sarebbe stato utilizzato il Frank. Sì, 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 bravo. No, no, davvero il primo è stato davvero un'ottima giocata. Sì, Achille si è fatto fregare un po' facilmente da Cursed. Ah, anche lì, infatti, senza gadget. Andiamo a vedere anche quello qua. Altro errore. Qua secondo me... Allora, qua se la sono giocata un po' male, secondo me. Sì, qua si beccano il gol. No, no, sì, se la sono giocata davvero molto, molto male. Attenzione! Ma gli SK hanno dormito in questa partita, attenzione. Cioè, hanno dormito qui, no. SK. Hanno dormito, raga, gli SK qui, eh. Ma cosa ho visto? Cioè, genialata da parte di Cursed, che ha preso sta palla e l'ha buttata dentro. Ma se devo dire la verità, hanno un po' dormito gli SK, eh. Cioè, lol. Sì, allora, sicuramente no, sarà anche per far giocare Jadon, perché se lo merita. Cioè, Jadon alla fine della fiera si è sempre qualificato con i God Magic alla parte iniziale della Championship. Cioè, i God Magic si sono sempre qualificati e per più di metà della Championship hanno giocato con Jadon. Quindi sicuramente ora si sono qualificati, vogliono dare un premio a Jadon, e ok. Però comunque si stanno a giocare parecchi soldini, ragazzi. Cioè, infatti quello è il discorso, cioè. Insomma, ok, far giocare un giocatore, ma stiamo parlando di migliaia di dollari. Cioè, ora per carità, uno può avere tutta la mentalità buonista del mondo, nel senso, dai, sì, ma se lo merita Jadon. Però qui stiamo parlando di team competitivi che vogliono vincere, che vogliono trovare sponsor, che vogliono fare anche business. Cioè, non è che stiamo parlando di, ma sì, dai, giochiamo per divertirci. Questi si allenano ore e ore al giorno, Ma infatti, per carità, hai una risorsa come Jadon, la sfrutti comunque e può essere buona, cioè sicuramente è una cosa un discorso da fare, ma c'è anche il discorso che effettivamente quando poi sei a questi livelli qua fai giocare il team titolare, ecco. Certo, è chiaro. Vediamo un pochettino. Vediamo, okay, perché abbiamo visto due partite abbastanza diverse. Sì. Quindi qua proprio se la vanno a giocare. Sì, praticamente stesse comp, Frank, Pocio, Jackie. Sì, diciamo che qua veramente gli SK hanno comunque ancora una possibilità per fare una win e per, insomma, far capire un pochettino che stanno comandando loro qua, eh. Sì. Però arriva... bello il tentativo da parte di Jackie. Sì. Palo, mamma mia. Qui Achille distrugge un po' tutto, però almeno va a togliere il pocio, che in realtà resiste. No, che cosa ha fatto Skyrix? Perché stava tornando indietro? Attenzione. Qui altra ulti un po' sprecata da parte di Achille. Ah, bravo Jadon. Achille. Bravissimo Achille. Parata da Cursed. E Skyrix. Eccolo il gol di Skyrix. Sì. Bravi. E soprattutto qua buonissima coordinazione tra i giocatori. Sì, devo dire che hanno fatto davvero un'azione molto coordinata. Ai, bravo Skyrix, che va a togliere la possibilità di andare a prendere quella palla ai Cod Magic. Qui Sam Bentley deve per forza buttare la palla lì e metterci una pezza. E qua la ulti di Frank è molto importante, va a aprire... Sì, tutta per tutto. Ancora ulti di Frank di Achille. E qua veramente gol schiaccianti. Sì, questa l'hanno dominata. Subito ripreso le redini, non si sono fatti tirare giù dalla partita di prima, hanno capito che era un errore, l'hanno saputo metabolizzare bene. E complimenti, insomma.
Allora, diciamo che Chagis o Chagis, non so adesso come si legge il nick, ha fatto una buona osservazione, ovvero lo fanno per allenare Jayton a delle evenienze, perché comunque effettivamente ora facciamo tutti gli scongiuri del caso, però effettivamente se ti va a mancare un giocatore, non è tipo il calcio che si gioca in 11 e magari sì, ok, ti può mancare il giocatore principale, ma ci sono altri 10 giocatori titolari. Su Brawl ti manca un giocatore su 3, è tanto. Quindi magari avere preparato un quarto giocatore che ti può giocare in ogni caso può essere fondamentale. Quello è vero. Però comunque ti stai giocando dei soldi fatti. Tanto ormai ti sei qualificato ai mondiali. Che poi te la giochi con Jayton al posto di Twisty Tweak, in ogni caso sei svantaggiato. Non lo so, ragazzi, non lo so. Sarebbe curioso da chiedere, eh? Cioè, sarebbe davvero, davvero curioso da chiedere. Sicuramente sarebbe interessante capire, ma sicuramente non verrà mai detto, o non verrà mai detto comunque una cosa che possiamo prendere come verità assoluta. Guarda, ti dico, è stato, non abbiamo notato il fatto che ci sono state ben il triplo delle kill da parte dei... degli SK, un 4-17, pesantissimo, quindi dominata, no, no, sì, controllo. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro qui vediamo di nuovo un doppio lanciatore da parte di God Magic, ma che erano loro sempre prima col doppio lanciatore? Erano sempre loro prima contro i Tribe col doppio lanciatore, sai? Sì, 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 pronte al pericolo, sì, pronte al pericolo. Erano Jackie, Barley e Semino. Ma comunque sia, guarda che anche adesso non stanno andando male, cioè... No. Sì, qua forse addirittura ICM ha ripreso di nuovo, hanno di nuovo ripreso loro le redini e stanno avendo un bel controllo della siege. Cioè, se questo qua è il loro stile, ci vedrei anche un 2-1 e arrivare poi quindi sulla quarta mappa, però adesso è presto per dirlo, vediamo cosa combinano. Sì, no, assolutamente vediamo che cosa combinano. Ovviamente arriva una bella melanzana da 12 per ora. Sì, che però si è beccato intanto incominciare un colpetto da Skyrix. Qui non devono far ricaricare la ulti a YD, perché sennò poi può giocare, ecco appunto, la giocate. Bella Gabriele, benvenuto tra gli abbonati, grazie. E diciamo che adesso con 9 bulloni... diciamo che gli SK qui hanno ipotecato la vittoria, subendo solo il 30% e avendo tutti i bulloni. Sì. Quella difesa è stata tanta roba per loro. Cioè, nel senso, non me l'aspettavo neanche prima quando avevo detto. E adesso effettivamente vediamo cosa combinano loro con questi 12 bulloncini. Sì. Vediamo effettivamente da entrambe le parti un robot da 12, melanzana sempre da 12. Qua sarà difficile da contrastare, però attenzione, perché già sta quasi a metà vita. Una difesa quasi perfetta per ora. Assolutamente, guarda, non lo so se ce la fanno, Sì, ok, no, mi sa di no, sì. Sì, era comunque una melanzana da 12. Sì. La melanzana da 12 dice sempre la sua. Quando i robot non sono più robot, sono melanzane o peperoni, ragazzi. È tosta. Comunque siamo al match point per gli SK. Sì, è vero, si sono già... Cavolo, ma di già... Cioè, si sono sparati... Si potrebbero sparare un 3-0. Pazzesco. Ma è 3-0 pesante, SK... Bene, gli SK. Bene gli SK. A sto punto non lo so, vediamo che comps inventano. La mappa l'abbiamo vista e effettivamente le comp non ci hanno sorpreso. Cioè, i brawler bene o male sono sempre quelli lì. Pam, sì. Il Semino sono ottimi brawler per la siege. Bibi qua magari non ce l'aspettavamo tantissimo, ma è stata non è stata male. No, direi proprio di no, anche per la difesa, che ha difeso davvero, soprattutto anche grazie a lei, quindi sì, assolutamente. Ma che poi... Forse, ecco. Sì, diciamo che, un po' come abbiamo detto pure prima, il doppio lanciatore non è che mi convinca più di tanto. Boh.
Sì, raga, è quello che stiamo dicendo da un po', che God Magic stanno cercando di fare un po' i furbetti, però effettivamente Jadon l'hanno utilizzato anche contro i propri Tribe, quindi boh. E poi comunque ricordiamo che si stanno giocando i soldi, eh. Cioè, ora, ok la qualificazione al mondiale effettivo, ma anche ad ogni qualificazione mensile si giocano parecchi soldini. Quindi... Sì, infatti. Quindi non so, cioè... Cioè, poi per carità, bisogna capire... No, vabbè, i God Magic vanno di nuovo di doppio lanciatore, ma sono matti. Vabbè, ma allora veramente gliela stanno a lasciare, cioè, scusa. Cioè, hanno faticato come dei cani e riconfermano la stessa comp. Infatti, non ho capito questa cosa. E ci starebbe a fare il solito ragionamento che abbiamo detto prima? Si sono allenati con quello che... esatto. Perché anche coi Tribe l'hanno utilizzato, però, boh. Non lo so poi effettivamente se il gioco vale la candela, ecco. Però non lo so, anche che guarda qua, robottone non arriva neanche. È stata una scelta sbagliata sempre quella di continuare a tenere la comp anche quando perdi, quindi non... Raga, i Clash non si sono qualificati per queste finali mensili di agosto. I ban sono Gelind e Energetic. Comunque, secondo me i Tribe si stanno ancora mangiando le mani per quel ban di Mortis, eh? Ma sì, per forza. Ma più che altro adesso, vedendo l'altra partita contro i CM, dicono, ma no... Non l'hanno mai usato. Non l'hanno mai usato, ma mai. Ma cosa... Però comunque gli SK... Allora, senza Energetic sarebbe stata un'altra partita e forse l'avrebbero scampata i Tribe. Però gli SK gliel'avrebbero fatta sudare, eh. Però attenzione, perché qui... Ok che il robottone è degli SK, però per i prossimi bulloni hanno il vantaggio di God Magic. Dicono in chat che i Clash hanno perso perché Gil... è partita la meme con Nemos e Grax l'altra volta, perché Gil dice che ha postato una foto su Instagram con la ragazza. E quindi... E poi hanno perso. Diamo che sono andati male le scorse finali mensili. Ma raga, vabbè, ovviamente si fa per scherzare. I Clash secondo me hanno perso molto da quando non hanno più Trebor. Tra l'altro Trebor, ho letto che dovrebbe annunciare a breve anche il suo nuovo team. E non credo non sia uno di quelli qualificati, eh. Sarà davvero curioso scoprirlo. Attenzione, sì, perché hanno pareggiato alla fine. Hanno pareggiato il robottone finale. Hanno pareggiato il robottone finale, vediamo un pochettino, eh sì. Quindi vittoria da parte degli SK. Hanno vinto. Eh sì. E adesso sì. Voglio vedere la classifica, adesso voglio vedere come si è messa la classifica. Raga, fermi lì perché adesso si arriva la classifica e tra l'altro siamo a meno di 100 like e 4000 mi piace. Mi raccomando, almeno a 4000 like arriviamoci. Vi ricordo, link in descrizione del canale del Signor Ferre. Iscrivetevi anche al mio canale se ancora non l'aveste fatto. E adesso, ragazzi, non vedo l'ora di vedere la classifica, com'è messa. Vediamo un pochettino. No, comunque sia, stavo pensando che uno come Trebor potrebbe essere veramente quel giocatore che va in un team un po' sconosciuto, sì, anche, e lo porta veramente ad alzare... Però guarda che adesso non fai più in tempo ad andare in un team quasi sconosciuto e portarlo in alto, perché ormai le qualificazioni sono andate. Secondo me... Lui entra in uno già qualificato. Magari per il prossimo anno, dici? Sì, che... anche sì, magari per il prossimo anno, non lo so. Comunque non mi stupirei se entrassi in SK, te lo dico. Comunque, regà, no, non è che lo dice Grax che i Clash sono andati male nelle scorse qualificazioni. I Clash stanno andando, ma non lo dice nessuno, sono i fatti che parlano. Cioè, i Clash ultimamente si sono qualificati poche volte alle finali. A chi è MVP? Tutti, sì. Ma è stato molto bravo, scusami se ti ho... No, ma sì, assolutamente. Ma leggevo anche in chat molta gente che prima, anche quando è stato premiato Skyrix per Energetic, già voleva votare Achille. Vabbè, ma Achille lo conosciamo, è forte. Comunque no, ragazzi, quello che stavo dicendo è che i Clash purtroppo ultimamente hanno failato qualche qualificazione, nel senso che non sono riusciti proprio a qualificarsi, ed è successo spesso e volentieri gli ultimi mesi. E quando si sono qualificati, spesso e volentieri le perdevano tutte e arrivavano terzi, eh. Sì, sono molto... Ma ribadisco, è tutto da quando non c'è Trebor, raga. Evidentemente Trebor giocava un ruolo fondamentale in quel team. Secondo me, appunto, sì, Trebor era molto forte comunque. E poi c'era una sintonia diversa, secondo me.
probabile. Allora, stiamo per vedere la classifica, raga. Questi punti degli SK sono fondamentali per tenere lontani Tribe e perché no provare anche andare a prendere i Clash. Anche se però mi avete detto voi, e questa è una cosa mi avete detto voi, che per quanto riguarda le prossime finali di settembre, gli SK non si sono qualificati. Ed ecco qui, allora, questi sono i prize pool, e va bene. Ma adesso sono curioso. SK è a casa $9,000, sì. I Tribe 6,000 e i Cold Magic 4,000. Sì. Vediamo, ragazzi, sono davvero curioso. Ecco, allora, gli SK e i Tribe si sono avvicinati tremendamente ai Clash, quindi i Clash devono un attimino svegliarsi, perché mancano altre due giornate. Diciamo che i Tribe avrebbero messo un bel punto un bel punto esclamativo se avessero vinto anche contro gli SK, che rimangono vivi. Però, appunto, mi avete detto voi che tecnicamente nelle prossime qualificazioni ci sono i Clash, ci sono i Tribe, ma non ci sono gli SK. Quindi diciamo che, a rigor di logica, la prossima classifica vedrà fuori, purtroppo, gli SK. Vedremo. Comunque, raga, domani dalle 16 ci becchiamo sempre live qui sul mio canale in compagnia di Mister, per vedere anche i latinoamericani e invece poi gli americani. Oh, che tornano i Tempo Storm, tra l'altro. Ok, sono contento. Raga, che dire? Io ringrazio il signor Ferre innanzitutto che ha fatto questo esordio incredibilmente in una delle giornate più belle della Championship. Abbiamo visto una live assurda, è stata anche abbastanza pesante, insomma, abbiamo visto... abbiamo fatto una live bella intensa, e però è stata veramente una bella esperienza. Sono bella. Molto contento. Ci tengo a ringraziare ancora una volta, vabbè, te sicuramente per avermi ospitato sul tuo canale. Figurati, grazie a te, è stato un piacere. Tutto lo staff. E tutto lo staff di Brawl Stars che comunque mi ha dato questa possibilità e sanno che ci tenevo, quindi grazie a tutti. Assolutamente, e sempre un spero, grazie a loro. Spero altre occasioni di commentare con te e magari qualche volta ci vediamo poi anche da me, ok? Yes, dai. Raga, vi ringrazio ancora per la compagnia, vi auguro ovviamente un buon fine settimana, ma vi ricordo e ci ribecchiamo domani alle 16 sempre qui sul mio canale in compagnia di Mister, quindi mi raccomando, attivate la campanellina, vi aspetto. Quindi sarà un buon fine settimana, Gigi, se esatto. Se Championship così. Cioè. Esatto, esattamente. E niente, raga, grazie davvero di cuore per il supporto, grazie ancora a Ferre, grazie ancora ovviamente a Supercell Italia, a Brawl Stars Italia per l'opportunità, come al solito. Un bacione a tutti, ragazzi. Noi ci becchiamo domani in live per la seconda giornata delle finali di agosto. Ciao ragazzi! Ciao!